Vado. Allora, buongiorno a tutti. Io sono Stefano Carrai, sono il preside della classe di lettere e filosofia e sono molto lieto di portare il saluto a nome di tutta la classe a questo convegno importante che chiude un prin eh, altrettanto importante sulle eh, le mostre d'arte moderna nelle gallerie private in Italia dal 1960 al 1980. E, tra l'altro, il PRIM coordinato da, da, dall'amico eh, professor Flavio Fergonzi, eh, il quale mi ha raccontato, io non l'ho ancora visto, ma, ma sono molto curioso, di, che mh, appunto, il print ha messo a punto uno strumento formidabile, cioè un database di tutti i materiali editoriali, quindi cataloghi e, e similia, eh, di 13 eh, gallerie importanti, appunto, nell'Italia dal 1960 al 1980, cioè insomma in due decenni eh, come tutti sanno di cruciale importanza per lo sviluppo dell'arte contemporanea in Italia, quindi eh, sono sicuro che questo vostro incontro sarà molto proficuo nel ripercorrere anche eh, l'attività delle varie gallerie e, eh, scusate, ecco, varie gallerie e eh, anche eh, altri eh, elementi insomma, di, di, di questi due decenni. Tra sia il database, sia più in generale il lavoro su, su questo tema si inquadra um, in, nell'attività di un centro che per noi qui è molto importante, il laboratorio di documentazione storico-artistica della scuola che ha una tradizione lunga e appunto molto cospicua. E quindi mi rammarico soltanto di non poter rimanere ad ascoltare vostri interventi perché eh, ho imparato da pochi mesi che la vita di un preside è eh, piuttosto complicata, densa di, di appuntamenti e di impegni, ma me ne rammarico veramente perché ripeto sono convinto che sarà un incontro molto proficuo e quindi auguro a tutti buon lavoro. Grazie Stefano. Allora, facciamo questo numero qua togliere la, la mascherina. Allora ehm, apro questi due giorni di lavoro con una nota molto breve, la schedule eh, fitta e un po' martellante di interventi che vedete del programma non è il segno né di un approccio quantitativo né di una volontà semplicemente inclusiva, ma un invito a portare contributi brevi e concreti in uno spirito che sia più da seminario che da convegno. E seminario, devo dire, che è una parola che tra queste mura ha a lungo avuto e credo possa avere ancora un suo senso, nel senso proprio di scambio di esperienze di lavoro e di materiali di lavoro. Eh, entro la bibliografia ormai torrenziale sulle esposizioni d'arte moderna nel secondo novecento, una bibliografia che si è per lo più e significativamente orientata sulle grandi esposizioni pubbliche e cicliche, biennali di Venezia o, documenti di, o documenta di Kassel in particolare, il caso degli studi eh, su, e delle pubblicazioni sulle gallerie private di arte moderna nel loro sviluppo storico, nella loro interazione con la cultura visiva della città e con la promozione locale degli artisti, sembra essere una specialità particolare degli studi italiani. Eh, solo per limitarci tre, ai tre luoghi geografici che interessano questo convegno, sono state oggette, oggetto di una pubblicazione retrospettiva in volume. A Milano le gallerie Milano, Marconi, Del Naviglio con l'affondo del 2008 su Carlo Cardazzo, Blu, Schwarz, Toselli, Lorenzelli. A Torino e poi a Milano la Galleria Stein, a Torino le gallerie Notizie, Sperone, Martano, a Roma la Tartaruga, Lattico, La Salita, l'Obelisco e la Medusa. Confrontabile, seppur con un taglio diverso, e va riconosciuto con una volontà di sistematicità eh, maggiore, l'impresa tedesca di Sediment, zur Geschichte des Kunstendels dell'Università di Colonia, frutto del progetto Zadik, dove sono stati oggetto di indagini storiche e documentaria. La Galerie Heiner Friedrich di Monaco, la Galerie Springer di Berlino, la Caspar König e la Rudolf Zwirner di Colonia, la Konrad Fischer di Düsseldorf. Qualcosa è confrontabile col mondo francese, col libro di Julie Verlaine del 2012, Le Galerie d'art contemporain a Paris e, e gli affondi sulle galerie Daniel Templon, Yvonne Lambert, Durand de Serre e questo studio, anche se un po' come dire descrittivo e, e puramente cronologico, sulla galleria Zona Band di, di Ileana Zonabend. Band. Meno confrontabile eh, lo stato degli studi italiani col mondo anglosassone, dove è stata semmai l'acquisizione di fondi archivistici di importanti gallerie, di galleristi e di operatori del mercato da parte di musei o di centri di ricerca. Il MoMA, gli Smithsonian, il Ghetti negli Stati Uniti, a imporsi come direttrice culturale dominante in questo settore. Alla ricostruzione diacronica delle decadi nelle quali ha operato quella specifica Galleria d'Arte moder Moderna si è preferita la scelta di rendere accessibili analiticamente documenti su galleristi e su gallerie che aiutassero gli storici dell'arte a muoversi in direzioni a tutto tondo, dunque il mercato dei singoli oggetti, la rete internazionale dei contatti, la rete della promozione mercantile, espositiva ed editoriale degli artisti sostenuti e promossi. Questa prima specificità dell'approccio italiano si è manifestata e continua a manifestarsi, io credo, perché la pubblicistica italiana, nello specifico settore, si è distinta per una volontà particolare di storicizzazione dei dati, direi quasi di evidenza autoreferenziale dei dati, non è di per sé un complimento, eh? che non è solo il risultato di una autocelebrazione delle singole gallerie, ma che si è posta, a questa volontà, come esigenza primaria della neonata storiografia del contemporaneo. Che strumenti come i cataloghi di due decenni di eventi artistici in Italia, eh, Pinto de Marchis 1970 o L'Identité italienne 1980 di Germano Celant, siano stati quelli che ancor oggi riconosciamo come fondativi di una storia documentaria dell'arte contemporanea, Qualc Qualc qualcosa ci deve, ci deve dire. dire. La separazione, la separazione della critica, critica militante, militante o no dalla, no, dalla documentazione, documentazione storica, storica salvo, salvo che poi l'approccio la militante, militante rientra dalla finestra, finestra, cacciata dalla porta, con inclusioni ed esclusioni nelle, nelle tabelle, tabelle cronologiche. L'autoevidenza delle, delle cronologie, la disposizione diacronica, diacronica degli eventi. eventi. Artistici e i tagli invece sincronici per vedere, vedere se storia politica, politica letteratura, letteratura storia, storia ideologica si combinano con qualche significato con i primi, con sono abitus culturali con cui tu, noi tutti, tutti oggi ci confrontiamo con nel nostro lavoro e dai e quali cerchiamo con qualche difficoltà di liberarci. Di liberarci. Eh, Questo atteggiamento, quest atteggiamento è transitato, transitato anche negli studi, negli studi e nelle e pubblicazioni, pubblicazioni retrospettive sulle gallerie, sulle gallerie private. private, con un dominante approccio, approccio documentario, documentario, dunque fondato, fondato sulla, sulla ricostruzione, ricostruzione della, sequenza della... della sequenza delle mostre, e solo più occasionalmente con l'attenzione posta sulle politiche promozionali delle gallerie, sulle loro scelte allestitive, sul pubblico degli acquirenti, e ancora più occasionalmente sulle personalità dei loro direttori e sulle relazioni. Nazionali o internazionali da questi promosse. Quando ho fatto insieme a Barbara Cinelli e a Giorgio Zanchetti la domanda per un finanziamento ministeriale, il PRIN 2015 sul tema delle Gallerie Italiane 1960-1980, ho pensato che ci si dovesse concentrare nell'oggetto della proposta di ricerca su un oggetto, come dire, caratterizzante e ben perimetrabile, quello dei prodotti editoriali di galleria. Eh, dunque la faccia pubblica, il sopravvissuta a livello si può dire biblioteconomico delle gallerie, cataloghi, bollettini, depliant, locandine, inviti, comunicati stampa il primo appello e la distinzione delle tipologie è stato un passo del lavoro non banale che ci siamo posti all'interno del nostro eh, laboratorio. Sono oggetti che non si trovano o si trovano con qualche difficoltà, qualche volta con grande difficoltà, nelle biblioteche pubbliche, specie quando questi materiali non hanno lo statuto tradizionale del catalogo, seppur sommario e stampato a basso costo a testimoniare dell'esistenza dell di mostre tenute nelle gallerie private, sono dunque spesso materiali di editoria grigia, volatile. L'apporto concreto degli archivi delle gallerie indagate è stato in qualche caso fondamentale e vorrei spendere qui un ringraziamento particolare. Per questa fase del lavoro il, il laboratorio di documentazione storico-artistica della, della scuola poteva venire in aiuto c'era un precedente importante, il progetto CAPTI ha individuato nella rivista d'arte moderna militante o di divulgazione e nelle informazioni che la rivista contiene in termini di discussione critica, ma anche e soprattutto di diffusione delle immagini riprodotte, cruciali in anni in cui era così forte l'accelerazione delle invenzioni linguistiche, in, individuando appunto in questi due vettori uno strumento fondamentale per la presentazione e la discussione della contemporaneità. Il presente progetto che abbiamo intitolato Maconda, Mostre d'arte contemporanea, documentazione e archivio, ha individuato nel prodotto editoriale di galleria un vettore speciale di informazioni testuali e visive imprescindibile per una corretta conoscenza. Del sistema dell'arte. Mettere a disposizione i cataloghi acquisiti digitalmente, fare il database delle opere esposte, per alcune mostre proporre l'identificazione, la collocazione attuale delle opere, delle riproduzioni pubblicate, dei testi critici inclusi, poteva permettere l'avvio, abbiamo pensato, di ricerche nuove e importanti. Da un obiettivo di una trentina di gallerie si è passati ai noi, per carenza di mezzi e per le difficoltà de degli anni della pandemia, a 13, il risultato finale che è oggi in piattaforma. L'idea era di ottenere il risarcimento di un'intera linea documentaria, forse la maggiore, del sistema dell'arte italiana degli anni 60 e 70, rendendola dunque pubblica e fruibile. Questo non perché la parte interna, privata, quella del funzionamento delle gallerie, dunque la rete dei contatti, rapporti galleristi-artisti e galleristi-galleristi, gli archivi fotografici delle gallerie, auspicabilmente la parte amministrativa, gli acquisti e le vendite, la rete dei clienti, la rete degli approvvigionamenti. Non perché questi temi non fossero importanti, lo è questa parte interna, forse ancora di più che quella del catalogo di galleria, ma il lavoro che ne è sotteso dipende dall'accessibilità degli archivi, dallo stato di ordinamento attuale dei materiali dalla possibilità o impossibilità di venire a conoscenza e ancora di più di rendere pubblici dati sensibili che sono ancora coperti dalla, dalla privacy. Il reperimento e lo studio del materiale edito che documentasse l'attività espositiva delle gallerie ci è sembrato semplicemente più attuabile ed è un materiale decisivo per gli studi di base, verrebbe da dire quelli più tradizionali della storia dell'arte. Sapere quali opere di un artista fossero visibili in un luogo aperto al pubblico e caratterizzato da una continuativa proposta espositiva, come quello delle gallerie eh, private, in una data particolare, serve a operazioni preliminari di datazione e di seriazione, di lettura relazionale, dunque insieme a quali opere di quali artisti e all'interno di quale contenitore tematico o occasionale. E, di e operazioni di collocazione storica, prima ancora che di posizionamento critico, dell'opera entro la coeva proposta di altri artisti, di quella città o di altre città. Per gli artisti operativi negli anni 60 e 70, che non hanno un catalogo raisonné attendibile, attendibile, e sono tanti, questi strumenti sono dunque pietre miliari per l'inizio di una ricerca seria e storicamente fondata. C'è poi una ragione di studio che mi sembra più profondamente intrinseca allo specialissimo genere editoriale che si è deciso di indagare. Nella proposta editoriale assai diversificata di questi strumenti, testi critici e immagini di opere esposte, di allestimenti, ma anche immagini autonome, slegate dall'offerta espositiva, hanno dialogato tra di loro, potenziando a vicenda la forza comunicativa nella pagina. Per quanto noti e studiati in rapporto alla vicenda particolare dei rispettivi autori dei testi, prodotti simili non sono mai stati considerati nel loro complesso e nella cornice specifica del genere editoriale di cui facevano fa, pa, parte. Viene dunque da farsi qualche domanda al proposito. Quale valore assumevano cataloghi e materiali effimeri di questo genere nel definire l'immagine pubblica delle gallerie? Come era concepito il paratesto? Quale nuovo pubblico puntavano ad intercettare nella complessiva messa in crisi del mercato dell'arte? Quale valore rivoluzionario assumeva la parola apparentemente schiacciata all'angolo della perentorietà delle immagini? Oggi a parlare ci sono non solo, oltre ai tre coordinatori, io, Barbara Cinelli, Giorgio Zanchetti. Ci sono non solo gli studiosi, giovani studiosi per lo più, che hanno collaborato al progetto Maconda e che dunque hanno posto la loro attenzione speciale sul rapporto gallerie-materiale editoriale di galleria, ma anche e soprattutto studiosi che hanno affrontato il tema della galleria privata d'arte moderna da una prospettiva più allargata e che hanno fondato, per così dire, questo genere di studi. Mi piace ricordare per la primazia sperimentale del loro approccio, Maria Teresa Roberto per Torino, Daniela Lancioni per Roma, Silvia Bignami e Paolo Rusconi per Milano. E poi altri ricercatori, mi riferisco a Francesco Guzzetti, a Lara Conti, a Elisa Francesconi, a Ilaria Schiaffini a Caterina Toschi, a Paolo Campiglio, a Davide... a Davide Colombo, che hanno guardato le gallerie facendosi domande specifiche di contesto culturale nella città in cui le gallerie svolgevano la loro attività. Poi la tavola rotonda finale chiamerà in causa attori diversi, della gestione diretta, delle ga... dei... diversi, attori diversi. Attori della, della gestione diretta delle gallerie, della conservazione dei documenti e anche di studiosi di storia dell'arte, che si sono posti il problema di come usare la continuità dell'offerta di galleria per, le per gli studi storico-artistici. Vorrei, cioè, che questo rapporto, galleria d'arte moderna, con la sua ragion d'essere commerciale e la sua proposta culturale. Attività espositiva della Galleria d'Arte Moderna, che non è detto che coincida con la, come dire, una uno con la, con la ehm, ragion d'essere commerciale della Galleria, e attività editoriale della Galleria, fossero messi sotto attacco. Ecco, mi piacerebbe proprio usare questo under attack: sotto attacco da punti di vista e da prospettiva diversa. Eh, lo scopo principale di questo nostro incontro mi sembra proprio essere questo. Ora eh, Monia Manescalchi, che è la storica dell'arte del nostro laboratorio di documentazione storico-artistica, traccerà, per chi non lo conosce, un breve profilo del nostro laboratorio, il DocStar, e poi Elena Miraglio entrerà più nel vivo con la presentazione del progetto in piattaforma. Intanto buon lavoro a tutti. Ecco, buongiorno a tutti, e grazie a tutti per essere qui. E ringrazio ehm, il preside per le sue parole di benvenuto e Flavio Fergonzi, non solo per questo eh, intervento eh, di, di inquadramento iniziale, ma ehm, per aver reso possibile ecco, questo incontro. E, e quindi con lui il mio ringraziamento si estende a tutta la squadra diciamo, di questo progetto della, della normale che ha ostinatamente voluto ecco, la realizzazione di questo mh, convegno nonostante siano passati diversi mesi anche difficili dalla conclusione del progetto. Lascio quindi subito grazie. la parola a loro e mh, quindi a Monia Manescalchi che eh, introduce il ruolo del laboratorio di documentazione. Grazie, grazie. Carissimi e carissimi, un ringraziamento anche da parte mia appunto, per essere intervenute e intervenuti, anche a coloro che ci seguono da lontano, a queste, cioè in remoto, a queste due giornate di presentazione di un progetto iniziato appunto nel 2017 presso la Scuola Normale Superiore, di cui fanno parte altre due unità di ricerca qua presenti, appunto rappresentate da Barbara Cinelli per l'Unità di Roma e da Giorgio Zanchetti per l'Unità di Milano. Vi confesso di essere molto lusingata per aver preso parte a questo progetto, che ha avuto nel laboratorio di documentazione storica artistica, di cui faccio parte la sua officina. Il laboratorio di DocStar, diretto da Flavio Fergonzi dal 2017, riunisce varie aree di ricerca, dalla storia dell'arte alla paleografia, in modo interdisciplinare, dove il rapporto tra parola e immagine è strettamente legato. Un laboratorio, cito, che riserva particolare attenzione alle immagini, anche quelle di riproduzione, intese come un autonomo linguaggio visivo e come parte integrante del patrimonio culturale. Un laboratorio da pensare come una fucina di progetti, appunto. Quella fucina, che è già stato ricordato, che nasce dall'eredità del Centro di Ricerche Informatiche per i Beni Culturali, il famoso Cribeco, fondato da Paola Barocchi alla metà degli anni '70. Che ha operato pionieristicamente anche a livello internazionale su temi al confine tra la storia dell'arte, la storia della critica d'arte e le applicazioni informatiche, con la creazione dei primi database per la catalogazione di beni mobili e immobili, dei primi lessici informatizzati e delle prime attività di digitalizzazione e indicizzazione testuale. Molti sono infatti i progetti ereditati negli anni e realizzati nel laboratorio Docstar e molta è l'esperienza sviluppata. Ed è per questo che in modo naturale il laboratorio ha ospitato lo sviluppo di uno dei punti del progetto PRIN, incentrato sulla progettazione di uno strumento informatico per la catalogazione dei prodotti editoriali delle mostre d'arte moderna nelle gallerie private in Italia fra gli anni 60 e gli anni 80. A questo progetto hanno preso parte tecnici interni del laboratorio stesso, qui abbiamo Gian Donato Tartarelli per le campagne fotografiche, e anche di altre strutture della scuola, Andrea Ficini e Matteo Bernardini del centro High Performance Computing per la parte di collaborazione informatica e gestione server, e informatici esterni, qua presenti, come Giulia Andreoletti di Dolmen Web, che hanno strettamente collaborato con esperti di Digital Humanities come Elena Miragli e la sottoscritta. Il sito che vi sarà presentato a breve è consultabile in italiano e a breve anche in inglese e dobbiamo la traduzione a Ever Jones dell'ufficio comunicazione della scuola normale. Inoltre, ma non per ultimo, abbiamo scelto di dotare il, di cui responsabile è Maria Ida Gulletta del laboratorio Site, il sito e il database di un DOI Number uno standard che ci consente di identificare in modo duraturo e univoco la struttura informatica all'interno della rete digitale. Il progetto, al progetto, scusatevi, hanno preso parte molti collaboratori scientifici, studenti del corso ordinario e del PhD del corso di storia dell'arte contemporanea del professor Fergonzi, ricoprendo vari ruoli. Alcuni di loro, infatti, interverranno tra gli archivi studiati e messi a disposizione tramite non solo convenzioni istituzionali, di cui vedete un non esaustivo elenco che trovate invece completo sul sito, alcuni hanno dato risultati importanti. E fra questi voglio ricordare e fare un ringraziamento particolare a Liliana De Matteis della Galleria Martano, qua presente e che parteciperà alla tavola rotonda prevista per domani che ci ha aperto il suo preziosissimo archivio depositato presso il Centro per la Conservazione e il Restauro della Venaria Reale di Torino. L'archivio è apparso ai nostri occhi già censito ed ordinato, ed è l'unico ricco di testimonianze fotografiche per i che ripercorrono gli anni espositivi della Galleria. Queste giornate sono state concepite come una sintesi per la messa online dei risultati ottenuti e per fare il punto della ricerca e considerare i possibili sviluppi del progetto che adesso presenta un campione geografico su scala nazionale. A questo punto lascio la parola alla parte più operativa, alla storica dell'arte Elena Miraglio, che come ha già annunciato, parte integrante del progetto, che vi presenterà lo sviluppo informatico del lavoro con le sue funzionalità e potenzialità. Grazie. Grazie Monia. Mentre Elena si prepara, scusatemi, colgo anche l'occasione per ringraziare l'intero staff della scuola normale che mi ha aiutato e che ci ha aiutato all'organizzazione di queste giornate. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, il progetto PRIN, le mostre d'arte moderna nelle gallerie private in Italia i due decenni cruciali, 1960-1980, fin da subito ha individuato come parte integrante della ricerca e come obiettivo principale la realizzazione di un sistema informatico che potesse documentare e permettesse di ricostruire con correttezza filologica l'intera attività espositiva di alcune gallerie private italiane nell'arco cronologico interessato. E frutto di questo lavoro è appunto l'archivio digitale Maconda che oggi vi presentiamo. Ehm, la progettazione e lo sviluppo informatico sono stati curati da Giulio andrioletti con la collaborazione di Andrea Ficini. Questa attività ha fatto tesoro di tutte le esperienze che nel corso degli anni il laboratorio DocStar della Scuola Normale ha gestito. Mi riferisco in particolare a progetti legati allo studio della rivista come Emporium, Dedalo, IGUF e il più recente CAPTI, che possiamo considerare, considerarlo come un archivio parallelo e complementare a Maconda che invece ha individuato nel prodotto editoriale di Galleria un vettore di informazioni imprescindibile per una corretta conoscenza del sistema dell'arte italiano. Tra questi prodotti editoriali naturalmente c'è il catalogo pubblicato in occasione di una determinata mostra, che può presentarsi in un formato più vicino all'opuscolo, dunque di pochissime pagine sono rilegate, ottenute semplicemente da graffette o composto come in questo caso da un cartoncino ripiegato. Quasi sempre i cataloghi hanno almeno un testo di presentazione. Mm, nei casi più fortunati, eh, oltre al testo critico, è presente anche l'elenco delle opere esposte, un profilo biografico dell'artista solitamente redatto dalla galleria e le riproduzioni di una o più opere. Ma non sono solo i cataloghi a documentare le mostre tenute nelle gallerie private, infatti eh, spesso eh, prodotti editoriali di altro tipo, come il bollettino di galleria, che di fatto sostituisce il catalogo, come nel caso dell'annunciata, o eh, viene pubblicato parallelamente al catalogo stesso, come nel caso eh, del bollettino della galleria notizie di Torino. Un altro genere eh, di prodotto editoriale è l'invito, che fornisce dati certi sulla cronologia di una mostra e sugli artisti presentati. Possiamo avere anche in questo caso la riproduzione di un'opera d'arte, oppure la riproduzione di opere allestite all'interno della galleria stessa, come nel caso della cartolina Invito della mostra arte abitabile alla Galleria Sperone. E per finire questa carellata di immagini e eh, la locandina, quello che comunemente chiamiamo poster, che può essere di medio o grande formato, anche qui con un'immagine dell'opera o con un testo critico, come nel caso del catalogo poster della mostra anno 60. Lo studio di queste fonti, possibile grazie alla fase di reperimento e di digitalizzazione che ha impegnato per molto tempo le tre unità di ricerca, ha permesso di realizzare uno strumento informatico flessibile, caratteristica che si evince da subito nella progettazione di schede specifiche relative alla catalogazione dei prodotti editoriali e del materiale tratto dagli archivi di galleria. Ad oggi, come potete vedere da questa slide, sul database Maconda è possibile schedare più di 13 tipologie di documenti. Tramite checkbox si può infatti selezionare una o più voci incrociando le classificazioni, come ad esempio catalogo invito oppure cartolina invito, catalogo depjan e così via. In questo modo le possibilità di catalogazione aumentano. Ad ogni selezione effettuata il database offre delle schede personalizzate con campi comuni per ogni tipologia di materiali e campi specifici. Eh, ad esempio nel caso del bollettino avevamo bisogno di inserire oltre al titolo del bollettino il titolo dei numeri monografici, la serie, l'annata, il numero. Tutto questo rispettando dunque e restituendo così la varietà e la complessità materiale dei documenti oggetto della ricerca. L'architettura informatica sviluppata però non si esaurisce nella creazione di una scheda anagrafica dell'oggetto. Dal punto di vista delle informazioni storiche, i materiali che abbiamo gestito eh, sono preziosissimi, principalmente ci restituiscono dati testuali, dunque la serie delle opinioni critiche di autori che spesso nel tempo hanno anche rielaborato e ripubblicato in altri contesti, e dati visivi, eh, mi riferisco alle illustrazioni che popolano questi materiali e che indagate consentono di tracciare la circolazione delle riproduzioni delle opere, dunque la loro fortuna visiva. Testo e immagine eh, dunque sono stati due aspetti ulteriori che hanno guidato la progettazione della banca dati. Che ad oggi permette di poter schedare ogni singolo contributo testuale e di procedere a una specifica mappatura delle illustrazioni attraverso un sistema di marcatura dei singoli file immagine immessi nella banca dati. Il sistema, come potete vedere, cattura un'area specifica della pagina del nostro catalogo o di altro materiale in corrispondenza della riproduzione dell'opera e vi associa una scheda provvista di campi specifici relativi all'opera stessa, dunque autore, la firma, eh, il titolo dell'opera, la didascalia qualora compaia e la posizione nella pagina di quella determinata illustrazione che ci consente anche di ricostruire il documento come oggetto, oltre che come fonte di studio. A questo atlante di immagini e di informazioni è stato collegato un repertorio di tutte le persone rintracciate, un'anagrafica completa, eh, quello che comunemente viene chiamato l'autority files, in cui alle persone è stato anche associato il ruolo ricoperto individuato attraverso i materiali di galleria. Il flusso delle informazioni e la struttura informatica che lo contiene eh, sono qui rappresentati in questo grafico eh, la cu ehm, da cui si evince con immediatezza la complessità dell'architettura della banca dati, articolata su 27 tabelle di cui nello schema sono riportate solo le nove principali che vedete mh, segnalate in rosa. In totale l'archivio Maconda contiene 131.209 record di dati posti in relazione tra loro attraverso 35 identificativi qui rappresentati solo in parte e riconoscibili da questa intricata rete di frecce. Le informazioni contenute eh, nella banca dati sono da oggi liberamente consultabili dalla comunità scientifica attraverso il portale web www.maconda.it che adesso vediamo. E, il sito eh, è diviso principalmente in quattro sezioni che vedete nel menu in alto. La prima è riservata a informazioni di servizio eh, sul progetto, sulle singole unità di ricerca, sul personale che ha collaborato alla realizzazione di Maconda. Le altre tre invece costituiscono di fatto l'accesso eh, diretto a tutti i contenuti della banca dati secondo percorsi di consultazione prestabiliti. In gallerie eh, è possibile mappare le sequenze espositive commerciali delle singole gallerie suddivise geograficamente per città. La sequenza degli eventi ehm, è restituita attraverso una timeline che scandisce dunque cronologicamente tutte le esposizioni di quella città. In mostre, invece, selezionando un anno in particolare, è, possib poss è, po è possibile indagare la geografia artistica nel suo complesso, dunque di verificare la circolazione degli artisti e delle opere nelle mostre di quel determinato anno in tutte le gallerie. Oppure, selezionando da questa lista una città, è possibile raffrontare, come potete vedere, anche in un arco di mesi molto ristretti, il sistema dell'arte eh, della singola città. La terza e ultima sezione invece è dedicata agli artisti, ehm, suddivisi naturalmente eh, in ordine alfabetico e selezionando appunto eh, il nome di un artista è possibile accedere all'elenco di tutte le mostre in cui è apparso. Naturalmente da qui è possibile entrare nell'ambiente dedicato alla mostra con i dati cronologici e ehm, troviamo collegato il prodotto editoriale che è stato appunto catalogato. E qui entriamo proprio nel vivo del nostro progetto, dunque eh, i documenti. E nella parte sinistra eh, abbiamo tutta una parte dedicata i dati bibliografici eh, del catalogo e a sinistra a destra invece abbiamo ehm, appunto deciso di eh, attivare delle modalità di consultazione diversificate del prodotto editoriale eh, di fatti ogni prodotto editoriale è sfogliabile nella sua interezza proprio per dare l'impressione di trovarci quasi di fronte all'oggetto oppure è possibile consultare il singolo contributo. In questo caso abbiamo un testo di presentazione di Carla Lonzi che può essere anche ingrandito per eh, migliorare la visualizzazione della pagina. Eh, naturalmente eh, oltre a questa funzione c'è quella che ci permette di indagare tutte le illustrazioni presenti eh, nel catalogo. Eh, anche in questo caso eh, naturalmente mh, sono riportati i dati che il catalogo stesso ci fornisce e in questo caso è possibile ingrandire l'immagine oppure verificare sempre tramite lo sfoglio il contesto della pagina su cui è stata riprodotta. Le interrogazioni però in Maconda naturalmente non si esauriscono a questo livello. È possibile infatti effettuare eh, ricerche su tutta la banca dati, eh, come ad esempio attraverso la ricerca generica. Eh, possiamo inserire ad esempio il nome di un artista, questa volta appunto internazionale come World, e ehm, ci vengono restituite, come potete vedere, eh, non solo tutte le mostre dell'artista, eh, ma anche tutte le opere eh, riprodotte in tutti i cataloghi, tutte le mostre presenti nella banca dati. Essendo questi poi risultati frutto di un'interrogazione eh, su tutti i campi di ogni sezione del database, abbiamo anche eh, appunto eh, risultati eh, di tipo diverso. Eh, ad esempio in questo caso la parola WORL ri, eh, ricorre nel titolo di un'opera, questa volta un'opera di Ugo Nespolo, oltretutto la riproduzione in catalogo è del fotografo Paolo Bressano. Eh, la eh, ricerca su Warhol mi dà la possibilità eh, di mostrarvi anche altre opzioni di visualizzazione dei prodotti editoriali eh, a cui in pratica non era possibile applicare eh, per motivi di formato la funzione sfoglia. Eh, in questo caso ci troviamo di fronte a eh, un catalogo ehm, edito per eh, la mostra eh, di Warhol alla Galleria Sperone e eh, è un catalogo a porello dunque un'unica striscia di cartoncino ripiegata su se stessa a fisarmonica. In questi casi e in altri. Eh, Diciamo lasciando la possibilità di consultare comunque i contributi e le illustrazioni, eh, abbiamo creato una funzione cosiddetta panoramica in cui appunto eh, il catalogo è visualizzabile nella sua interezza, su entrambi i lati, nel recto e nel verso, ma eh, anche, eh, qualora possibile, nella in verticale fornendo la possibilità all'utente di cogliere correttamente la realtà materiale dell'oggetto stesso. Grazie eh, a questa schedatura eh, che possiamo definire lenticolare è stato possibile approntare anche una ricerca avanzata ehm, in cui è possibile usufruire in toto di tutta quella serie di relazioni in tabelle del database. Che vi ho mostrato precedentemente nel grafico. Eh, la ricerca avanzata è suddivisa per persone, per opere, per contributi e una ricerca eh, cronologica su tutto il database, eh, ricercando qualsiasi tipo di occorrenza. Eh, I materiali raccolti eh, e che avete visto hanno permesso anche di inaugurare una seconda fase del progetto. Uh, di fatti sono state selezionate alcune mostre che ebbero luogo nelle gallerie torinesi eh, Galatea e Notizie, e di queste mostre è stata fatta la precisa identificazione delle opere esposte, eh, naturalmente, grazie proprio anche al, ehm, al catalogo, qualora era presente appunto l'elenco delle opere. Eh, questa sezione che ci auguriamo di implementare è stata curata da Chiara Perin, che ascolteremo più tardi. Eh, vi mostra ad esempio l'esposizione alla Galleria Galatea del 1958 di Francis Bacon, in cui oltre a poter eh, consultare l'invito e il catalogo della mostra, è possibile, come in una galleria virtuale, ispezionare tutte le opere presentate in quel determinato contesto. Corredate da un'immagine a colori e da una scheda con i dati relativi all'attuale collocazione, vari passaggi e una bibliografia aggiornata. Questa eh, sezione, che implica un allargamento della ricerca, eh, che va ben oltre il, la pubblicazione di galleria, trova un corretto compimento nella possibilità di consultare i fondi fotografici relativi alle esposizioni conservate negli archivi con lo scopo appunto di ricostruire, per così dire virtualmente queste mostre. La documentazione fotografica delle esposizioni è stata individuata fin da subito come ulteriore corollario di quanto realizzato, proprio perché, eh, oltre a documentare gli allestimenti, eh, permette di innescare ulteriori indagini, ad esempio sui fotografi stessi, oppure sull'evoluzione delle tipologie di immagini nel periodo. Considerato. L'unità della scuola normale ehm, ha avuto il privilegio di poter accedere al fondo della Galleria Martano, conservato al Centro di Documentazione e Restauro della Venaria Reale. E grazie alla disponibilità di Liliana De Matteis, che da subito ha compreso il valore del progetto, l'unità ha potuto acquisire digitalmente i materiali fotografici. Grazie a questa possibilità abbiamo realizzato anche per questo settore di ricerca una scheda catalografica che associata alla funzione di marcatura dell'immagine che abbiamo precedentemente visto permette di indicizzare i dati relativi alla fotografia e alle opere riprodotte. Questa è una fotografia, questa che eh, vedete, una fotografia de, del Cremonese Azzuquiresi Quiresi, dell'allestimento appunto. Della mostra personale di Luigi Veronesi alla Galleria Martano eh, tra il maggio e il giugno del 64, e a destra vedete appunto invece la scheda che, eh, fotografica che abbiamo eh, realizzato. Purtroppo, eh, questi materiali eh, preziosissimi sono coperti dalla legge sul diritto d'autore, e ciò si scontra inevitabilmente con la messa. A disposizione libera e online del progetto Maconda. Eh, posso mostrarvi solo eh, in via sperimentale come i repertori fotografici potrebbero convivere sul sito insieme agli altri materiali e il valore aggiunto che potrebbero apportare al nostro archivio digitale. Eh, vorrei terminare il mio intervento eh, dandovi un po' di numeri relativi a quanto oggi è possibile consultare su Maconda. Eh, abbiamo 1.428 mostre suddivise nelle 15 gallerie, sono stati catalogati 1.506 prodotti editoriali e eh, 4.278 contributi e 9.632 opere. Eh, sono dati che di giorno in giorno aumentano perché l'attività di digitalizzazione e catalogazione è in corso ma soprattutto l'augurio è che possano crescere grazie a nuove collaborazioni. Speriamo che queste due giornate siano l'occasione per elaborare nuove ed altre strategie affinché il progetto eh, possa proseguire il suo corso. Grazie mille. Ecco, grazie mille a Elena Miraglio e Dopo questa introduzione sul progetto e sulla sua mh, messa online eh, entriamo eh, nella parte eh, dedicata alle gallerie torinesi che sono state oggetto di studio del gruppo di lavoro della, della normale e ehm, invito al tavolo Maria Teresa eh, Roberto. Eh, alla quale abbiamo chiesto eh, un intervento introduttivo, proprio sul panorama eh, espositivo eh, delle gallerie torinesi in questi due decenni. Grazie mille. È possibile, come ha fatto Flavio Fargozzi, parlare sempre? Sì, direi che. Grazie, io per procedere, procedo di qua sì, e da, la la... da qua. Eh. qua e... Allora buongiorno, grazie naturalmente di questo invito e grazie anche a tutti coloro che hanno grazie anche a tutti coloro che hanno eh, lavorato a questo progetto, appunto avendo dedicato eh, anni di lavoro a ricostruire in particolare la vicenda della Galleria Sperone e della Galleria Notizie di due galleristi Gianenzo Sperone e Luigi Pistoi in molti casi ci sembrava avessero fatto tutto per cancellare le loro tracce invece che per conservarle, e avendo invece poi avuto modo di eh, godere diciamo, e di poter usufruire dello straordinario lavoro fatto da Liliana De Matteis, eh, innanzitutto. Ordinando e conservando giorno per giorno, no, prima ancora di donarli, e mantenendo sempre attivo il suo archivio, ecco, entrare dentro Maconda è stato un grande piacere, ma anche, devo dirvi, una sorta di, di vertigine. I materiali, come abbiamo appena visto, sono talmente tanti, articolati, che ehm, è, stato, è stato complicato provare a pensare come organizzare oggi la mia presentazione. Il primo pensiero. È stato quello di tornare ancora una volta eh, al semplice, proprio elementare, in senso testuale, lavoro di Boetti. Quando egli iniziò, qui vediamo proprio la prima prova a pastello, no? di quella litografia che poi entrò in, nel, nel portafoglio di sicuro non curante: la città di Torino con annotati i nomi delle case studio dei suoi amici artisti. Ecco, sarebbe credo molto interessante poter rimaginare questa mappa collocando eh, le diverse mh, sedi delle gallerie, eh, ma questo con un intento, diciamo così, di andare a ricostruire le diverse... Eh, Torino, che i galleristi, soprattutto a inizio anni 60, avevano come loro controparte. Penso da una parte a Luciano Pistoia, la sua storia, eh, che parte fin eh, dal 44-45, con un'esperienza resistenziale che lo porta a conoscere Mario Merz. poi la militanza nel PC, la, il lavoro per l'unità e tutta una serie di rapporti con coloro che sono stati i suoi compagni di strada e anche i suoi collezionisti che appartenevano a quella storia. Alcuni di questi tra l'altro venivano da Torre Pellice, quindi c'è anche la cultura valdese. Contemporaneamente apre Galatea, evidentemente una storia completamente diversa. Proprio da quella storia, da certi rapporti. Eh, maturati a Galatea si svilupperà poi tutta la storia di eh, Sperone. Quindi eh, sarebbe veramente interessante, questo è ancora, davvero ancora tutto da ricostruire, questa, questa relazione diciamo così, tra le gallerie e le diverse anime, le diverse presenze dal punto di vista sociologico, culturale ed economico e finanziario della città. Ho poi avuto brevemente la tentazione, essendo tornata a vedere per l'ennesima volta queste immagini, di provare a imbastire un piccolo racconto. Devo dire che eh, ho provato a immaginare, ho iniziato a immaginare un sommario un po' alla Wes Anderson, no? eh, partendo anche da episodi. Diciamo curiosi e bizzarri, passeggiate per le strade di Torino, autoritratti, rendezvous des artistes, oggetti incongrui appoggiati sul bordo esterno di una finestra. Una tela di Buren che eh, venne estesa nel 1971 nel grande cortile di Corso San Maurizio 27, a secondo piano Galleria Sperone, eh, nella parte sotterranea, sede torinese, ma in realtà nazionale di Lotta Continua, che si era appena trasferita lì da Via Passo Buole. Ma ehm, non avendo diciamo, la possibilità di, <ride> di avere di essere affiancata diciamo così o di condividere eh, l'ironia di, di wes anderson ecco che ho ripiegato e forse di questo flavio mi rimprovererà su una sono rientrata nel, eh, in uno sguardo diacronico provando proprio ad affrontare questi due decenni che poi come vedremo sono Diciamo due decenni con delle densità molto diverse, delle tensioni molto diverse tra loro, e mh, via via mh, segnalerò alcune, alcune questioni che eh, in, questo, in, questo, in questa scansione emergeranno. La prima mostra è una mostra in cui, come vedete, non c'è ancora nome di, un nome di galleria. Eh, a fine '57 probabilmente. Conseguenza del rapporto con Michel Tapie che già dal 1956 soggiornava frequentemente a Torino, ecco che eh, Pistoi eh, si trova a voler esporre una serie di importanti opere di volse. Come vedete, appunto non una, la galleria non esiste ancora. Eh, Franco Garelli, compagno di strada molto importante di Pistoi in questi anni. Eh, ospita la mostra nel suo studio. La cosa interessante è che sia il formato e anche il testo principale di questo catalogo riprendono quello della mostra fondamentale eh, di Vols 45 Galli Drouin, in cui appunto, eh, oltre al testo di, di Rocher che qui non è stato tradotto, c'era però quello del poeta Jean Sylvain, Un petit homme de la Lune, che invece è stato tradotto qui. Ecco che mh, successivamente nel 1958 eh, le attività di notizie si consolidano. Ma volevo attirare la vostra attenzione sulle prime linee di questo comunicato. Nella sede torinese dell'Associazione Arti Figurative, quindi ancora di nuovo non si parla di eh, una vera e propria galleria, ma si parla invece di una rivista notizie. Quindi, nel caso di notizie, possiamo dire che il punto di partenza è quello. Eh, informativo e quello editoriale, quello del bollettino e la configurazione del progetto galleristico arriverà immediatamente dopo. Eh, fondamentale naturalmente per il ruolo e per la funzione, non eh, solo della Galleria, ma per gli eventi artistici torinesi del decennio successivo, la collaborazione che eh, grazie. Alla presenza costante di, di tapie fra eh, Francia, Italia e Giappone l'apertura proprio all'arte alla, all giapponese. Quindi il bollettino di eh, notizie eh, dell'aprile 59 e eh, in contemporanea dobbiamo ricordare che si sta aprendo. Nella nuova sede, la Galleria d'Arte Moderna, ehm, che proprio in quell'occasione Sofuto Ishigahara venne invitato a realizzare un grande Ikebana nel giardino della, della Galleria d'Arte Moderna. E eh, sempre negli stessi mesi, il circolo degli artisti eh, ospitò quella meravigliosa e grande mostra Arte Nuova che metteva insieme artisti americani, europei e giapponesi. Quindi, questo piccolo bollettino e le attività e le mosse di notizie erano eh, collegate, e questo è l'altro grande tema che si potrebbe sviluppare lungo tutta la nostra storia erano collegate da una parte con qualcosa di istituzionale le attività dell'agricoltura moderna ma anche quella sorta di organizzazione parallela ehm, Molto influente, che eh, Tapie creò a Torino, aprendo l'International Center for Aesthetic Research, e soprattutto eh, avviando insieme a Ezio Gribaudo una serie di pubblicazioni straordinarie che vanno da Morfologie oltre fino a Dovenir di Fontana, insomma tutta una serie di volumi che tutti conosciamo eh, molto bene. E, mh, per tornare un attimo alla nostra mappa di Torino, eh, singolare pensare che. Eh, Proprio Luciano Pistoi, che eh, diciamo fra tutti i galleristi torinesi, era colui che aveva un profilo ideologico più preciso, abbia per un certo periodo incrociato le sue strade con un uomo evidentemente su posizioni completamente diverse, quale Michel Tapie. Nel 61 si apre appunto il rapporto mh, con la l'arte americana e questo significa qui una piccola mostra da notizie collettive a cui ne seguiranno molte altre ma molto importante il fatto che dopo già un primo testo scritto L'anno precedente, nel giugno del 60, per la mostra della Gibigiana di Gallizio, sempre a notizie, ecco che Carla Alonzi inizia di qua a diventare proprio una compagna di eh, cammino in tutti questi anni di, eh, di notizie. Contemporaneamente si apre in modo interessante e diversificato il confronto tra la politica dei galleristi sulla contemporaneità e uno sguardo retrospettivo, la riscoperta, lo studio delle avanguardie che come vedremo sarà condotto in termini molto differenti. Partiamo da Galatea, Galatea in cui Luigi Carluccio ehm, costantemente diciamo così inizia a esplorare i temi che poi nel momento in cui nel 1967 nascerà l'Associazione degli Amici Torinesi dell'arte contemporanea e la Galleria d'arte moderna diventerà un luogo, diciamo così, quasi un'istituzione a un doppio binario. Ci saranno da una parte le mostre organizzate ehm, in galleria, in particolare eh, curate per quanto riguarda... Eh, la contemporaneità eh, da Aldo Passoni e dall'altra il museo ospiterà la sequenza straordinaria delle mostre, ehm, delle mostre curate da Carluccio e finanziate, promosse dagli amici torinesi dell'arte contemporanea, presieduti da Marella Agnelli, quindi nel 1967. Eh, le Musi inquietanti, due anni dopo il sacro profano nelle lati dei simbolisti, nel 71 il cavaliere azzurro e per arrivare poi, eh, lo anticipo qui, anche se ovviamente lo scarto sarà mh, molto significativo, combattimento per un'immagine, eh, una mostra cocurata in maniera ovviamente assai conflittuale da Luigi Carluccio e Daniela Palazzoli. Mm, anche il punto, e qui entra in gioco questa galleria, anche il punto ehm, nello stesso anno dedica attenzione al surrealismo con questa piccola mostra eh, che ripropone una serie di eh, collage e di disegni afferenti al progetto eh, del Rêve d'une Petite fille qui che voleva Andrea Carmel di ehm, Ernst che è del 30 ma nella mostra c'erano anche... Opere precedenti, una mostra curiosa il cui catalogo è bifronte perché, eh, in contemporanea, nell'altra sala del punto, si ospitava la mostra Uomini generali con i nomi che qui vedete, e il catalogo è appunto un catalogo eh, che può essere letto nelle due, nelle due direzioni. Ehm, Galatea guardava anche all'arte contemporanea, mh, abbiamo. Già visto prima il riferimento a Bacon e quindi il rapporto molto importante fra eh, la prima stagione, quella pittorica di Pistoletto e Bacon. Qui siamo nel 63, una mostra decisiva eh, da molti punti di vista. Innanzitutto, in catalogo, eh, la fotografia per la prima volta inizia ad assumere un ruolo non semplicemente documentario, ma diciamo così di. Ehm, interpretazione di continuazione in altre forme del dispositivo delle opere delle opere specchianti e sulla destra avete infatti ehm, il documento della riproposizione per quattro volte della stessa eh, immagine eh, uomo seduto 1962 nella prima vediamo anche paolo bressano è già stato citato qui una figura fondamentale di fotografo che accompagnò non solo Galatea ma accompagnò anche Sperone fino al 68-69 fino al momento in cui poi invece eh, entrò in campo Paolo Mussat e poi poco dopo anche Paolo Pellion e riflessi in questo specchio eh, Pistoletto in un caso seduto e negli altri due casi affiancato da Aldo Mondino affacciato nell'opera eh, una piccola nota diciamo così eh, che oggi che oggi ci fa sorridere Carluccio iniziò l'incipit del, del testo di Carluccio eh, suona se disponesse di una galleria spreciudicata e di critici brillanti e un po' giocolieri Michelangelo Pistoletto Potrebbe forse contare oggi sulla montatura di un bel caso attraverso la sua opera. Questa fu naturalmente l'ultima opera, l'ultima mostra, scusate, di, eh, di Pistoletto eh, a Galatea e ne vedremo, vedremo ancora brevemente le sue tracce. Il rapporto con gli americani continua, ancora al punto, ancora diretto proprio per l'ultima volta da eh, Sperone. Ehm, Liechtenstein e ehm, nel interessante nel catalogo non un testo critico ma la traduzione di una lettera di Sonnabend. Ehm, in cui eh, si crea, in cui crea un piccolo racconto, un piccolo apologo eh, per spiegare proprio a Sperone stesso e forse al pubblico italiano che cos'è la pop. Eh, il racconto è incentrato intorno a un'ipotetica figura eh, di nome Braid e uno dei dipinti in mostra è proprio eh, diciamo, questo, questo lavoro in cui appunto. Dal, dal fumetto e dal, dal frammento narrativo che questo fumetto ci lascia intuire, questo bread appare, diciamo, viene evocato in altri termini ai nostri occhi: nascita, formazione, distacco di sperone da Galatea e eh, naturalmente la mostra di Rauschenberg, giugno 64. E, mh, Notizie risponde su una linea diversa. Eh, Nolan e Stella, una mostra molto importante sia per la lettura di Carla Alonzi, ma come questa foto ci lascia, ci lascia diciamo. Eh, intuire una mostra in cui sia Carla Cardi per certi versi sia il pistoletto che poi vedremo all'opera anche diciamo, con eh, confrontarsi no? con icone dell'arte americana da una parte e con la semplificazione degli oggetti in meno, e sicuramente per entrambi questa mostra ha eh, contatto. E il pistoletto nel frattempo era approdato da Sperone questa immagine del catalogo Leporello, questo formato, anche con l'immagine no, molto, molto dilatata, l'immagine fotografica molto dilatata che contiene, può andare in questa direzione. Eh, inizia qui una sorta di diarchia che poi con Stein diventerà in realtà un rapporto a tre eh, per quanto riguarda il maturare a Torino della nuova situazione artistica. Eh, da notizie ci sono Paolini e ancora una volta c'è una passeggiata, anche questa che potrebbe essere inserita nella ipotetica mappa di Torino, eh, Da Sperone Arte Abitabile, vado velocissima perché sono cose che conoscete tutti molto bene. Eh, interessante la presenza di Stein ehm, che dal 66 propone questo formato di invito oggetto. In questo caso il primo è mondino un invito che è anche un'opera ma che ha una fortissima valenza oggettuale e lo vedremo subito dopo con eh, questa mostra eh, la prima mostra di Boetti e potremmo quasi dire che la prima vera opera l'esordio di Boetti pubblico è attraverso questo invito questo piccolo campionario che lui realizza con Uh, ritagliando e inserendo in tabella i materiali dei suoi lavori dalla tela mimetica in, uh, in la uh, Intanto da notizie c'è Fabro e qui c'è un, uh, un interessantissimo di nuovo opera, oggetto, invito della mostra di Pauline da Stein nel 67, uh, in cui è la targhetta stessa che in galleria viene usata no, per eh, classificare le opere, per essere messa sul retro dei dipinti, che diventa invito, che diventa opera. In un paio di minuti. Grazie, grazie minuti. Grazie. Eh, tre gallerie e come sappiamo una passeggiata di, di Pistoletto che le unì e sempre in, nel campo dei trasferimenti eh, Pistoletto che per la mostra del 67 svuota il suo studio e trasferisce direttamente i suoi lavori e il, quindi il classico volantino della comunicazione politica diventa in questo caso invito, catalogo, documento della mostra. Ottobre 67 inizia l'attività. Della Galleria Martano. Da subito ci colpisce la coerenza, la ehm, consapevolezza no? della forma da dare ai propri documenti, all'attività documentaria che accompagna la mostra. I documenti Martano 2, eh, Martano 2 era uno sdoppiamento interno diciamo, della Galleria dedicato più ad approfondire la ricerca. Nel campo delle avanguardie, i documenti manterranno fino alla fine questo stesso formato. Ve ne mostro due, il primo appunto perché ovviamente proprio inaugura eh, no, con questa riscoperta del, del futurismo. Poi dopo l'importantissima, il, il filtro dell'astrazione. Eh, qui un'immagine in cui possiamo anche vedere non solo Seffer, ma anche eh, Giuliano Martano stesso e Albino Galvano e Passoni, i vari protagonisti di quegli anni. Ma tutto questo non aveva assolutamente solo un'intenzione, diciamo così, ehm, di rivisitazione di passaggi storici che in quel momento. Avevano ancora bisogno di essere riscoperti e studiati, ma era in funzione anche di, un, di uno spazio dato a giovani artisti che si muovevano, diciamo così, a fianco di quelli che abbiamo visti finora. Prima mostra di Griffa, aprile 68. Veronesi maggio 68 uno degli artisti cardine della, della galleria e vi prego anche di osservare diciamo, eh, il ritmo, l'ampiezza la, di, questi, di questi spazi eh, che andranno, che vanno adesso, lo vedremo tra un attimo, a diciamo eh, sottolineare ancora il contrasto con le nuove scelte di Sperone. Qui una proprio velocissima, velocissima carrellata di inviti eh, da questo momento la galleria Sperone praticamente non produce più cataloghi. L'invito è di nuovo un'opera intermedia, è un qualcosa in cui mh, si annuncia il Tema della mostra e poi la mia piccola ossessione. Per quello che traducendo direttamente dal francese di Barthes per la scrizione, no? per l'artista che, che direttamente scrive, in, trova in questi inviti, diciamo, una, un campo nuovo ancora di riflessione. Eh, nel 69, diciamo, proprio l'arte povera in questo momento. Gli artisti dell'arte povera hanno tutti trovato il loro, la loro definizione, il loro cammino, particolarmente interessante è questo, è la mostra del 69 in cui Alighiero espone solo tre opere, tra cui Niente da vedere e Niente da nascondere, e eh, la sua immagine ci appare proprio come attraverso un vetro, no? la fotografia eh, di Paolo Mussat che, ce che evoca diciamo quell'idea di una trasparenza, ehm, che è il cardine di proprio tra l'altro di quella mostra. Ecco, in questo il mito di Carlandre, tra l'altro è documentata perfettamente proprio la fisionomia, eh, diciamo, del vecchio magazzino in cui eh, Sperone aveva. Un piccolo ricordo di, di lawrence Wiener, ho anche sbagliato a scriverlo. E torniamo a Martano. una Mostra importantissima quella di, di Klein, non solo per i lavori, non solo per ciò che, ciò che essa offriva, ma naturalmente perché eh, si inseriva in quel momento 1970 in cui nasce una nuova collana, una nuova collana di studi, di documenti, dal molto più... Molto più Ricca e con una grafica straordinaria che fu disegnata da Enzo Mari, diretta da, ehm, da Maurizio Fagiolo Nell'Arco, e questo schema ritorna, come vedete, declinato in modi diversi, così come anche l'impaginazione su questi volumi che sono stati fondamentali, tra l'altro, per una generazione di studenti, il mio primo esame universitario fu ad esempio proprio sul volume di Rondolino che riproponeva per la prima volta, raccoglieva tutti i documenti sul cinema dada e eh, surrealista. Ehm, torno brevemente eh, da notizie perché è particolarmente interessante in questa ricerca di sempre nuove, nuovi modi di... Ehm, articolare, diffondere, ehm, lavorare sulle opere, 1970 eh, vedo e ehm, in ben due pubblicità di, eh, scusate qui ho sbagliato una data perché è settembre 71, dei due primi numeri di data settembre 71 e novembre e febbraio 72 ecco che la pubblicità, proprio la, la, la presenza di eh, l'annuncio delle prossime mostre di eh, notizie, è fatto utilizzando l'immagine di, eh, di Paolini che disegna il campo visivo sul muro e eh, vedete inserendo. In progress i nomi degli artisti nel secondo caso anche in maniera eh, in maniera eh, tautologica um, so che so che, mh, Molte volte Flavio ha analizzato e parlato del complesso rapporto che possiamo eh, oggi stabilire con il linguaggio critico degli anni 60 e 70, con le distanze da prendere e diciamo, eh, essendoci molto misurati con i testi di Paolo Fossati, sappiamo bene che cosa questo possa significare interessante questo, questo catalogo di Stein eh, dedicato a Parmigiani perché qui c'erano e questo sarebbe un altro tema da indagare c'erano nomi completamente diversi e quindi c'era Alberto Griffi c'era Corrado Costa quindi una necessità di sono arrivata quasi alla fine perché, naturalmente, questo decennio dei 70 è un decennio diradato perché le gallerie eh, Sperone e Notizie si trasferiscono altrove. Ma voglio sottolineare il fatto che Galleria Martano si apre a esperienze diverse, così come grande è l'attenzione per la scenografia nei libri. Sugli anni del futurismo e non solo, ecco all'ancapro di cui viene pubblicato il, questo volume dedicato ai, alle due serie di, di happening eh, che egli aveva realizzato fra Torino e Milano, e tutto il lavoro per e con Giuseppe Chiari, qui in molti casi i libri addirittura in certi casi anticipano eh, il lavoro della galleria e qui ecco una immagine della mostra Giuseppe Chiari al lavoro con anche la presenza della gallerista. Ultima immagine, siamo arrivati alla fine in questo svuotamento e questo abbandono da parte di Pistoia e di... di Sperone di Torino, l'ultima mostra veramente però significativa di Sperone a Torino è quella di Francesco Clemente del dicembre del, eh, del 79, I grandi, le grandi carte che in mostra erano tenute, diciamo, eh, fissate al muro con del mastice, quindi una cornice che serviva anche proprio a inchiodare queste opere. Queste opere al muro è un catalogo, è una mostra in cui forse c'è anche un eco ironico, una citazione di Jim Dine e delle opere di Dine che erano state esposte a metà anni Sessanta eh, da Sperone e quindi questo titolo eh, un po' birichino eh, di Francesco Clemente aveva forse anche questo, eh, questa volontà, diciamo così, di... Eh, Distacco, distacco da una stagione precedente ritornando alla pittura la scopa qui è soltanto dipinta e non come invece nelle opere di D'Ain esposte da Sperone eh, ostentata e presente fisicamente grazie e mh, potremo magari ancora domani ritornare su qualcuno di questi temi Grazie mille davvero eh, per questo primo inquadramento e proseguiamo subito, chiamo eh, Chiara Perin eh, che ehm, parlerà eh, in particolare di Tazzoli e della Galleria Galatea. Prego Chiara. Grazie innanzitutto. Bene. Provo ad affrontare il tema partendo da queste due pagine. Sono state pubblicate da Domus nel febbraio 1964. Sì. Mi ha detto di no. No, si può. Okay. Sono state pubblicate da Domus nel febbraio 1964 a conclusione di una rubrica in cinque puntate che dal 1962 ha presentato i galleristi d'arte contemporanea più autorevoli al mondo. In questo caso siamo a Torino e Domus interpella Mario Tazzoli, il proprietario della galleria Galatea. Più che un'intervista però ci troviamo di fronte a una vera e propria dichiarazione scritta di Tazzoli, un brano nel quale egli rievoca l'avvio della Galatea nel 1957, quindi sei anni prima, su incoraggiamento del critico Luigi Carluccio. Un brano ancora nel quale Tazzoli testimonia il desiderio che da subito lo spinse a distinguersi dagli altri galleristi esponendo pittori internazionali. Specie maestri ancora poco noti in Italia. Si riferisce a Bacon, a Balthus, a Giacometti, a Sutherland, ad Ernst. C'è gli artisti che Tazzoli espose ben oltre il febbraio 1964 e che ben oltre quella data rimasero le sue predilezioni. Infine, in quel testo, Tazzoli esprime tutta la sua perplessità nei confronti delle ricerche sperimentali arrivando perfino ad accusare di speculazione il collezionismo, cito, della pittura attuale, folta di stracci, lamiere o manifesti. Da parte sua accettava invece di buon grado l'accusa di antiquario della pittura moderna e proponeva disegni di Klimt, Schiele, Groz, Klee. Alla base stavano ovviamente ragioni estetiche, di gusto ma anche la convinzione che acquisti del genere costituissero l'investimento più sicuro. D'altra parte, che Tazzoli intendesse l'opera d'arte come bene rifugio è quasi scontato considerandone la biografia. Prima di dirigere la Galatea, infatti, gli aveva amministrato per quasi 15 anni la banca privata San Gaetano, di cui i genitori erano i principali azionisti. Se mi sono dilungata su questa testimonianza è per almeno due ragioni. Innanzitutto perché quell'articolo, peraltro corredato da una delle rarissime fotografie di Tazzoli, ritratto in galleria durante la personale di Leonardo Cremonini di fine 1963, segnò la sua consacrazione come mercante d'arte. Risale ad allora, insomma, quell'aura mitica di fuori classe. Che ancora oggi ne accompagna la memoria, come nei decenni hanno testimoniato artisti e critici torinesi, quanto amici e colleghi anche extra-cittadini. Basterebbe comunque elencare anche solo tre dati per comprendere l'importanza della Galatea nel mercato italiano del dopoguerra. 18 anni di attività. Dal maggio 1957 al giugno 1975, 124 mostre, ognuna corredata da un catalogo illustrato e spesso a colori, tre spazi espositivi in altrettante città, Torino, Milano, Roma. La seconda ragione per cui sono partita dall'articolo di Domus è il fatto che esso costituisce la prima delle sole due interviste concesse da Tazzoli nell'arco dell'intera carriera. La seconda apparve nel novembre 1983 sul giornale dell'arte. Le circostanze erano però molto diverse perché la Galatea aveva ormai chiuso da quasi dieci anni e Tazzoli non azzardava un bilancio sul passato, quanto un'analisi del presente come consulente per collezionisti d'arte antica e moderna. Questi due articoli sono le uniche fonti pubbliche per ricostruire la storia umana, intellettuale e professionale di Tazzoli. E infatti sono pochi i dati certi sul suo conto. Sappiamo che era nato a Roma il 16 gennaio 1921 dal musicista Alfredo e Fernanda Besozzi. Sappiamo che, complici le origini torinesi della famiglia, divise la formazione tra le due città. Si diplomò all'Istituto Paritario Rosmini di Torino e nel 1940 si iscrisse a lettere presso la Regia Università di Roma. Ma a ragioni familiari, le difficoltà dovute al conflitto, lo costrinsero a terminare gli studi a Torino. Qui, nel, mille, nel novembre 1946 egli discusse una tesi in letteratura francese su Prosper Mérimée con Ferdinando Neri. Meritandosi peraltro la lode. Anche sul conto della Galatea sussiste ancora oggi un alone di mistero, e questo deriva da difficoltà concrete. Non se ne conserva l'archivio, e in assenza di eredi, la precoce scomparsa del titolare come di quanti lo affiancarono, qui vediamo Colombotto Rosso e Anita Dolza impedisce di avere informazioni dirette sulla sua amministrazione. A tutto ciò va aggiunto il carattere riservato al limite della segretezza con cui Tazzoli ha gestito l'immagine pubblica della galleria, la più aristocratica ed esclusiva di Torino, come ha ricordato Luisa Laureati Briganti. Per ricavare altre informazioni è stato quindi fondamentale intervistare le persone che con Tazzoli hanno st stretto legami professionali e di amicizia. E dai loro ricordi emerge sempre lo stesso ritratto: una personalità discreta, insieme risoluta, appartata, pur rimanendo al centro dei più vitali scambi internazionali, di un'eleganza rara e alquanto snob coerenza del programma, raffinatezza delle scelte, gusto decadente, erano qualità distintive anche della Galatea. Ecco, in questa relazione vorrei provare a ripercorrere le vicende della Galatea non tanto concentrandomi sulle mostre che ne hanno segnato la fortuna e di cui oggi potete consultare i cataloghi su Maconda. Provo piuttosto a ripercorrere le tre stagioni nelle quali si articolò l'attività la gal della galleria, tre stagioni che corrisposero ad altrettante sedi. La Galatea aprì il 9 maggio 1957 in via Viotti 8, nel pieno centro di Torino. La inaugurò una personale di Morandi con 45 acqueforti e 12 dipinti di raccolte torinesi. Lo stesso giorno e a pochi metri di distanza inaugurò anche il prisma di Filippo Scroppo presentando l'ultima attività dello scultore Sandro Cherchi. Fu una coincidenza, naturalmente, ma una coincidenza che sembrava rispecchiare le fazioni critiche cittadine. Scroppo condivideva infatti il programma L'insegna dell'informale torinese che il trentenne Luciano Pistoia aveva lanciato a febbraio sull'unità, individuando proprio in Kerchi un esponente di spicco. Dal canto suo, Tazzoli si affidò invece a Luigi Carluccio, cioè alla figura egemone della critica torinese, il quale aveva un'esperienza decennale come direttore della bussola e spesso indirizzava le scelte delle istituzioni pubbliche cittadine. Insomma, colui che di lì a breve Albino Galvano avrebbe definito senza troppi giri di parole il dittatore dell'arte moderna a Torino. Fu proprio Carluccio a tracciare nei primi anni l'orientamento della Galatea. E I caratteri di base sono essenzialmente tre la preferenza per artisti eccentrici, dal linguaggio fantastico quando non apertamente surrealista, l'inclinazione verso una dimensione introspettiva al limite del solipsismo, infine il recupero di una figurazione dei tratti dolenti. Si trattava cioè di un programma che, come nel caso delle rassegne pubbliche curate da Carluccio, rispecchiava un'attitudine esistenziale, in parte dovuta alla prigionia che in qualità di tenente di artiglieria subì dall'armistizio dall alla primavera 1945. Pur tenendo presente la centralità di Carluccio, non si deve però sottovalutare il ruolo di Tazzoli. Certo, Carluccio era stato tra i primi in Italia, in occasione della biennale del 1954, a riconoscere l'importanza di Bacon. Ma alla possibilità di esporlo per la prima volta in Italia nel febbraio 1958, contribuì la capacità di Tazzoli di tessere legami internazionali. Infatti, anticipando di poco Beatrice Monti della Corte, a fine 1957 Tazzoli sottoscrisse un accordo con la Nover Gallery per una mostra di otto dipinti che poi transitò proprio all'Ariete e all'Obelisco. Sempre a rapporto con Erika Brasen, titolare della Novre, si deve l'arrivo di Graham Sutherland, mentre nel caso di Balthus i referenti erano le gallerie Henriette Gomez di Parigi e la newyorchese Pierre Matisse Gallery. Si trattava comunque di passioni coltivate in modo autonomo. Come osserviamo da questa fotografia, Tazzoli fu il proprietario dello studio per le tre sorelle di Balthus. Ben prima della mostra tenuta alla Galatea nell'aprile 1958. Grazie al numero della rivista bizarra che tiene in mano, possiamo infatti ricondurla almeno a luglio 1957. Di Bacon, Sutherland, Balthus, Tazzoli divenne referente italiano anche quando a gestirli erano rispettivamente la Marlborough o Pierre Matisse. A lui si rivolgevano infatti i proprietari della Medusa, il Fante di Spade a Roma, della Loggia Bologna, del Centro a Napoli, della Galleria Toninelli a Milano per ottenerne le opere in prestito. Durante la stagione di via Viotti, insomma, Tazzoli eh, si affermò come una sorta di irradiatore portando in Italia autori internazionalmente affermati e favorendone la ricezione da parte di artisti e collezionisti. A fronte del prestigio ottenuto era però necessario di disporre di una sede idonea, signorile e dalle dimensioni appropriate. E fu così che queste, queste foto vengono dall'archivio Domus. Okay. E fu così che la nuova Galatea inaugurò il 25 settembre 1962 al piano rialzato di un villino in via Vela Velaotto, quindi nel raffinatissimo quartiere Crocetta e strategicamente vicino alla gamma. Vediamo altri due scatti realizzati in occasione della personale di Max Ernst del novembre 1963. Sono importanti per conoscere le opere in mostra, ma soprattutto perché documentano le sale della galleria. L'arredo è quello tipico di un appartamento dell'alta borghesia torinese, tanto connotato che il possibile acquirente poteva ammirare le opere come se già si trovassero nel salotto di casa. Il trasferimento in via Vela segnò davvero una svolta nella storia della Galatea e non solo per la sede, ma perché corrispose a una fase di espansione della galleria su scala italiana ed estera. Appena un mese dopo, nell'ottobre 1962, Tazzoli inaugurò una succursale a Milano che lui stesso definì, cito, una specie di agenzia della Galatea di Torino. Si trovava in via Sant'Andrea dinanzi a Palazzo Morando e i locali erano quelli già occupati dall'antiquario Pasquale Falanga con il quale Tazzoli stava collaborando ormai da un anno. In occasione della personale di Max Ernst iniziò anche il rapporto con Alexander Yolas che nell'aprile 1967 si concretizzò nell'apertura della Galleria Yolas Galatea in Piazza di Spagna inaugurata proprio da un'altra personale di Max Ernst. Tuttavia la Iolas Galatea ebbe vita breve. Nonostante la direzione di Maracchiaretti, le divergenze tra i due galleristi portarono la sua chiusura già nella primavera 1970. Risale sempre a questo giro d'anni anche la collaborazione con il gallerista ginevrino Jean Cruget. Lo testimonia la mostra De Metafisica del maggio-giugno 1965, dove si videro lavori già esposti alla Galatea, come Caffè del Faubourg di Carlo Carrà, Famiglia Metafisica e Bagni Misteriosi di Giorgio de Chirico, o che lo sarebbero stati presto, come La partenza degli Argonauti e il trofeo La Femme à Tiroir dello stesso de Chirico. Più ancora testimonia la collaborazione tra i due galleristi la decisione di firmare sempre nel 1965 un comune contratto per rappresentare Domenico Gnoli, che entrambi ritenevano l'ultimo surrealista. Tuttavia proprio la volontà di distinguersi dai predecessori Spin Segnoli a sciogliere ben presto il vincolo con i due galleristi a vantaggio di Sidney Janis. Dal punto di vista della programmazione, la, la stagione di Via Vela mette in luce la vocazione pre precorritrice per molti versi, pioneristica di Tazzoli. In che senso? Pensiamo alle mostre vediamo di Klimt nell'inverno 1962 a Milano, di Gross parallelamente a Torino, di Schiele nell'estate 1963, di Kirchner nel marzo 1964, di Klee nell'estate 66 o di De Chirico nell'inverno 1967. Ebbene, furono eventi importanti ma isolati. Non che Tazzoli rifiutasse di esporne nuovamente le opere, eppure difficilmente riproponeva uno stesso autore o movimento. Dette in altri termini, a differenza di quanto negli stessi anni fece levante di Emilio Bertonati con la nuova oggettività, Tazzoli non volle specializzarsi in un singolo settore. Una volta esaurito il lotto a disposizione, passava ad altro, nella ricerca, direi a tratti smaniosa, di essere il primo a dargli risalto. Certo che il recupero delle avanguardie promosso dalla Galatea spicca a fronte del rinnovamento che negli anni Sessanta stava attraversando la scena artistica torinese. A riguardo sono sintomatici gli allontanamenti di Michelangelo Pistoletto e Gian Enzo Sperone dopo la discussa esposizione dei quadri specchianti nella primavera 63. Lo spostamento dell'asse culturale da Parigi a New York e l'apertura di nuove gallerie, il punto Sperone-Stem-Martano, segna d'altra parte un vero e proprio ricambio generazionale. Questo isolamento della Galatea si accentuò con l'apertura della terza sede il 10 giugno 1969. In catalogo, lo stesso Tazzoli attribuì l'interruzione dell'attività per oltre un anno ai lavori di ristrutturazione che avevano interessato la Galleria. In questo caso infatti la sede rimaneva quasi la stessa, nel senso che Tazzoli aveva incaricato gli architetti torinesi Toni Cordero e Gianno Cerruti di trasformare il seminterrato della villetta in galleria e adibire il piano rialzato ad abitazione principale. L'esito possiamo vederlo in un articolo illustrato su Bolaffi Arte del giugno 1971. L'ambiente domestico e quello espositivo erano collegati da un ascensore e una serie di vani comunicanti, diventando uno dei primi esempi in Italia di casa galleria. Alle pareti campeggiavano i preraffelliti insieme alle avanguardie di inizio secolo quasi sempre assecondando sintonie formali e cromatiche tra le opere, come nel caso del nudino di De Pisis collocato appena sopra Donna sdraiata in giallo di Schiele. Tra i contemporanei si vedevano invece Bacon, Antonio Lopez Garcia, Enrico Colombotto Rosso e il De Valle d'inizio anni Sessanta, i quali in quel contesto diventavano degni eredi dei loro maestri. L'intenzione, come inizio anni '80 avvenne nella ristrutturazione di una chiesa sconsacrata a Londra, consisteva nel far convivere dipinti, sculture, arredi di epoche diverse, creando un equilibrio raffinato e tale appunto che abitazione e galleria risultassero il naturale proseguo l'una dell'altra. Proprio le ambientazioni di Tazzoli ebbero un sicuro fascino sui suoi acquirenti. Tazzoli d'altra parte conosceva bene la propria clientela, sapeva cosa desiderava e come orientarla nelle scelte. A lui si rivolgevano potenti colleghi esteri come Ernest Bayer e Henri Cruchet, ricchi industriali, professionisti affermati, membri delle antiche casate nobiliari. Figure poco avezze alle cronache mondane, ma di cui in alcuni casi è possibile documentare gli acquisti. Ah, ci Dagli anni Sessanta, i locali storici di Casagnelli in Corso Matteotti vennero rinnovati con il Lottatore Study for a Pop-Tour di Bacon. Nel salotto veterato di Villa Bona, residenza di Gianni e Marella Agnelli sulla collina torinese, campeggiava dei Polorchard di Gorchi esposto nelle prime due selezioni, mentre accanto alle opere pop e oggettuali, il loro appartamento a Brera ospitava il becconiano Study for Portrait Tent, dopo che per due anni, dal giugno 1958 al dicembre 1960, Tazzoli aveva provato a venderlo alla gamma, lasciandolo peraltro in deposito. Nella sua casa milanese, Umberto Agnelli esibiva lo studio per le tre sorelle di Baltus, già in collezione Tazzoli, les Amants di Miro e Le Balcon di Manè di Marguerite. Sempre per Marguerite si rivolsero a Tazzoli anche Carlo Ponti e Sofia Loren, che nella loro villa settecentesca a Marino ne allestirono un'intera parete. Il ragioniere Francesco Federico Cerruti ebbe da Tazzoli alcuni dei capolavori di De Chirico. Pietro Barilla gli acquistò otto pezzi, opere di Ensor, Bacon, Edward Barn Jones, Savinio, Ernst, Margaret. Era già un'altra stagione, il finale della Galatea che avviò la riscoperta dei preraffelliti. Portandole anche nelle case di chi, come Carlo Tivioli, fino a quel momento aveva collezionato minimalisti e concettuali. Agli acquirenti più insigni e facoltosi, in buona sostanza, Tazzoli vendeva i protagonisti dell'avanguardia e i maestri appena storicizzati. Insomma, garantiva loro il meglio, la certezza della firma importante, duratura nel tempo e da mettere in bella mostra nel, nel palazzo storico o nell'attico avvenieristico, secondo le mode del momento. Questioni collezionistiche a parte, il programma della Galatea nella nuova sede di Via Vela restava invece sostanzialmente immutato. Diviso tra un forte accento surrealista, penso alle mostre di Tanguy, Korn, il Gorky e qualche deriventimista, mista, come nel caso delle personali di Ferroni e Lopez Garcia. Ma ci furono anche aperture significative. La presenza di Boclin e Fuslin nella collettiva inaugurale, come la mostra de del simbolismo nell'autunno 1970, aderivano al rinnovato interesse sul periodo al quale il sacro e il profano nell'arte dei simbolisti aveva dato l'impulso maggiore. Sì, le... Sono molto interessanti tutti questi materiali, ma 30 sì. secondi... Sì, le... Secondi è... Va bene, le personali di Melotti nel marzo 71 e Worrell nel 72-73 dimostravano invece un'inaspettata sintonia con le gallerie più giovani, rispettivamente Martano, eh, che in contemporanea leste una mostra di progetti di Melotti, e Sperone, che fornì a Tazzoli le opere di Worrell. Tutto sommato però l'elemento di maggiore novità era proprio la sede. Uh, il fatto solo di dover scendere in galleria e il suo andamento longitudinale, assumevano il valore di un percorso iniziatico per pochi e selezionatissimi eletti. Quell'ambiente a tratti inibitori esprimeva al meglio il crepuscolo della Galatea. Conclusa la stagione dell'espansione dei riconoscimenti pubblici, Ora iniziava quella del raccoglimento, o meglio del ripiegamento su se stessi. Dopo 18 anni di attività, nel giugno 1975, Selezione 12 segnò infatti la chiusura della Galatea. Tazzoli si trasferì a Milano dove per qualche anno proseguì l'attività di gallerista per poi intraprendere quella di consulente. Nel 1983 giustificò la scelta affermando che, cito, Milano è una città più viva, più europea, e ciò è sicuramente vero, ma forse la decisione di chiudere la sede torinese va guardata anche da un altro punto di vista, ovvero di difesa rispetto agli eventi che stavano di nuovo cambiando il volto della città. Tazzoli infatti non fu l'unico ad andarsene da Torino, anzi da inizio anni '70 si assistette a una vera e propria diaspora. Boetti, Pistoletto, Merz tra gli artisti, Luciano Anselmino, Sperone con il socio Pia Luigi Pero, Pistoi tra i mercanti, ne attribuirono la ragione al clima ormai soffocante della cultura cittadina. Segnata dalle lotte sindacali, come dalla battuta dal resto della gamma, dopo l'improvvisa scomparsa di Aldo Passoni. Concludo accennando a un aspetto che di certo non vi sarà sfuggito, ovvero il fatto che la Galatea non fu mai una galleria di tendenza. Anche le personali d'esordio di Pistoletto, De Valle oppure le mostre di Cremonini e Gnoli vanno lette piuttosto come il tentativo di Tazzoli di affacciarsi all'attualità mantenendo lo sguardo rivolto al passato, agli artisti che ne avevano ispirato Va bene. le opere. Grazie. Grazie. Mi spiace fare questa parte, ma... Sono tutti materiali molto interessanti che forse poi attraverso la normale potremo anche condividere perché sono cose, cose nuove da, da, da vedere eccetera. Io devo però pregare, intanto invito Francesco Guzzetti al tavolo così partiamo subito, devo pregare tutti di stare nel tempo richiesto che sono 20 minuti perché siamo già siamo mezz'ora quasi, sì, 25 25 minuti, un po' di più, sì, prego Francesco. Quindi invito subito Francesco eh, che ci parla di Sperone adesso e dell'arte concettuale. Grazie. Grazie a tutti. Um, allora, per, diciamo che io ho tarato il mio intervento sul um, progetto del PRIN e sul database di Maconda. E quindi sostanzialmente mi sono chiesto, come mi è capitato varie volte. Collaborando con Moni e con Gian Donato al lavoro anche di, di, di organizzazione delle riprese dei documenti, a cosa servissero poi effettivamente questi materiali a stampa rispetto alla ricerca sulle gallerie? Perché è chiaro che gli archivi fotografici sono fondamentali, ma è altrettanto chiaro che a oggi su Maconda questi documenti non ci sono. E quindi ho provato a basare una lettura della Galleria Sperone su alcuni di questi materiali a stampa che si trovano sul database che è un discorso particolarmente problematico per una galleria come la Galleria Sperone, soprattutto da una certa data in avanti. Infatti, un conto sono le brochure e i pieghevoli che accompagnano i primi anni di vita della galleria, come quello che abbiamo già visto per la personale di Rauschenberg del 1964. Spesso questi pieghevoli contenevano... E qua vediamo appunto il leporello aperto, brevi testi critici, essenziali apparati sugli artisti e anche immagini di opere. E in questo caso, detto per inciso, al centro si vede un dipinto Brace del 1962 che da Sperone passa alla collezione di Luciano Pomini a Castellanza. Ancora verso la fine degli anni 60 la galleria produceva delle piccole brochure come quella per la mostra di Merz inizio 68, in cui addirittura è contenuta una veduta. Dell'allestimento della mostra stessa. Con il cambio di passo della Galleria nel settembre 69, quando Sperone assume in qualche modo integralmente il ruolo di promotore della nuova avanguardia artistica, e dunque in accordo con questa funzione lascia gli spazi di via Cesare Battisti per trasferirsi nel, nel, nello spazio più consono dell'ampio stanzone al secondo piano di Corso San Maurizio, la produzione a stampa della Galleria, come accennava anche. Maria Teresa Roberto in precedenza, eh, si riduce drasticamente. In alcuni casi, come per la mostra inaugurale della nuova sede, sono impiegate eh, foto di opere e di allestimenti, addirittura in questo caso si vede l'allestimento dei runs di Carlandre con cui inaugurò appunto la sede eh, di Corso San Maurizio. Tuttavia, allo scadere del decennio, la tipologia di materiali a stampa prodotti dalla Galleria tende sempre di più ad assomigliare e a includere esclusivamente il cartoncino di invito bianco con le informazioni essenziali sulla mostra, durata, indirizzo, anzi, data di apertura, indirizzo e artista-espositore. E sono documenti che in larga parte non danno alcuna informazione rispetto alla mostra, senza recensioni e fotografie eh, dei vari. Paolo Bressano, piuttosto che in questo caso Paolo Mussat, non sapremmo nulla nel caso in questione di quale mostra di Anselmo avesse avuto luogo dal 10 aprile del 70 in Corso San Maurizio. Le ragioni di questa riduzione consistente della produzione a stampa di una galleria come Sperone sono note, hanno a che fare intanto con il cambiamento intervenuto nella pratica artistica, una pratica per usare un termine ormai quasi insopportabile, che tende alla dematerializzazione o comunque effimera, legata al contesto, spesso con opere pensate in loco o per le quali l'allestimento, la relazione reciproca tra i pezzi esposti diventava fondamentale, al punto da costituire quasi un organismo a sé, al punto di fare dalla mostra quasi un organismo unitario, in cui le varie opere interagissero tra di loro. E in parte si deve anche a questa riduzione di, 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 di produzione. Materiali editoriali al cambiamento della natura stessa della Galleria, che con la fine degli anni Sessanta opera sempre di meno come spazio commerciale in senso tradizionale, ma invece si concentra nel sostegno sistematico di alcuni artisti e di alcune tendenze della nuova avanguardia artistica, impegnando quindi le risorse economiche in altre iniziative, come ad esempio la coproduzione di mostre all'estero e dei relativi cataloghi. Dal museo di Lucerna e successivamente a Basilea a certe mostre tedesche, come per esempio le Verkusen, quasi sempre i cataloghi e le mostre sono coprodotte, il che vuol dire quasi integralmente finanziate dalla Galleria Sperone. O, per esempio, nella pubblicazione che si fa particolarmente sistematica negli anni '70, di libri d'artista che accompagnano le mostre e che spesso sono tra i pochi oggetti effettivi che vengono prodotti e che, vengono, e che rimangono dopo, ma spesso anche durante la mostra. Al punto che in questa revisione sostanziale eh, della, della pratica della galleria, in corrispondenza con il cambiamento della pratica artistica, la galleria stessa in qualche modo abbraccia le pratiche dell'avanguardia e in una sorta di meta riflessione sul proprio ruolo. Stampe divulga nel dicembre 71 il seguente annuncio. Il Presidente, i Direttori, Amministratori Delegati, Rabdomanti, Consiglieri della Galleria Sperone comunicano che la situazione è relativamente tranquilla. Ma l'inquietudine degli artisti, le superstizioni cosmiche, l'instabilità della borsa, le mutazioni biologiche, il dilagare dell'eresia creano una linea di imponderabilità. Pertanto, questa organizzazione continua a lavorare anche di notte per affinare le proprie qualità. È chiaramente un annuncio di palese natura ironica, ma che nasconde comunque la consapevolezza di aver assunto un ruolo diverso in corrispondenza del mutare delle pratiche artistiche. Sotto questo aspetto, l'analisi dei materiali a stampa, cercando il più possibile di fare come se le foto non ci fossero, della Galleria Sperone, si rivela particolarmente fruttuosa nel caso di alcune mostre di artisti concettuali americani che vennero presentati dalla Galleria per la prima volta in Italia. E per concettuali intendo soprattutto i concettuali, diciamo, di più stretta e rigorosa osservanza, sostanzialmente i quattro artisti di Seth Sigelow, quindi um, Robert Berry, Douglas Hubler, Joseph Kosuth e Lawrence Wiener. E' il caso, ad esempio, appunto, di Joseph Kosuth, la cui prima mostra eh, italiana si svolse alla galleria per una settimana nel novembre 69. La mostra è appunto nota per l'installazione di un poster in piazza Solferino con alcune parole in italiano relative all'area semantica del calore e il progetto, come noto, fa parte dell'amplissimo eh, dell progetto eh, della cosiddetta Second Investigation avviata da Cossuth nel 1968. In cui, facendo ricorso alla sinossi concettuale del Thesaurus di Marc Roger, Cossut poté infatti articolare la propria visione dell'idea di arte come idea, art as idea, idea, e di formulazione quindi dell'arte come proposizione, la cui natura artistica si doveva innanzitutto al contesto in cui fosse proposta. L'uso di mezzi di comunicazione e di stampa pubblici era alla base della nozione di informazione perseguita da Cossut. Solo attraverso l'uso dei media, infatti, l'artista poteva estendere la sua concezione di art context su scala globale, al di là dei limiti fisici, spaziali e temporali della galleria o della sede espositiva, qualessa, qualunque essa fosse, e far coincidere esattamente il concetto di arte con la sua formulazione, come dato linguistico, di informazione. I materiali a stampa prodotti dalle gallerie e dalle sei dispositive vi aveva coinvolte nella Second Investigation, erano parte integrante di questo progetto. Cossuto non viaggiò neppure nelle varie sei dispositive per la maggior parte dei casi e si limitò semplicemente a dare delle istruzioni sul tipo di intervento mediatico da realizzare nelle specifiche occasioni, affidandosi però esclusivamente agli standard tipografici e di tiratura di ciascuna galleria. E così facendo produsse materiali come alcuni poster, come questo, in cui venivano elencate tutte e 15 le prime sedi in cui si svolse la prima parte della Second Investigation, sparse tra Nord e Sud America, tra Europa e Australia. E vedete, o forse no, però comunque la penultima galleria nell'elenco è appunto la galleria Sperone di Torino. All'interno di ciascuna sede espositiva poi... L'artista disponeva dei semplicissimi cartellini adesivi che elencavano le sedi, le date delle mostre e i concetti del Tesaurus di Roger, via via trattati in ciascuna tappa della Second Investigation. A sinistra una foto dell'interno della Galleria Sperone in occasione di della mostra per cui venne eh, appeso, incollato quel poster in piazza Solferino, mentre a destra vediamo un allestimento analogo per un'altra tappa, quella immediatamente successiva alla tappa torinese della Second Investigation, c'è cioè quella alla Galleria di Leo Castelli, su 477th Street, a New York. Questi materiali erano ovviamente originariamente pensati e destinati a essere buttati al termine di ciascuna mostra, in quanto semplicemente tappe di un discorso più ampio che risolveva nell'intera progettualità della Second Investigation la sua natura di arte. Tuttavia alcune delle gallerie coinvolte come Art ⁇ Project ad Amsterdam, una delle sedi principali di quella rete di promozione della nuova avanguardia artistica che stava nascendo in quegli anni e che lavori come la Second Investigation contribuirono a documentare, se non addirittura a creare, conservò evidentemente quei cartellini. Entrati al MOMA nel contesto dell'acquisizione di tutto l'archivio di Art ⁇ Project, Quei cartellini sono oggi elencati tra le opere di Cossut nella collezione del museo. E la ridascalia, infatti, è la ridascalia del sito del MOMA. E ho semplicemente fatto uno zoom sul cartellino relativo a Sperone, eh, insomma, per, per evidenti ragioni. Il problema dello statuto di questi materiali come tracce documentarie di un'opera d'arte immateriale o come lavori essi stessi, in fondo è il tema ancora del tutto irrisolto. Che, comp che comporta il trattamento di questo tipo di oggetti e di questo tipo di materiali a stampa. E nel database di Maconda il problema è ancora più evidente nel caso di un altro artista concettuale promosso da Sperone in Italia, che è Robert Barry. È il caso, ad esempio, dell'invito alla prima personale dell'artista eh, il 30 dicembre 69, per la quale il cartoncino di invito annuncia che per la mostra la galleria sarà chiusa. Rientra nell'interesse primario di Robert Berry per le implicazioni reali del linguaggio, cioè il linguaggio come strumento per determinare situazioni reali per quanto invisibili. La critica, in questo caso, alla galleria come istituzione non si limita però alla sola chiusura dello spazio durante la mostra, ma soprattutto si estende al grado di informazione che è consentito dal formato, dalla tiratura e dalla circolazione del cartoncino d'invito. Insomma, non è soltanto la fisicità dello spazio della galleria a fondare la critica alla galleria come istituzione da parte dell'artista, ma, ma è piuttosto la sua stessa organizzazione attraverso la possibilità di raggiungere quante più persone possibile, al di là dei limiti geografici e temporali della sede stessa della galleria che fondava il progetto. Insomma, non è tanto il fatto di chiudere la galleria, ma quanto il fatto di poterlo annunciare e di poter divulgare la notizia a quante più persone possibile, tante quante quelle che riceveranno il cartoncino d'invito che annuncia la chiusura della galleria in occasione della mostra. Il sistema postale, insomma, di spedizione degli inviti è alla base del progetto di Cossut di Berri. Infatti, altre gallerie vennero chiuse da Berri in quel periodo nello specifico Eugenia Butler a Los Angeles e di nuovo Horten Project ad Amsterdam. In ciascun caso, l'invito è formulato secondo gli standard tipografici e la tiratura di ciascuna galleria. E i tre inviti nei loro in nel loro insieme compongono un lavoro oggi noto come closed gallery piece, ma che di nuovo pone il problema se considerarlo un lavoro o eventualmente un multiplo, pensando alla tiratura impossibile da determinare a oggi degli inviti prodotti da ciascuna galleria. A distanza di un anno, un altro cartoncino di invito riporta ulteriori indicazioni. Some places to which we can come and for a while, quote, be free to think about what we are going to do, end quote, che è una citazione appunto dal paragrafo conclusivo dell'Essay on Liberation pubblicato da Herbert Marcuse, uno dei riferimenti insomma, ideali di quella generazione, nel 1969. La possibilità di diffusione capillare e di circolazione garantita dagli inviti si fa in questo caso ancora più esplicita. Il lavoro mostra infatti l'esistenza di una rete di gallerie e ne riconosce il ruolo, non solo e non tanto, dato anche lo scarso numero di collezionisti interessati a questo tipo di opere all'epoca, come luoghi di vendita di opere ma soprattutto come luoghi di incontro reciproco, di scambio intellettuale e di mutuo riconoscimento tra artisti e attori di una nuova avanguardia artistica. La cosa interessante in questi termini è notare come su ciascun invito l'artista appose un elenco delle gallerie coinvolte destinato ad essere proseguito all'infinito attraverso la semplice apposizione di un numerale lasciato vuoto alla fine di ciascun elenco. Infatti il progetto si articolò in varie tappe, che dopo la Galleria Sperone coinvolsero la Galleria San Fedele di Milano, successivamente Art ⁇ Project ad Amsterdam e qua vediamo il bollettino di Art ⁇ Project e più avanti di nuovo Yvonne Lambert a Parigi e poi Paul Menz a Colonia e infine Eugenia Butler. La tiratura di ciascun invito corrisponde di nuovo a quella degli inviti di ciascuna galleria, perciò è impossibile da determinare se non nel caso dei fascicoli di Art and Project, la quale, eh, essendo se sempre stata usa a produrre esclusivamente dei bollettini di questo formato, sappiamo con certezza aver avuto una tiratura di 800 esemplari per ciascuna, per ciascuna edizione. Alla fine il progetto si concluse alla Eugenia Butler Gallery di Los Angeles, per quanto indicato, in verità, la galleria San Fedele di Milano non partecipò per qualche motivo al progetto, ma risulta comunque elencato perché è chiaro che la, il sistema pianificato dall'artista a monte del progetto era più importante dell'effettiva conformazione che il progetto assunse nel corso del tempo, così come, per quanto fosse chiaro fin dall'inizio, che Eugenia Butler sarebbe stata l'ultima gallerista della serie. Era comunque importante avere un numero 7 da lasciare vuoto per suggerire una prosecuzione potenzialmente infinita di questo sistema di mutuo riconoscimento delle gallerie come luoghi dove potersi ritrovare ed essere liberi di pensare a che cosa andremo a fare nel futuro, per citare dalla frase che riporta Barry negli inviti. Questo tipo di attenzione al cartoncino di invito come spazio di negoziazione di fatto e di confine dei, e di limite di ciò che opera d'arte, di ciò che non lo è e soprattutto di ciò che l'opera d'arte implica in termini di sistema in un'ottica concettuale del lavoro artistico, raggiunge infine il, la sua diciamo, esplicitazione nel caso di un ulteriore progetto che vede coinvolta la Galleria Sperone e nel caso di un altro invito che si trova nel database di Maconda. In questo caso, siamo tra 72 e 73, il soggetto del lavoro è l'invito stesso. Nessuna mostra ha effettivamente luogo in nessuna galleria, mentre invece nel caso precedente, nel caso del Marcuse Pisc, in ciascuna galleria l'artista, mi stavo dimenticando, trascrisse sui muri della galleria la frase riportata sul cartoncino d'invito. Nel caso invece di quest'ultimo progetto, nessuna mostra di Berry ha luogo nelle gallerie, anche perché era impossibile. Il sistema in questo caso prevedeva che ciascuna galleria producesse un cartoncino d'invito in cui invitava alla mostra successiva, come in questo caso Giannenzo Sperone annuncia la mostra di Robert Barry presso Paul Menz a Colonia durante il mese di giugno 73. Come ha spiegato Barry stesso, e cito da una sua intervista: gli inviti erano spediti dalle gallerie durante le mostre di qualcun altro. Non c'erano opere nelle gallerie, solo i cartoncini, solo le serie di cartoncini che invitavano alla mostra successiva. Non a caso infatti la mostra di Robert Berry che si sarebbe dovuta tenere alla Galleria Sperone di Torino nel maggio 73, secondo quanto riportato nell'invito prodotto dalla Galleria Toselli di Milano che invitava alla Galleria Sperone di Torino, coincide con un periodo, il maggio 73, nel quale la Galleria Sperone di Torino era vuota e non operativa, in un momento ormai di sempre più forte concentrazione, tra l'altro, di Sperone sulla sua sede romana e poi newyorchese. E anche nel mese di giugno, quando Sperone pubblica, produce l'invito alla Galleria di Paul Menz, ehm, a Torino si svolge la mostra Padre e Figlio dedicata da Pistoletto al proprio padre. E me mentre è a Roma, e non a Torino, come riportava l'invito, Giannenzo Sperone Torino Corso San Maurizio, ma è a Roma, invece, nel giugno 73, che si svolge effettivamente una personale di Robert Berry nella quale vennero presentati i suoi famosi slide pieces. La serie degli otto cartoncini di invito in cui ciascuna galleria invita alla successiva, compone una serie circolare avviata da Paul Menz. Che nel 72 invita una mostra da Yvonne Lambert e chiusa da Sperone, che, invitando a una mostra da Paul Menz, in qualche modo chiude il cerchio della serie. Questo lavoro, noto come Invitation Piece, è un po' il caso limite, e il caso più emblematico di questo tipo di autoreferenzialità e di autoreflessione dei progetti di Berry sul sistema della galleria. Come sistema intellettuale e progettuale di pratica artistica. Nel momento in cui, come in questo caso, gli otto cartoncini, otto cartoncini dell'infinita serie prodotta da ciascuna galleria, vengono a trovarsi incorniciati e a entrare nella collezione del Museum of Contemporary Art di Los Angeles, di nuovo vengono trattati come un'opera d'arte a sé, in cui la circolarità dell'allestimento vorrebbe. Anche se con esiti in parte discutibili, riproporre nel piano sincronico di un allestimento a parete lo sviluppo diacronico della circolarità di questo progetto, che dall'autunno 72 fino al giugno 73 avrebbe portato ciascuna galleria a invitare una mostra di Berri nella sede successiva. Per chiudere, a questo punto è chiaro che questo tipo di prodotti editoriali hanno uno statuto del tutto ambiguo, qualora calati nelle pratiche dell'arte concettuale. La cosa interessante di un progetto come quello del Prim e di Maconda, nello, nel, nel caso specifico di una galleria come Sperone, negli anni dell'arte concettuale, è quello di integrare nella lettura e nell'interpretazione di questo tipo di progetti, che è tradizionalmente esclusivamente spiegata, entro le logiche dell'artista stesso e semmai della ricezione critica di quell'opera negli anni più vicini o negli anni più successivi. All'interno all della canonizzazione del dibattito sull'arte concettuale, di integrare, dicevo, a, a questo tipo di interpretazione un'altra prospettiva, un altro punto di vista, che è quello semmai interno alle pratiche e alle attività delle varie gallerie, che sono stati, come nel caso di Sperone, gli attori fondamentali e spesso coprotagonisti insieme all'artista nella realizzazione e nell'elaborazione di questo tipo di progetti. Grazie. Grazie mille Francesco, anche per essere stato nei tempi. Invito al tavolo Lara Conte per la sua presentazione sulla Galleria di Christian Stein. Buongiorno. Io vorrei ringraziare molto il professor Flavio Fergonzi, la professoressa Barbara Cinelli e il professor Zanchetti per l'invito a questa giornata. Eh, vorrei ringraziare anche Gianfranco Benedetti e Patrizia Pisani della Galleria Stein per il confronto, il dialogo e, e la possibilità di accedere ai materiali dell'archivio. E inoltre vorrei ringraziare Bettina Della Casa e l'archivio della Fondazione Paolini, lo stesso per il dialogo in, um, e la condivisione di alcuni materiali. Se si volesse ricordare il momento più eclatante in cui il nome di Margherita Christian Stein nella duplice veste di mercante e collezionista dell'arte povera ha avuto un impatto per la, la generazione come la mia che si affacciava a studiare l'arte povera. È la vicenda collegata all'acquisto del nucleo mh, delle opere da parte della CRT, proveniente appunto dalla collezione Stein, destinato ad arricchire a cavallo tra i due millenni le collezioni della Game del Castello di Rivoli durante le straordinarie direzioni di Pier Giovanni Castagnoli e Ida Giannelli, operazione che ha saldato in modo incisivo l'identità culturale museale cittadina all'arte povera. Le opere provenivano appunto dalla collezione Stein ed evidenziavano una stratificazione di momenti della vicenda mercantile, espositiva e collezionistica di Christian Stein. Quella iniziale torinese, che va dall'apertura agli anni 70, con le collaborazioni storiche con um, artisti che hanno avuto mostre personali sin dai primi anni di apertura della Galleria, come Boetti, Paolini e Pistoletto. E nel corso degli anni 70, Cunellis, Fabro e Zorio, e poi la visione poverista degli anni 80, estesa agli artisti della compagine poverista, quando l'arte povera si impone all'attenzione internazionale attraverso la costruzione della grande narrazione celantiana, come alternativa al clima appunto del ritorno alla pittura e eh, alla transavanguardia che dominava il mercato e che la Stein ha sempre rifiutato. Un ulteriore momento di attenzione a livello internazionale sul nome della gallerista e collezionista è coinciso con l'apertura nel 2017 del magazzino Italian Art a New York. Una collezione che ha riaffermato un'identità dell'arte italiana in chiave arte poverista, con la presentazione di una collezione le cui opere provengono in gran parte dalla Galleria Stein. E, e proprio la mostra inaugurale è stata pensata come omaggio alla figura di Christian Stein. Anche in questo caso studiando le opere si evidenziano due momenti della storia di Christian Stein, opere appunto che provengono dalle prime mostre come per esempio il Nucleo dei lavori di Boetti che eh, è la mostra che è stata acquistata interamente dalla Stein ed opere e installazioni eh, degli anni 80 e 90 eh, e che sono legate appunto alla storia e all'apertura all dello spazio Milanese nel 1985, la cui gestione viene affidata a Benedetti, è uno spazio che permette di accogliere mostre e progetti installativi di più grande scala nel momento in cui l'attività di promozione degli artisti dell'arte povera si consolida anche con l'avvio della collaborazione tra la Galleria Stein e Barbara Gladstone a New York. Questi due momenti quindi della lunga storia della Galleria Stein possono dare modo di condividere oggi qualche riflessione e di articolare una serie di considerazioni, eh, sostando chiaramente sulla prima fase eh, legata alla storia espositiva torinese degli anni 60 e 70 e quindi ai due spazi, a quello di via Teofilo Rossi 3, sede della Galleria dall'apertura nel 66 al 72 e quello di Piazza San Carlo 206 con la peculiare dimensione di Casa Galleria. Quindi nel novembre 1966 a Torino si annuncia l'apertura di eh, un nuovo spazio espositivo mh, che è gestito appunto da Margherita Stein che prende il nome del marito Christian. È una collezionista appartenente all'alta borghesia torinese di una generazione più anziana rispetto ai giovani artisti che si trova a sostenere. Grazie alla sua condizione economica, la sua attività assume sin dall'apertura una peculiare identità, distinguendosi per una forte vocazione collezionistica. A differenza di Sperone, la cui programmazione si caratterizza ben presto per un taglio internazionale, la Sign si volge principalmente alla promozione delle ricerche italiane, seppur... Non mancheranno nei primi anni di attività le occasioni espositive legate ad artisti internazionali che evidenziano delle specificità nelle scelte e nelle dinamiche dei contatti. Eh, su questa stagione una prima considerazione che si può fare riguarda proprio la cronologia delle mostre e l'archivio. Nel momento infatti che eh, ho avuto la possibilità di eh, consultare i materiali della galleria in occasione della mostra, eh, tenutasi eh, all'Ivan di Valencia e al Museo Cantonale di Lugano nel 2011, curata da Bettina della Casa, ho avuto modo di consultare presso l'archivio il faldone dei materiali che eh, sono confluiti anche nel, nel progetto della digitalizzazione che eh, stiamo presentando oggi e eh, mi sono confrontata in quel momento con Patrizia Pisani. Subito si è reso evidente che la cronologia stilata in occasione della mostra che era stata dedicata alla Galleria Stein eh, al Museo di Ville Urbana nel 1992 fosse molto lacunosa. Eh, forzando, tra virgolette, la ricerca oltre l'archivio tramite lo spoglio delle riviste dell'epoca sono emerse Inoltre, già a questa lacuna della eh, cronologia degli anni Ottanta, anche tutta una serie di mostre ed eventi, ovvero è immersa ancora di più l'immagine di una prima stagione espositiva della galleria dove a nomi e ad artisti affermati si affiancavano comunque eventi e artisti che hanno avuto una differente fortuna espositiva e che raccontano una storia più stratificata di relazioni e scelte della Stein e questo penso che possa portare a riflettere appunto sull'idea dell'archivio in assenza o anche dell'archivio talvolta rimosso per creare una visione storicizzata e un indirizzo della galleria più coerente che potesse creare all'altezza appunto cronologica degli anni 90 più forte l'idea di una genealogia poverista in linea con quella che sarà appunto la narrazione cellantiana tra le mostre, infatti, per esempio che eh, sono citate già nel 72 da, eh, nel testo di Paolo Fossati, di cui poi si eh, riparlerà, eh, emergono, per esempio, ehm, nomi come La Mostra Personale di Gino Marotta, di Marcolino Gandini e poi tutta una serie di altri anche eh, artisti eh, che emergono invece, ehm, la menzione emerge nelle riviste dell'epoca che però bisognerebbe poi verificare se effettivamente sia un'indicazione legata a, a mostre che poi non sono state realizzate o effettivamente se vi siano materiali, però già da questi dati eh, sì, sicuramente il tessuto è molto più eh, stratificato. Ehm, quindi quello che emerge è proprio la visione di una gallerista che anche nel dibattito critico coevo Viene considerata molto più libera rispetto a etichette e tendenze che si stavano allora imponendo. Nel 1972, nella mostra infatti presentata da Fossati in occasione dell'apertura della nuova sede di Piazza San Carlo, eh, e quindi in questa mostra che ricapitolava eh, i primi anni di attività della Galleria, emergevano essenzialmente due questioni cruciali e connesse. Una, la libertà della Stein di lavorare al di là di gruppi e tendenze, con scelte che eh, attraversano le cronologie. Il secondo è di aver contribuito a creare significativi approfondimenti sui linguaggi internazionali e di aver tratteggiato una specifica linea di lettura dell'arte italiana del secondo dopoguerra. Sulla prima questione, infatti, Fossati metteva in evidenza che la, la Stein... Lavorava proprio senza pretesa di gruppo, cito, di scuola fissa, di casistica, ma emettendo situazioni vicine e insieme a contrasto, così da pungere l'attenzione invece che confermare un abito bello e fatto e solo da indossare. La seconda è eh, avvalorata dal fatto che eh, analizzare l'attività della Galleria non significava all'altezza cronologica del 72 soffermarsi esclusivamente su un fatto di cronaca. Ma permetteva di mettere a fuoco la relazione tra azione mercantile e azione culturale da lei operata. Ecco allora che Fossati evidenziava la scelta di Christian Stein, per esempio, di aver presentato eh, come artista pop Robert Indiana, che eh, significava appunto, e cito: rompere con un'immagine americana attivistica e consunta. Molto importante era anche, per, eh, chiaramente per Fossati, e quello che per noi è oggi significativo, eh, l'aver tracciato una linea oggettivistica dell'arte italiana che coinvolgeva Colla, Uncini, Manzoni, Lo Savio. Fossati evidenzia quanto questi artisti abbiano avuto un ruolo cruciale nella definizione del clima concettuale, antiform e povero torinese nel presente e questo rendeva necessaria anche una riflessione sulle geografie e soprattutto sulla questione problematica dell'identificazione di una scuola torinese, eh, definizione che stava appunto imponendosi in quel momento in direzione appunto eh, della giovane scuola torinese, sempre sostando sulla stagione militante della galleria, metterei a fuoco l'importanza che per noi oggi la possibilità, come già emerso di studiare la documentazione fotografica per riflettere sulle modalità allestitive. E osservando appunto la documentazione della prima mostra di Boetti e anche poi della seconda, ehm, così come di altre mostre eh, coeve, emerge la forte questa idea di un allestimento con una forte frizione dei lavori, come se in mostra fosse dislocato in parte lo studio dell'artista. Ed è proprio questo modello ibrido di spazio di transito che viene ulteriormente enfatizzato in ambito torinese con l'esperienza del deposito d'arte presente e che nella fluidità di scambi e passaggi approderà poi al concetto di mostra laboratorio con Wen Attitude Bicanform. Della seconda mostra di Boetti abbiamo anche una preziosissima documentazione che è costituita dal film di Nespolo Boetti in bianco e nero. Che permette quindi di nucleare un tema centrale per lo studio del contesto torinese di quegli anni, con forse anche dei margini di studio e di indagine ancora aperti, che è quello della relazione appunto, tra artisti visivi e la nuova scena del cinema sperimentale underground, in relazione proprio al, ri al rinnovamento dei formati e dei processi delle arti visive e eh, del cinema, più ampiamente appunto per l'impatto. Determinato dalla circolazione del cinema underground americano. Eh, questo aspetto lo abbiamo già evidenziato, quindi l'idea appunto di ehm, eh, riflettere sull'invito, cioè su questa documentazione delle prime mostre da Boetti, eh, Mondino, Paolini, e che prosegue poi negli anni in cui eh, l'invito è progettato. Um, come talvolta in questo caso appunto di Boetti, come un'opera unica assumendo uno statuto ibrido tra documentazione e opera. E, come abbiamo detto la programmazione della galleria Stein si mh, configura principalmente eh, come indirizzata alla promozione dell'arte italiana, anche se non mancano nei primi anni di attività mostre di artisti internazionali. Abbiamo fatto cenno a, a Robert Indiana, ricordiamo Robert Watts, e una eh, curiosa incursione verso le ricerche antiform con la presentazione nel, nell'aprile del 68 di una personale di Gary Cohen che implica la messa a fuoco di un asse di rapporti alternativi rispetto a quello Sperone, Sonna Band e Corant Fisher. Cohen infatti aveva avuto eh, modo di giungere in Europa in quei... In quei mesi, in quel momento, lavorando ed esponendo a Kassel nel corso del 67. E da una conversazione con Rolf Rieck intercorsa qualche anno fa, la mostra di Kuhn a Torino in parte eh, dovrebbe proprio nascere da una collaborazione e dialogo tra Christian Stein e Rolf Rieck. Eh, della ricerca di Kuhn si era avuta una prima informazione a Torino attraverso i mitici. Eh, elenchi eh, di eh, Gilardi e ehm, sicuramente un aspetto che potrebbe essere proprio indagato è quello dei rapporti di eh, Christian Stein con Rolf Rieke, eh, eh, anche perché eh, la prima personale di Robert Watts in Europa ha luogo nel novembre del 1966, sempre da Rolf Ricke a Kassel. E mh, queste opere in lavorazione a Kassel eh, probabilmente sono quelle che ritroviamo anche pu mh, eh, pubblicate come schede nel catalogo della mostra eh, torinese. Per quanto eh, eh, salto la riflessione sui contatti con le gallerie torinesi, che è stato molto enfatizzato in un articolo dell'Unità da Fossati, eh, ma mi aggancio diciamo, a contemplazione per riflettere sulle dinamiche di fuoriuscita dell'intervento artistico dalla galleria alla strada, eh, che eh, nel caso appunto, della programmazione della Stein sono anticipate dalla eh, performance ehm, di Jean-Marie Pat, intitolata «Nourrir le pianos», un evento che era durato tre giorni e di cui eh, ricorda la Stein che l'ultima sera eh, al, avevano sfilato artisti e pubblico insieme per via Roma per i funerali del piano. Quindi, eh, questa dinamica della, di fuoriuscita dell'intervento, del coinvolgimento della città, eh, appunto, da mettere poi in relazione all'evento della, della fine del. Dell'anno con contemplazione. Un altro eh, aspetto significativo da evidenziare rispetto a questi primi anni di attività è la precocissima modalità di reenactment messa in atto dalla, da Christian Stein con la mostra Roma 1960. È un evento che viene realizzato nel 1969, studiato da Elisa Francesconi, e io mi limito solo a evidenziare come eh, questa eh, mostra possa mettere ulteriormente in luce quella necessità argomentata da Fossati di problematizzare il concetto di scuola torinese nella definizione di una possibile genealogia non geografica delle ricerche poveriste. Eh, ho accennato più volte a Fossati che ha recensito numerose mostre, che ha eh, presentato il passaggio tra le due sedi della galleria e altre figure fondamentali per la Stein eh, nello scambio intellettuale e informativo sono Tommaso Trini che ha eh, dato un resoconto delle mostre con le recensioni su Domus e poi con i contributi su Data e eh, Celant la cui amicizia risale proprio agli anni di apertura della galleria e certamente fondamentale è la relazione che si può individuare nel reciproco scambio e dunque tra azione mercantile e collezionistica della Stein e costruzione critico-curatoriale celantiana degli anni Ottanta. A tal proposito, appunto, eh, vorrei mettere anche a fuoco la tangenza nella ricerca storica di Celant, eh, in relazione, per esempio, appunto, alle pubblicazioni eh, di Manzoni e di Lo Savio. Eh, che eh, viene poi presentato in questi anni dalla Stein. Ehm, ora ho tralasciato una riflessione più sulla figura di Christian Stein eh, come gallerista donna e vorrei appunto eh, ora eh, soffermarmi sul fatto appunto di, ehm, eh, della problematicità con cui Stein vive questo ruolo in fondo. Cambiando e assumendo il nome maschile del marito e definendo non la problematicità, dico, questo, si evidenza diciamo, questo aspetto e mh, questa modalità può essere eh, letta come una modalità di definire uno spazio di autoaffermazione. Nella programmazione della galleria le presenze delle artiste donne sono pochissime. Quasi assenti, la prima presenza è nel 73 che Tila Rocca e poi eh, si va negli anni 80 con una mh, presenza in una collettiva, mi pare per la prima volta Marisa Merz nell'84. Tuttavia, nelle eh, modalità di vivere il suo ruolo di gallerista emergono aspetti che in qualche modo possiamo riflettere eh, eh, in una. Mh, in un pensiero al di fuori però di una militanza chiaramente femminista. E penso alla dimensione della cura e dell'amicizia che emerge eh, dalle sue riflessioni quando parla del rapporto con gli artisti, eh, che eh, in un'ottica diversa eh, da eh, appunto una mh, idea, appunto, eh, dell'amicizia, della relazione con l'artista, che per esempio appunto vediamo in ambito torinese messa in campo con la pratica eh, di Carla Lonzi, definisce comunque un altro spazio, forse di riflessione, su un'idea dell'amicizia come pratica politica, per citare Chiara Zamboni. E ancora un altro aspetto in questa riflessione può essere la dimensione del domestico, che si esplicita appunto nell'idea di casa galleria, nella stretta relazione che si istituisce appunto tra il dialogo, frequentazione con gli artisti, Relazione con le opere e con la propria esistenza. Questo eh, abbiamo visto che può eh, in, a tracciare una linea di continuità anche con una dimensione eh, di spazi torinesi. E eh, appunto mi riferisco alle riflessioni di Chiara Perin. E, mh, e lo vediamo messo in atto in una specifica chiave, appunto, da eh, di, differente da parte di. Eh, Christian Stein. Nell'intervista rilasciata a Catherine Frank Blaine in occasione della mostra eh, a Villeurbanne nel 92, Stein dichiara, ho sempre voluto che la galleria fosse casa loro, che lì fossero rispettati, è a questo che serve la galleria, la loro galleria. La galleria, la casa galleria però non è uno spazio di... Eh, Um, costruzione appunto di uno spazio intimo, ma è il luogo in cui si relaziona in modo profondo esistenza e arte. Ah. Eh, mi, inter mi interessava sapere: eh... sì, okay. mi interessava ehm, a avere qualche informazione su ehm, la la come fossero articolati gli spazi dell'abitazione, che, com che commissione e che separazione si creasse e, e questo schizzo eh, di, realizzato grazie a un ricordo di eh, Gianfranco Benedetti permette appunto di capire che l'ingresso si affacciava direttamente nelle sale espositive ma i visitatori potevano accedere tramite il corridoio alle altre stanze dell'appartamento. Eh, e ehm, soggiorno appunto sala da pranzo, studio, sala biliardo che ospitavano opere a rotazione o mostre collettive come ad esempio quella che è eh, documentata appunto in questo elenco eh, dove a, a matita è annotato collettiva nel privato. Un'altra planimetria degli spazi invece è stata ehm, pubblicata eh, nell'invito della, della mostra del 78 di ehm, Paolini. Eh, eh, sappiamo che lo spazio stesso della Casa della Galleria è stato risignificato dalla, dagli artisti nei loro interventi. Eh, mi riferisco appunto all'intervento di eh, Fabro eh, che eh, con la mostra del 75 ha ridisegnato l'interno della galleria creando una fuga di stanze che poi nasconde con pareti di carte. Eh, L'idea del, delle stanze e dello spazio quindi eh, è ehm, stato tematizzato nella mostra di Cunellis e Pistoletto in un'intervista a Trini su Domus riferisce proprio di aver espresso alla Stein di fare la mostra vedendo i tre nuovi ambienti appena ultimati. Eh, la predisposizione della Stein che collega il vissuto alla dimensione a sospesa e assoluta dell'opera a sua volta, ha quindi eh, determinato la sua eh, unicità di vivere questo ruolo, il suo ruolo di garellivisa all'incrocio tra mercato, collezionismo e azione culturale. E eh, ha, costi ha costituito quindi la sua dimensione specifica di eh, engagement, che rivela una centralità appunto, però, verso eh, l'idea della relazione con gli artisti, ma nello spazio appunto sempre. Eh, fondamentale di eh, considerazione per quella che è la dimensione assoluta dell'opera. Allora, grazie mille anche alla Raconte per questo intervento. Mi comunicano che vista l'ora tarda faremo scivolare l'intervento di Vanessa Martini all'inizio della seconda sessione del pomeriggio e ci diamo appuntamento alle tre puntuali, ecco, senza dieci minuti accademici. Allora cominciamo cominciamo quindi quale 3 10 e cominciamo puntuali perfetto Ecco buon pomeriggio, concludiamo adesso la sessione di questa mattina sulle gallerie torinesi con l'intervento di Vanessa Martini sulla galleria Il Punto. Grazie. Grazie. Allora, eh, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Eh, per prima cosa, come ha fatto chi mi ha preceduta, vorrei ringraziare per l'invito a questa due giorni dedicata al PRIN al quale ho avuto il piacere di collaborare. Invito che mi permette di tornare in queste stanze dopo molti anni di collaborazione con il FU Laboratorio di Arti Visive e eh, ora ho DocStar. Eh, facendo un obbligato passo indietro cronologico che mi auguro. Eh, non disorienti troppo, sta a me ora chiudere, eh, diciamo, la prima eh, sessione dedicata appunto a, a, a Torino, eh, con una comunicazione su una delle gallerie protagoniste dell'attività espositiva torinese degli anni 60, la Galleria Il Punto di Remo Pastori. Ma benché Il Punto venga spesso citata tra gli spazi espositivi più incisivi di quel periodo, sia che le ricostruzioni in questione evidenzino una dimensione internazionale. Di Torino tra gli anni 50 e 70, come nella celebre mostra del 1993 curata da Germano Celant, Paolo Fossati e da Giannelli, o il carattere sperimentale del contesto artistico del capoluogo piemontese in quegli anni, come nella mostra curata eh, una decina di anni fa da Luca Massimo Barbero. bene eh, la storia del punto è ancora lontana dal potersi dire ben delineata, o almeno questo è lo stato dell'arte in, eh, in base alle mie attuali ricerche che, ahimè nonostante numer eh, numerosi tentativi, non possono ancora <coughs> avvalersi né del reperimento completo e esaustivo dei cataloghi di mostra, né tantomeno di materiale d'archivio della galleria, se non disponda. Per questo motivo, per questa vacuità di informazioni e analisi preliminari, per la giornata di oggi eh, mi sembra più utile presentarvi una ricostruzione forse un po' di servizio. Eh, diremo, ma necessaria per eventuali e auspicabili approfondimenti futuri piuttosto che un affondo dedicato ad un momento o un aspetto circoscritto della, via della, della vita della galleria. E per farlo partirei da una più precisa definizione o meglio ridefinizione del campo di intervento del punto, poiché se è vero, come riscontrato di sfuggita dalle fonti bibliografiche che ad oggi eh, ricordano l'attività della galleria, anche per necessità di sintesi, che una delle tendenze artistiche allora più rappresentate nello spazio di Pastori era la cosiddetta nuova figurazione, è altrettanto vero che questa linea espressiva ritengo avesse una matrice comune fino ad oggi non individuata con precisione, all'inizio lontana da declinazioni pop, che via via venne affiancata e superata da linguaggi figurativi e plastici anche molto divergenti fra di loro che ampliavano così il raggio di azione e intercettazione dello spazio espositivo, tanto da rendere già alla metà degli anni Sessanta il punto la eclettica, la più eclettica delle gallerie del capoluogo piemontese, che sapeva interessare tutti gli addetti ai lavori e le cui mostre erano spessissimo recensite non solo nelle terze pagine della stampa quotidiana, come ho avuto modo di riscontrare, ma anche su riviste specializzate di settore tra le più attente al panorama contemporaneo. Contemporaneo come ad esempio le oramai ben note, se non celeberrime, marca 3, NAC, DARS Agency o Flash Art. Ed è proprio dal direttore di quest'ultima, da Giancarlo Politi, che ci arriva, io credo, una delle descrizioni eh, più calzanti di quello spazio espositivo, quando egli ha di recente ricordato, e cito, che la tumultuosa galleria Il Punto era un porto di mare, vivace, divertente, dissennata condotta da un mitico e paradossale Remo Pastori, amico di Lucio Fontana, di Mario Schifano e di Pietro Gallina, che qui vediamo raffigurato a fianco al titolo, eh, ma grande sostenitore di tutti gli artisti propositivi che ricopriva di vestiti e soprattutto aggiungerei di promesse. Fate quindi le dovute precisazioni sulle no, scusate, ho sbagliato. Il punto, scusate, foglio, il punto viene inaugurata nel dicembre del 1962 nella sua sede di via Principe Amedeo 1D, a metà strada quindi tra Piazza Castello e Piazza San Carlo. Lo spazio espositivo consiste in un'unica sala con tre pareti lineari dipinte di bianco e una vetrata che affaccia direttamente sulla strada. I pavimenti sono in parquet e l'illuminazione affidata ad un articolato sistema di faretti con braccio snodabile. L'allestimento ha quindi caratteristiche piuttosto moderne, ma le superfici a disposizione per l'esposizione soprattutto di opere pittoriche dalle grandi dimensioni o in prospettiva di installazioni non abbondano, tanto che, eh, tanto che proprio la ristrettezza degli spazi della galleria sarà uno degli elementi che talvolta indirizzerà le scelte di Remo Pastori verso la presentazione di opere di piccole o medie dimensioni. Come ad esempio si può evincere dallo scambio epistolare intrattenuto con Fabio Sargentini dell'Attico in occasione della riedizione torinese della mostra dedicata all'aitiano Hervé Telemac, nel quale Pastori fa esplicita richiesta di privilegiare la spedizione delle opere dalle dimensioni più contenute, accennando appunto alle caratteristiche specifiche dello spazio da lui diretto. Ovviamente va detto che per una galleria come il Punto ciò significava anche maggiori possibilità di vendita. Ehm. Fatte quindi le dovute precisazioni sulle coordinate fisiche del contenitore espositivo, ho qui riportato l'elenco delle mostre della prima stagione del Punto, che dopo una mappatura incrociata con l'attività di altre gallerie di artisti e critici interessati mi ha condotta a concludere che l'iniziale attività della galleria Il Punto nasceva sotto legida di uno stretto rapporto con la galleria Schwarz di Milano. Probabilmente mediato da un ancora giovane Enrico Crispolti, rimasto orfano su Torino da qualche tempo dalla co della collaborazione con la Galleria Notizie, poiché sostituito nel rapporto con Pistoi da Carla Lonzi. La relazione con, con Crispolti, con la Galleria Schwarz e con, eh, il, tutto il e con parte del contesto milanese. Determina così l'arrivo nella sala di Via Principe Amedeo di opere di artisti che, per vie dirette o indirette, Avevano avuto o continuavano ad avere relazioni con un ben preciso ambiente artistico in massima parte parigino e più precisamente con l'ambiente del gruppo FAS, guidato o meglio coordinato da Edouard Jaguer, direttore dell'omonima rivista. Gruppo questultimo, che non a caso aveva esposto compatto l'anno precedente l'apertura del punto nel 1961 proprio presso la Galleria Schwarz e che nelle sue declinazioni o consonanze italiana aveva incluso o continuava ad includere quasi tutti i pittori proposti nelle prime stagioni del punto. Ad esempio, il particolare di una pittura eh, di un giovanissimo Antonio Recalcati veniva pubblicata nel 1959 sulla rivista Il Gesto di Milano, così come un dipinto di Sergio Fergola veniva riprodotto nel 1961 su Documento Sud di Napoli, ovvero Riviste d'arte d'avanguardia, che Jaguer nello scambio epistolare intrattenuto con Enrico Bai, già a partire dagli anni 50, aveva definito veri e propri fogli fasisti, tanto era forte il legame con il periodico francese da lui diretto e con l'ambiente artistico che vi era rappresentato. A questa prima linea Fasista Crispoltiana, che non solo propone. Artisti nati a partire dagli anni 30, ma che individua anche con precisione i propri, i propri padri e le proprie madri, nel caso di Anna Hoch, nell'avanguardia della prima metà del Novecento, come era quasi d'obbligo in quel giro di anni, se ne eh, innesta ben presto una nuova, dovuta alla presenza di un giovanissimo Gianenzo Sperone, come è già stato accennato, che, mossi i primi passi presso la Galleria di Tazzoli, assume la direzione del punto in corrispondenza con l'inaugurazione della stagione. 1963-64. Nel settembre del 1963, infatti, con la mostra collettiva, confronti della pittura contemporanea, alla quale partecipano entrambe le anime rappresentate in galleria, ovvero i Bai e i Biasi da una parte, i Mondino e Pistoletto dall'altra. E purtroppo qui vi posso riportare soltanto l'invito perché eh, il catalogo di questa, di questa mostra non è stato stampato e quindi non sappiamo quali pezzi fossero esposti e quindi avrei voluto metterli in, eh, eh, a confronto. Um, a questa seconda linea espositiva portata da Sperone si aggiungeranno poi a breve, tra dicembre del 63 e gennaio del 64, le due mostre più rappresentative e ben note dell'esperienza di Sperone presso il Punto: eh, ovvero la prima mostra personale di Roy Lichtenstein in Italia e una personale di Mario Schifano, entrambe derivate dal rapporto da poco instaurato con la parigina Sonnabend. Questo ulteriore ampliamento di orizzonti permetterà quindi a il punto di guadagnarsi in quello stretto giro di mesi una posizione avanzatissima sulla pittura pop, sia americana che romana, nel contesto torinese. Eh. Ma ben presto queste due anime che, eh, come si può dedurre da questa semplice e forse un po' brutale eh, giusta posizione, che preciso per facilitare la lettura non riporta, eh, le proporzioni, non rispetta le proporzioni delle opere, insomma come potete vedere l'opera di Bai era stata esposta nelle sale del punto nel novembre del 63 e, la, e, il, e il mese successivo eh, invece l'opera a fianco. Quindi dicevo eh, entrano queste due anime in frizione così la collaborazione tra Pastori e Sperone si interrompe nella primavera dello stesso anno. Le implicazioni di questo divorzio verranno prontamente colte da un sempre attentissimo Angelo Dragone che, nel maggio del 1964, registrava che s'annuncia ora un nuovo corso per la galleria Il Punto che sembra stia per indirizzarsi su una linea d'avanguardia meno spericolata di quella fin qui tenuta da Gianenzo Sperone, che la dirigeva, e che proprio oggi torna al timone di una nuova galleria poco lontano nei locali una volta occupati da un rappresentante di libri, all'angolo di piazza Carlo Alberto con una mostra dedicata in solido a Rotella, Mondino, Pistoletto e Liechtenstein. Al punto intanto, dopo una piccola rassegna di disegni e tempere, si inaugura un'esposizione di disegni di Alecinski, una delle più interessanti figure della giovane arte belga. Così, dopo una programmazione forse un po' resistenziale per il resto del 1964, l'attività della Galleria di Pastori tra il 1965 e il 1970 trova una sua, una sua composita ed eterogenea formula nella quale permane la primigenia matrice fasista, si conferma l'attenzione per la pop, non americana ma, ro ma romana. Con una eh, seconda mostra di Schifano, con le nuove presenze di Rotella, Tano Festa e Giosetta Fioroni, presenze garantite in parte dalla collaborazione intrattenuta con la, galleria, eh, con la Galleria La Tartaruga, si operano ampie aperture verso l'arte cinetica, programmatica, optical. Tendenze che in alcune fasi paiono quelle predominanti della galleria, così come si inseriscono in scuderia artisti del filone sociale della nuova. Figurazione, e poi del nuovo realismo e della nuova figurazione francese grazie al rapporto instaurato con alcune gallerie della zona Nizzarda, in particolare con la galerie des Salles di Vence. Ho qui riportato poi un paio di immagini tratte da recensioni apparse, la prima su NAC e la seconda su Flash art per dar conto di come alcuni esempi di opere delle tendenze appena elencate stessero eh, allestiti in, allestite in, in galleria. E, di questa seconda metà eh, degli anni Sessanta, eh, del punto, vorrei ora ricordare due eh, aspetti che credo determinanti per caratterizzare adeguatamente la galleria. Il primo riguarda l'importanza dei rapporti instaurati con gli artisti torinesi Pietro Gallina e Ugo Nespolo e secondo la capacità di cogliere anche attraverso questi rapporti le opportunità più promettenti che il contesto torinese poteva offrire. In particolare faccio riferimento alla modalità, credo nuovissima a Torino, di intersezione tra un evento di una istituzione museale pubblica e l'attività promossa da uno spazio espositivo privato, che in occasione dell'inaugurazione del Museo Sperimentale di Arte Contemporanea donato alla GAM da Eugenio Battisti figura ritengo ancora tutta da scoprire e valorizzare adeguatamente, quindi dicevo in quell'occasione il punto propose la tre giorni Le les Chose, concerto fluxus di arte totale, dislocata tra la galleria stessa, la sala delle colonne del teatro Gobetti, le vie della città e, aspetto che qui più interessa, all'interno stesso della galleria civica d'arte moderna. Mario Ferrero Plinio Martinelli, Ugo Nespolo, René eh, Pietro Paoli, Gianni Emilio Simonetti e Ben Vautier invadevano così gli spazi della Gam, riproponendo tra le altre, l'azione Zen for ed di Nanjun Pike sotto lo sguardo sorpreso del pubblico presente. Anche se eh, tra questi, mi pare di riconoscere invece, sulla sinistra eh, un attento Michel Tapie. Non troppo, eh, non troppo sconcertato forse perché memore delle azioni che Kazuo Shiraga e il gruppo Gutai più in generale avevano mostrato in città già a partire dagli anni 50, così come ci ricordava Maria Teresa Roberto poco, poco prima. Comunque, tornando a noi, con questa incursione, come eh, ha già evidenziato eh, altrove sempre Roberto, la dimensione performativa entrava così per la prima volta nel museo secondo i principi fluxus di una pratica artistica diffusa, collettiva, tesa a negare i principi dell'originalità e dell'autorialità. Appare quindi piuttosto chiaro che nella seconda metà degli anni Sessanta il punto avesse trovato un suo equilibrio in un'offerta versatile e transgenerazionale. Che poco aveva a che fare con il modello di mercante strategico, colto, sorvegliato e selettivo che, a quell'attenza cronologica, si stava affermando anche in città. A tal proposito, vi vorrei riportare un passaggio di un'intervista rilasciata da Ugo Nespolo e pubblicata sulla stampa nel 1976, nella quale gli racconta che. Verso la metà degli anni Sessanta, in una Torino Pariso, eh, paradiso di promesse, si partì in pochi alla ricerca di quello che nessuno ci garantiva che esistesse davvero. Una persona soltanto ci riempiva con generosità il cuore ed il tempo, a volte anche le tasche, coi suoi sogni e le sue promesse, talvolta impossibili e per questo più belle e più vere. Parlo di Remo Pastori e della sua ben nota galleria Il Punto. Anch'io ho preso le mosse tra quei muri bianchi ed oggi, anni in cui il mercato dell'arte si muove su schemi del tutto manageriali, mi viene da, ri da rimpiangere quel luogo e il suo approssimato rispetto per la ricerca del profitto e dell'equilibrio autenticamente imprenditoriale. Purtroppo però il modello dissonante di Pastori subisce un brutto colpo proprio sul finire del 1970, quando a seguito del grande clamore destato dalla retrospettiva dedicata alla gamma a Ive Klein. Tra le, opere, tra le opere esposte e presenti nelle collezioni private della città si scoprono dei falsi, parte dei quali provenienti proprio dal punto che li aveva acquistati incautamente da quelle gallerie del sud della Francia alle quali facevo riferimento poco fa. Così la galleria prima rallenta fortemente la propria attività, in seguito sposta la propria sede al numero 11 della stessa via per poi chiudere definitivamente i battenti nella tarda primavera del 1974. Di quest'ultimo incerto periodo vanno però almeno ricordate le mostre dedicate a Fabrizio Plessi e Rodolfo Vitone. Ma nonostante questa battuta d'arresto, l'attività di Remo Pastori e della figlia Anita che negli anni aveva affiancato il padre nella direzione della galleria, seppe cambiare registro e rinnovarsi profondamente, trovando, io credo, la sua dimensione più congeniale, ovvero quella collettiva divagata e permeabile agli attraversamenti degli artisti più diversi per generazione e per linguaggio, artisti affermatissimi o principianti o figure poliedriche per le quali la produzione dell'oggetto d'arte era solo una parte della propria attività creativa e di vita. Così, seguendo l'esempio di Scanavino che vi, eh, vi risiedeva già dai primi anni Sessanta e di alcuni artisti e critici che la attraversavano da tempo perché sulla traiettoria che portava da Torino al mare e poi verso la costa azzurra, Remo Pastori fonda una seconda galleria Il Punto a Calice Ligure, nell'immediato introterra di finale entrando andando ad alimentare quella spontanea congeria artistica che se nel settembre del 1970 Dragone descriveva ancora come una situazione che converrà tenere d'occhio, già nel novembre dello stesso anno Aldo Passoni ne sanciva la rilevanza pubblicando sulla Milanese Dars Agency un lungo articolo dal titolo A Calice Ligure, luogo sperimentale di una ricerca nel quale dava conto di quell'eclettica comunità artistica che aveva pure dato vita ad una vera e propria cooperativa di artisti, la Copart. Art. L'articolo era poi accompagnato da un nutrito reportage fotografico dal quale emergeva la forte commistione, se non una vera e propria sovrapposizione tra attività artistiche e vita quotidiana che si svolgevano in paese. Tra questi si vedono ritratti a piccoli gruppi o isolati, artisti, collezionisti e galleristi come ad esempio Reggiani, Bertini, Dova Castaldelli, Mambor, Pastori, Giorgio Ciam della nuova triade. Che vengono poi tutti riuniti in questo scatto che dà conto di quella variegata e apparentemente felice libera comunità umana e artistica. Ma questa, diciamo, è, non è una storia prettamente torinese, quindi qui mi fermo e chiudo augurandomi che questa densa rassegna abbia almeno per sommi capi un poco riordinato le idee sul punto eclettica e dissennata Galleria Torinese. Grazie. Ecco, grazie a Vanessa Martini. Ci siamo già detti che riserveremo un momento di discussione al pomeriggio di, di domani, ecco, non al termine di ciascuna sessione perché il menu è vario e abbondante e io lascio quindi subito il microfono a Barbara Cinelli che modera la sessione del pomeriggio. Scusa, ho visto Barbara che alzava A Flavio Fergonzi che modera la sessione del pomeriggio che è sulle gallerie romane. Quindi Barbara sarà una speaker. Grazie. Grazie. Allora, il passaggio è un po'. Forte Torino-Roma, eh. ci sono relazioni su gallerie molto note che hanno segnato di fatto la storia della modernità, Salita, Tartaruga, Attico e altre su gallerie, che so, eh, obelisco ovviamente, e altre su gallerie che hanno, sono un po' più, come dire, sotto traccia, Medusa, qui arte contemporanea. È anche bello questo come dire, incontro di storie che sono molto diverse, che hanno proprio ehm, masse critiche di artisti e, e peso nella definizione della modernità molto diversa. Eh, lascio a Barbara la parola per, anche perché eh, insomma è in buona parte o in una certa parte la l'officina che lei ha fatto partire con il suo insegnamento di storia dell'arte contemporanea a Roma 3, eh, è grazie insomma a questo insegnamento e all'energia che ha fatto partire che si deve una buona parte del progetto Maconda e anche molte delle ragioni per cui noi oggi siamo qui. Allora, eh, io <coughs> volevo fare due piccole premesse, uno chiedere scusa per il PowerPoint perché erano tutti bellissimi, il mio non è granché, ma poi in separata sede posso anche spiegare perché comunque questo è. E due, ehm, poiché due decenni di eh, gallerie d'arte contemporanea a Roma sono veramente tanti, la mia scelta è stata quella di fare eh, degli affondi con alcune stazioni dell'arte. Cioè eh, io vi ehm, darò delle indicazioni ad annum eh, per quegli anni che dal mio punto di vista sono stati importanti in alcune gallerie. Non parlando delle singole gallerie che eh, verranno invece trattate da tutte le persone che parleranno dopo di me. Intanto la prima eh, spiegazione che vi devo è quella del titolo. Il mio titolo era un po' criptico, dalla crisi dell'informale all'archeologia dell'avanguardia e in realtà è costituito da due citazioni. La prima citazione si deve a una ehm, intervista rilasciata da Gian Tommaso Liverani che nel 2002, facendo riferimento alla famosa o famigerata mostra Roma 65 pittori, eh, che si aprì l'11 novembre, anzi il 18 di novembre, il 16 novembre, alla Galleria La Salita, parlava della crisi dell'informale, anzi a, addirittura di una rottura completa dell'informale. La seconda eh, citazione è eh, invece da un è il titolo di un articolo di Ehm, Maurizio Fagiolo dell'Arco, Archeologia dell'Avanguardia, pubblicato su Qui Arte Contemporanea nel 1975. Quindi, fra questi due estremi cronologici, adesso io provo a mettere dei segnali che poi potranno essere eh, da voi contestati, smentiti o ehm, oggetto di approfondimenti anche domani pomeriggio. Allora eh, tornando indietro, quindi penso che per tornare indietro fa così. Allora, ehm, la, prima, ehm, la prima osservazione che vorrei fare è questa. La mostra 5 Pittori Roma anni 60 è molto famosa. Mi è sembrato interessante cercare di eh, porre alla vostra attenzione un contesto. In questo 16 novembre in cui si apriva la salita, questa mostra con i monocromi che tutti conosciamo, che cosa si vedeva a Roma? A Roma si vedevano... Delle ehm, manifestazioni del tutto difformi. Alla Galleria dell'Obelisco, per esempio, Irene Brin e Gaspero del Corso annunciavano una mostra, fiori, di Flair Kauls, che eh, è la um, eh, come dire, immaginifica fondatrice del periodico, del magazine Flair. Che per 12 numeri nel 1950 si inventa un periodico che è una eh, fantasmagoria rutilante di ehm, ehm, soluzioni grafiche e tipografiche, di cui vi mostro qualche esempio perché voi possiate capire come chi percorreva Roma dalla salita passa l'Obelisco si trova di fronte immagini come queste. Sono le tavole, dei, alcune delle tavole dei 12 numeri di Flera. Eh, un periodico talmente costoso che Flair Cowles manda a spianto il marito che era un magnate americano. Fra eh, le soluzioni di questo periodico eh, c'erano anche eh, pagine che si aprivano e all'interno di queste pagine c'erano degli inserti che potevano essere lettere, potevano essere pop-up eh, o eh, mh, dire altre eh, invenzioni o anche invenzioni grafiche che eh, io vi mostro perché sono convinta che una delle forze del progetto Maconda è quello di poterci sollecitare a capire un artista che girava per Roma o un critico che girava per Roma per poi dopo scrivere eh, le introduzioni a questi piccoli cataloghi, che cosa assorbiva dal panorama visivo che gli veniva proposto dalle gallerie. Eh, questo quindi era l'obelisco. All'attico una mostra di Crispolti su Edgardo Mannucci, che aveva avuto fra l'altro la sua prima personale degli anni prima all'obelisco, alla Medusa invece, che era l'altra galleria gestita in qualche modo da Crispolti, eh, il tedesco Winter. Ma la cosa interessante di questo cata piccolo catalogo che voi potete trovare su Maconda è che non c'erano testi per Fritz Winter, ma c'era invece... Un ehm, riassunto che Barilli faceva e firmava sulla prima monografia americana di gorky con una introduzione di Shapiro che era stato recensito nel 1959. Quindi la medusa, di cui noi, eh, a cui noi associamo sempre un'idea di galleria, di retroguardio, comunque di non aggiornamento, invece si aggiornava assolutamente perché in questo cataloghino di Fritz Winter viene segnalata una monografia americana con introduzione di eh, Meyer Shapiro, recensita soltanto l'anno prima. Quindi devo dire che questo già sposta la nostra idea sulla medusa. Alla tartaruga c'era una collettiva di burri consagra di Kuning, Matta e Rotko, non mi soffermo su questo perché poi ne parlerà Elisa Francesconi, ma quello che mi interessa invece è... Darvi un'altra informazione perché io non ho ritrovato il catalogo. Ma in quel 1960, alla Galleria Trastevere di Topazia Alliata, esponeva un raggruppamento del tutto diverso: Manzoni, Bonalumi, D'Adamaino, Biasi e Massironi. Quindi, voi capite che uscendo da Torino, per cui abbiamo in qualche modo disegnato una mappa abbastanza compatta, entriamo dentro Roma, dove. Tutto si confonde. Cioè Roma è questo, è questo in generale ma è questo anche per la storia delle gallerie. Cioè a Roma possiamo entrare tutti e tutto può entrare. Eh, L'altra cosa che volevo mh, ricordare è che è vero che Riverani dice che con la mostra Romani 65 Pittori c'è la rottura dell'informale, ma l'informale era già stato negato sull'esperienza moderna di cui vi faccio vedere la copertina del 1959. E la Tartaruga nel 1957 era eh, proprio per questo suo legame con Vivaldi, che sosteneva la rottura dell'informale, era su arte visiva e pubblicizzata come la Galleria di Punta. E sei mesi prima, cinque mesi prima di Roma anni 60, questo è il depian della mossa di Cunellis, che quindi mi pare che come rottura dell'informale, come dire. Eravamo già avanti a Roma. Anche se nel frattempo Belisco, Medusa e Lattico, come dire, domandiamoci che cosa facevano. 61 Cunellis, Schifano e Tuombli e Mario Schifano, La Tartaruga. Ehm, al, dopo, quindi, questa è il primo, la prima stazione dell'arte. La seconda stazione è Galleria Odissia 1965, Una Generazione. Allora, questa Galleria Odissia di cui purtroppo non esiste l'archivio, ma si può fare una ricerca mediata, perché se si va su OPAC vengono fuori molti cataloghi della Galleria Odissia, naturalmente dispersi da varie parti, ma si può capire che la Galleria Odissia, che si dice fondata nel 57, già nel 60 faceva eh, diverse mostre. Nel 60, per esempio, espone Vacchi e Romiti, che sono... Artisti di Arcangeli che in quel momento ha un buon rapporto con Roma. Questa è la copertina di una generazione. Vedete dai nomi che c'è un raggruppamento assolutamente non romano-centrico: infatti, i testi sono non solo di Marisa Volpi, che è romana, ma sono anche di Boatto, che è un romano atipico, ma sono soprattutto di Barilli e Dorfes. E accanto ai romani, tano festa, ci sono anche. Milanesi come castellani, ma Milanesi anche come Adami, recalcati, concetto Pozzati non milanese naturalmente, Aricò, Schifano e ritornano i romani e l'uscio del pezzo. 1965, un'altra notazione a margine, questo è un catalogo del 1960 dell'obelisco, però ve lo metto perché 1965 eh, c'è una mostra interessante che è la mostra di Titina Maselli eh, al, mh, alla Nuova Pesa. Allora, noi dovremmo, prima possibile, cercare di eh, arricchire Maconda con gallerie che non consideriamo di tendenza per l'avanguardia, ma che invece erano molto importanti. La Nuova Pesa e Fante di Spade sono due gallerie che negli anni eh, 60 a Roma vanno per la maggiore ma non sono mai state considerate perché essendo in atto a Roma una specie di scontro fra gli intellettuali che non, erano ad, 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 che non aderivano al PC e che erano però di sinistra e invece quelli che aderivano al PC, allora quelli che aderivano al PC dove andavano a comprare i quadri, scusate la volgarità con cui ve lo dico, però era così, andavano al fante eh, di spade e alla nuova pesa dove esponeva sempre Guttuso, che era... Considerato da Maracoccia, nei suoi ricordi, il cattivo pontefice dell'arte a Roma. Poi su questo, se volete, possiamo tornare. Questo è, la, è il catalogo della mostra di Titina Maselli all'Obelisco nel 50. Quello che mi interessa, però, l'ho messo come memento, perché nel 65, mentre all'Odissia c'è eh, una generazione con gli Schifano, Aricò del Pezzo e, e quant'altro che abbiamo visto. Titina Maselli espone alla Nuova Pesa con un'intelligente recensione di Giuliano Briganti sull'Espresso. Altro punto da tenere presente perché cominciano a entrare sulla scena dei critici personalità come Giuliano Briganti che si stanno avvicinando alla storia dell'arte contemporanea da un'angolazione di storico dell'arte antica. E qui bisognerebbe aprire tutto un discorso che poi potremo aprire. Che cosa dice Giuliano Briganti su Titina Maselli? Dice... È interessante questa mostra perché siamo nel 1965, siamo in piena avanguardia, ma la questione è sempre quella antica del confronto con questa eterna e sempre diversa benedetta realtà. Siccome sono gli anni della nuova figurazione, sono gli anni della, di una realtà con cui si scontrano anche eh, i giovani romani, mi sembrava importante segnalarvi questa cosa. Odissia, fra l'altro, però, noi sappiamo che è per antonomasia la galleria di Schifano, che è qui al, a capotavola con eh, Odissi e suo marito Federico Quadrani, che è il vero gestore della galleria, e i coniugi consagro dall'altra parte. Odissia fa tre mostre in fila di Schifano, questa è l'ultima, quella del 65, in collaborazione con la galleria Marconi di Milano. Ma nel 65 ci sono anche altre mostre, perché eh, alla, allora, eh, alla Medusa eh, abbiamo, eh, eccolo qua, alla Salita abbiamo Lorenzetti. Questa è l'ultima pagina del catalogo della mostra di Lorenzetti alla Medusa, con tre testi importanti di Marisa Volpi che ce la possiamo aspettare. Cesare Vivaldi che dal 60 passa da Plinio alla salita e scrive moltissimo per la salita, ma soprattutto un testo di Carandente. E questo forse ci fa un pochino più, ehm, quindi ci incuriosisce un pochino di più. Carandente ha un testo che ci dà due notizie importanti. Uno... Che Lorenzetti aveva avuto la prima personale alla Galleria di Topazzi Aliata e questo ci conferma quello che vi dicevo prima, cioè che ci sono gallerie che sfuggono al nostro censimento ma che sono importanti. E che eh, era il più giovane artista chiamato da Carandente a Spoleto 62, quindi, problema di una scultura contemporanea. Tra l'altro, Vivaldi c'ha un'immagine bellissima, dice che Lorenzetti nel suo laboratorio aspetta di far partire i su le sue sculture missili che andranno fra le stelle. Eh, poi c'è questa mostra che avevo anticipato a Flavio, sempre nel 65, Innocente, alla salita, 6 aprile del 65, con questa bellissima opera che si chiama Jasper Johnson. Eh, spero che si veda bene perché mi sembra assolutamente incredibile. A fianco vedete la fine del testo su Jasper Johnson che è di ehm, Mario Diacono, quindi un uh, duetto incredibile per Jasper Johnson, eh, Mario Diacono e Cesare Vivaldi, che in quel momento eh, vogliono fare anche una uh, rivista di poesia contemporanea. Quindi, di nuovo, tenere presente, soprattutto per Roma, questo binomio fra... Letterati, poeti, critici e sperimentatori della lingua che ritorna anche in questa mostra di Teodosio Magnoni alla salita 27 aprile 65, perché la presentazione di Vivaldi si accompagna a un poemetto di Alfredo Giuliani che si chiama Rudimenti Visivi. Eh, e finalmente arriviamo alla Medusa del 65, dove abbiamo Magritte, eh, di cui ho messo queste due immagini soprattutto perché la prima potrebbe darci motivo di fare delle riflessioni sulla mostra contemporanea Odissia una generazione e eh, questa che poi rivedrete anche in una eh, successiva comunicazione di eh, andrea lanzafame contemporaneamente eh, quanto tempo ancora? Eh, contemporaneamente abbiamo eh, la Galleria Malboro, che però forse mi sono sbagliata perché non la vedo qua, eh no, mi dispiace, non ve l'ho messa, ve la racconto solo, alla Galleria Malboro Carla Lonzi presenta una mostra di Turcato. Io avevo inserito questa immagine della Galleria Malboro perché la Galleria Malboro arriva per ultimo in questa cronologia. Nel 62 questa multinazionale delle gallerie, che aveva già sedi a Londra, a New York, eh, decide di sbarcare a Roma perché in quel momento il mercato dell'arte tocca l'apice, c'è uno scambio di volumi, eh, di volumi, diciamo così, di affari incredibile. Questo viene certificato se si segue sull'Espresso la rubrica di Oberon sul mercato dell'arte. Si capisce che c'è un incremento che è cominciato subito negli anni 50, poco dopo gli anni 50 che è cresciuto esponenzialmente e ha raggiunto nel 62 l'apice. Quindi in lo sboom c'era già stato un pochino prima, però c'era già stato in Europa, mentre invece qua sembra tenere ancora. Infatti Marlboro arriva qua, allora a Milano stava tenendo più che a Roma e infatti Oberon che cosa dice? Eh, quando nel 62 c'è l'apertura di Malboro una sorpresa per la città di Roma, una città in cui l'Agnam non possiede ancora un'opera impressionista perché Malboro come dire, eh, vendeva e, e comprava e proponeva cioè, proprio dagli impressionisti a, ai cubisti a, a, alle avanguardie storiche, cioè non è che si spostava tanto di lì. Ma sbarca a Roma e ehm, Dentice nel 64 ricorderà che l'apertura di Malboro Re aveva reso il mercato romano interessante quanto quello milanese, quindi ricordiamo che dietro tutto questo nostro lavoro sulle gallerie, in misura diversa, ma c'è sempre il problema del mercato: si va dove si vende e si propone qualche cosa che si spera che se non si vende ora, si venderà domani. Eh, e Carla Lonzi fa un'introduzione a Turcato: Turcato viene esposto alla Marlboro, che poi esporrà Burri, Vedova. Gio Pomodoro, eh, cioè, artisti assolutamente sicuri sul mercato. Carla Lonzi lo scrive non per via del mercato, ma Carla Lonzi lo scrive perché per lei è l'occasione per rivendicare attraverso questa introduzione a Turcato il ruolo della pittura. Cioè Carla Lonzi, allieva di Longhi, eh, tiene, tiene comunque, terrà comunque sempre al fatto della pittura. Cioè, tu sei un pittore, tu devi dipingere. Turcato dipinge. Eh, altro salto e altra galleria di cui purtroppo bisognerebbe recuperare l'archivio, Maracoccia, che apre nel 63, dopo essersi formata alla Medusa di Bruni, nel 63 apre la sua galleria con pochi mezzi, fa mostre sempre intelligenti ma senza mai una... Linea troppo precisa perché più che altro lei è amica degli artisti. Quindi eh, considera che Dorazio è un grande artista, considera Perilli suo amico, aiuta, Diego, aiuta Franco Angeli perché gli vuole bene. Però poi nel 68 fa questa mostra che si chiama Il Percorso, di cui noi sappiamo adesso tutto, dopo che la Bonetti ha studiato le lastre delle fotografie che sono depositate all'Istituto della Grafica a Roma e dice nei suoi ricordi che non aveva i soldi per fare il catalogo, Celant voleva fare questa mostra con me, chissà se è vero, ma potrebbe essere pure vero, però se mi aiutava a fare la mostra la voleva chiamare Arte Povera, io avrei voluto i soldi per il catalogo, io la volevo chiamare il percorso, il catalogo non c'è. Questa è una pagina di carta bianca, perché su carta bianca invece c'è l'articolo per questa mostra. Altro stacco e altro salto mortale. Eh, andiamo al 1975. Di mezzo c'è una cosa. Allora, di mezzo c'è eh, documenta 1972, in cui in qualche modo eh, è arrivato l'iperrealismo. Poi c'è eh, tutto un recupero dell'Ottocento, negli anni '70, di cui abbiamo alcune mostre importantissime sulla pittura dell'Ottocento in Germania, la pittura dell'Ottocento in Inghilterra che si fanno che sono mostre del British Council che si fanno tra il 72 e il 74 poi nel 74 arriva la grande mostra di David a Delacroix e allora questo che cosa significa? Significa che negli anni 70 che sono in qualche modo eh, contrassegnati da una contrapposizione abbastanza schematica fra ehm, un da una parte c'è un'antinomia fra opere e comportamento, da un'altra parte c'è un'antinomia fra imperialismo e concettualismo. In tutto questo si insinua questa riscoperta dell'Ottocento che ha una doppia faccia, cioè una faccia come dire, pericolosa e una faccia fruttuosa. La faccia pericolosa è che questa riscoperta dell'Ottocento, come disse Haskell in una famosa recensione a De David de la Croix, poteva benissimo. Eh, mh, orientare anche il mercato e la produzione dell'arte contemporanea verso delle espressioni, come dire, un tantino kitsch. Perché adesso metto questo album Picabia, perché nel 75 Pistoi chiude la galleria a Torino e si trasferisce a Roma, dove eh, comincia la, dove apre, entra in società con Luisa Laureati. La prima cosa che fanno insieme è la presentazione dell'album Picabia che era stato stampato a Torino eh, dalla, da notizie con, a cura di Maurizio Fagiolo dell'Arco, che infatti nell'articolo eh, che vi facevo vedere in apertura, Archeologia dell'Avanguardia, mette in basso, lo vedete, una eh, immagine tratta dall'album Picabia. Fagiolo dell'Arco è il curatore eh, della mostra ehm, torinese su Picabia, che è scansionato, su, ehm, scansionato su, su Maconda, di cui qui vi faccio vedere un'immagine. Un, un anno dopo, ehm, nel 1977, ehm, Maurizio Fagiolo fa una piccola postilla alla mostra di Giorgio Griffa. Eh, che viene aperta la Galleria Malboro. Eh, in questa, eh, questo catalogo non ha immagini, ha soltanto questa è la copertina, poi all'interno ci sono soltanto testi dell'artista. Eh, aveva appena pubblicato Griffa da Martano Non c'è rosa senza spine, una raccolta epigrafica di frasi del passato da prendere come viatico per il presente. Quindi voi capite il collegamento con eh, l'archeologia dell'avanguardia. La postilla di ehm, Maurizio Fagiolo a questa antologia di testi che Griffa ha messo insieme eh, dice, inizia in questo modo: noi altri dipintori abbiamo da parlare con le mani. Questa è una citazione da Annibale Carracci. E ehm, Maurizio Fagiolo concludeva dicendo che ama questa pittura di Giorgio Griffa perché comunica silenzio e lavoro. Quindi, eh, come dire, questo è eh, il, il filo che io, avevo, eh, che io avevo in qualche modo delineato. Una piccola postilla era questa mostra, famiglia-famiglia eh, di Notar Giacomo, alla nuova galleria di Pio De Martis, La tartaruga, eh, in cui c'erano solo due fotografie: una della famiglia in cui c'è Sigmund Freud bambino. E un altro in cui c'è un'altra famiglia, cioè, questa sicuramente sarà stata molto litigiosa come tutte le nostre famiglie. E questa è una famiglia altrettanto litigiosa, perché è quella degli psicanalisti, che per essere litigiosi, si sa cosa sono, e questa invece, è una mostra del 1978 alla Galleria dell'Oca di Luisa Laureati, dove era stato presentato Album Picavia che vi faccio vedere perché è una mostra di merz Una mostra di Merz. Eh, su cui vorrei chiudere leggendovi questa recensione di Achille Bonito Oliva. È Luisa giovane. È Luisa giovane. Allora, questa mostra di Mertz metteva insieme eh, Merz con De Pisis e Carrà. Bene? Allora, questo è quello che scrive Bonito Oliva. Eh, fa un elenco di gallerie di cui non sappiamo molto. E poi dice: Questa raffica dimostre la rifondazione di alcune gallerie, il funzionamento corretto di altre, come quella di Piemonti, dimostra come l'arte di ricerca intende funzionare con un suo sistema d'insieme e nello stesso tempo approfondire il lavoro dei singoli artisti. L'arte di punta ha smesso di operare mediante schieramenti e fronti contrapposti. Ha superato le vecchie contrapposizioni tra astratto e figurativo in quanto ha affermato una nozione di arte più legata al concetto che all'oggetto ormai sono vietati gli assembramenti che mi sembrava una bella citazione per oggi anche il disco è partito è eh, di Achille Bonito Livre eh, 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 78 e una roba, eh, dopo ci sarà, dopo eh, ci sarà eh, quello buono. che allora ormai sono vietati gli assembramenti si lavora a gruppi di uno attraverso una disseminazione di iniziative e gallerie Affollate come rifugi antiaerei. Grazie. Daniela Lancioni, grazie Barbara. Eh Daniela siamo molto contenti di averla qui. Scusate. Daniela siamo proprio contenti di averla qui perché è una pioniera. I suoi studi sul, sul sistema delle arti a Roma negli anni Sessanta hanno guidato un po' tutti noi e la, la, anche proprio il suo ruolo istituzionale nel Palazzo delle Esposizioni a Roma ha consentito di avere una base dati di, docu di, di documenti che sono ancora oggi il punto di partenza di, dei, di, di gran parte dei lavori di chi lavora in questo modo sugli anni Sessanta. Ci parla della salita che è stata una specie di primo amore, no? sue, sì. insomma nei suoi lavori sulle gallerie. Allora permettetemi um, così di dirmi um, onorata dalle parole di Flavio Fergonzi, ringrazio Flavio e Barbara Beh, la Cinelli. Storia, dire. Beh, insomma, però, che c'entra? Si, si riconosce riconoscere che uno uh -huh. sia. Dunque, fra l'altro, ehm, noi al Palazzo delle Esposizioni abbiamo da poco rimesso online un piccolo database con diciamo, le nostre poche forze che spero che troverà un qualche punto di collaborazione con il vostro, dei quali vi faccio vivissimi complimenti per quel poco che abbiamo potuto vedere eh, stamattina durante la presentazione. Allora, galleria della salita, cerco di andare veloce, se sono troppo lunga tu mi interrompi, tanto la storia diciamo, è nota. Dunque, è un inizio un po' diciamo, diverso da quello che eh, è un'opinione largamente condivisa che a Roma tra la fine degli anni 50 e gli anni 60 inoltrati solo due fossero le gallerie che contavano, la tartaruga di Plinio De Martis e la salita di Gian Tommaso Liverani. Di Plinio De Martis eh, si sa molto, fotografo, impresario teatrale, funzionario del Partito Comunista Italiano, un gallerista organico alle opere d'arte che esponeva e ai compagni di strada che sceglieva. E Gian Tommaso Liverani? Nacqua a Faenza il 17 dicembre del 1919, primogenito di Pierpaolo Liverani e di Sofia Frapoli che gli avrebbero dato uh, due sorelle, Luciana e Margherita. I Liverani sono una famiglia della piccola nobiltà uh, faentina. Il padre, al momento della nascita di Gian Tommaso, possedeva un palazzo in città, una villa e terre frazionate secondo l'uso romagnolo dell'appoderamento in una quindicina di poteri di circa 15 ettari ciascuno. La madre apparteneva a una famiglia benestante di Modigliana in provincia di Forlì. Entrambi i genitori riponevano una particolare cura nella casa, arredata con quadri e mobili antichi e una collezione di ceramiche che Gian Tommaso Liverani incrementerà e che denorerà infine al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. Pierpaolo Liverani era stato nell'esercito e alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, giunto il momento per suo figlio della leva militare, si adoperò perché entrasse nel reggimento Nizza Cavalleria di Pinerolo, il più antico reggimento di cavalleria d'Italia, fondato nel 1690 per proteggere il Ducato di Savoia dalle minacce del Re di Francia, un reggimento che si rivelò di provata fede monarchica quando i Savoia divennero la casa regnante d'Italia. Gian Tommaso Liverani lasciò temporaneamente gli studi in giurisprudenza avviati presso la facoltà di Bologna e con il grado di sottotenente militò nel Nizza Cavalleria partecipò all'occupazione della Croazia, ma l'armistizio lo colse a Pinerolo. Il suo reggimento si consegnò ai tedeschi, i cavalieri tutti vennero fatti prigionieri e ammassati su un treno per essere deportati in Germania. I macchinisti del treno però erano italiani e ad ogni curva rallentavano per permettere a qualche soldato di saltare giù. Gian Tommaso Liberani saltò e tra mille peripezie raggiunse la casa. Di famiglia, per poi rimanere nascosto probabilmente a Bologna sino alla Liberazione. Dalla sua fedeltà alla monarchia rimane memoria di un solo episodio militante. In occasione del referendum del 2 giugno del 1946, quando gli italiani e le italiane vennero chiamate a scegliere tra repubblica e monarchia, Liverani fece propaganda per quest'ultima. Um, e Umberto II, il Re di Maggio, lo ricevette al Quirinale il 26 di quell'unico suo mese di regno alle nove del mattino. Undici anni dopo, dal suo esilio, Umberto inviava a Gian Tommaso Liberani un memore cordiale ricordo nel ringraziarlo per l'interessante pubblicazione ricevuta dal gallerista, chissà, forse un catalogo di Gastone Novelli o di Alberto Burri. Negli anni successivi Liverani completò gli studi in giurisprudenza e conseguì un'altra laurea in scienza agraria. Una scelta, quella di studiare agraria, suggerita dal padre, che lo vedeva destinato ad amministrare le terre di famiglia. Ma queste terre non erano poi così tante una volta scorporate quelle destinate a dotare le figlie. Pertanto Gian Tommaso Liverani, che oltre alle due lauree parlava discretamente l'inglese e il francese, Trovò lavoro presso la FAO e si trasferì a Roma. Nel 1955 morì il padre e ne ricevette l'eredità. Oltre a quella, beneficiò di un'altra eredità aggiunta dalla famiglia materna, che la madre volle subito distribuire tra i figli. Di lì a poco lasciò la FAO e aprì la Galleria La Salita, che dal 1957 rimase attiva senza interruzioni fino al 1986. Gli amici Gaspero del Corso e Giovanni Carandente certamente contribuirono a determinare questa sua nuova scelta di campo. La salita che diede il nome alla galleria è quella di Via, Senza, di via ehm, San Sebastianello, che da Piazza di Spagna sale a Villa Medici, nel cuore di Roma dovevano sede le altre gallerie della città. Altre salite eh, distinsero i successivi domicili della Galleria, quella di Via Gregoriana a pochi passi dalla precedente, e eh, quella di Via Garibaldi a Trastevere. Organizzo il mio intervento stabilendo una sorta di periodizzazione, suddividendo la storia della Galleria in quattro fasi, corrispondenti ad altrettante temperi culturali. Il passaggio dall'una all'altra non fu mai drastico. Anzi, proprio osservando le vicende di questa galleria vengono alla luce alcuni elementi di continuità tra le diverse generazioni o le diverse forme d'arte. Nella maggior parte dei casi infatti ogni nuova tappa fu un traguardo già contenuto in luce nelle scelte precedenti. Il gallerista vi approdò, spinto da una naturale vocazione ad abbracciare con coraggio quanto di nuovo si muovesse nell'aria. A riprova di questo suo coraggio, che sono in molti a riconoscergli, è il primato che spetta a Liverani di aver ospitato nella sua galleria il maggior numero di prime mostre personali di artisti che sarebbero poi diventati famosi. Solo merito alla prima fase mi soffermerò su qualche dato che spero possa interessarvi relativo ai modi in cui l'esordiente gallerista organizzò il lavoro, tra contatti, contratti con gli artisti e strategie di comunicazione. Il locale della galleria ehm, affacciava. sono cose note, comunque, su, su, una, ehm, su strada con una porta e vetri. La sala espositiva misurava metri 7,5x6. Aveva pareti bianche. E lampade, eh, come quelle della tartaruga di Leo Castelli e di altre gallerie che abbiamo visto oggi, per esempio il punto, applicate lungo il perimetro delle pareti con braccio snodabile e paralume anche indirizzabile. In alcune foto compare un altro sistema di illuminazione con i faretti allineati sugli stelli di legno, forse provvisorio o di rinforzo. I primi mh, interessi della galleria furono rivolti alle opere e alle posizioni critiche che esprimevano o riconoscevano la supremazia dei valori formali sulle esigenze rappresentative, ma che miravano e qui è ecco, quel superamento dell'informale di cui prima ba parlava Barbara Scinelli, eh, miravano a superare l'antinomia tra astrattismo e realismo, diciamo, una particolare ehm, c'è cioè, diciamo, una direzione particolare in cui si voleva superare l'informale. Liverani trovò un punto di riferimento nell'autorevolezza di Leonello Venturi e in quelle dei giovani collaboratori della rivista Commentari, diretta come è noto da Mario Solmi e da, ehm, lo stesso Venturi, soprattutto Enrico Crespolti e Nello Ponente, ma anche Valentino Martinelli che scrisse per la mostra inaugurale della Galleria 20 pittori. Nel febbraio del 1957. Prima di aprire la galleria Liverani si era recato a Milano dove aveva fatto una visita di cortesia a Gino Ghiringhelli della galleria il milione da lui considerato il mercante numero uno dell'epoca sarà Ghiringhelli a prestargli ora mi dispiace il, diciamo <ride> i documenti insomma forse non riuscite eh, non riuscite a leggere Dunque, mh, dicevamo che sarà eh, Ghiringhelli a prestargli un discreto numero di opere per la mostra inaugurale e l'intera mostra di Sergio Vacchi, la seconda che si tenne alla salita. Questa è la lettera con cui dalla Galleria Ghiringhelli mandano l'elenco delle opere che sono state spedite a Roma. La terza mostra di, della salita, eh, di nuovo una personale, venne dedicata a Gastone Novelli. L'artista nel ricordo di Liverani fu una figura influente per le vicende della galleria, la quale in effetti sostenne quella che nella rivista Esperienza Moderna, ehm, pubblicata come è noto in quegli anni dallo stesso Novelli e da Achille Perilli, veniva definita nuova figurazione. Qui eh, diciamo tratto con, con circospezione questo ehm, argomento su cui ha scritto ehm, molto eh, Fergonzi. E che, ehm, diciamo, eh, nelle intenzioni di Perilli e di Novelli, era ancora una strada per uscire dall'unpass figurativo e astratto, puntando sull'intuizione e riconoscendo al segno il potere formativo dell'immagine. Nelle pagine della rivista, l'arte era intesa come un processo di ricerca. Novelli, inoltre, aveva una visione etica dell'arte. Nell'autopresentazione pubblicata nel catalogo della salita scriveva che l'intuizione dell'artista non doveva rimanere un'espressione intimistica ma assumere il suo valore umano e la sua funzione sociale. Ora le parole intuizione, ricerca come anche utilità, quella della sua funzione di gallerista, rimarranno i termini linguistici nonché concettuali con i quali Liberani negli anni si espresse. Saltiamo per... Dunque. Tra il 1958 e il 1963, le mosse di Alberto Burri, Toti Scialoia, Ettore Colla e Mimmo Rotella offrirono il panorama, il più qualificato, di un'arte che si era rinnovata con l'uso di tecniche e materiali extra-artistici. Emilio Viglia presentò la mostra personale di Rotella nel 1959, nel presentare questa mostra scriverà una, una frase famosa, materia, faremo pittura con tutto, con tutta la materia del mondo. Negli stessi anni, nelle mostre dei più giovani, oltre a Gastone Novelli, Bisce Lazzari, scusate, questa è la mostra sì, appunto, di Burri, Uh, questa è la mostra di Toti Scialoia, Ettore Sordini, dicevamo, nelle mostre dei più giovani, oltre a Gastone Lovelli, Bice Lazzari, Carle Accardi, Ettore Sordini, Antonio Sanfilippo, Giulio Turcato e Piero D'Orazio, apparve una pittura, sì, di segno, ma che si misurava anche con il vuoto. Questa è la mostra di Rotella, la mostra di Colla, questa è Carla Accardi che si misurava sì con il vuoto, diciamo una mostra sì di segno, ma che si misurava ehm, con il vuoto, con la cancellazione, con la rarefazione fino quasi al monocromo. Questo è un quadro di ehm, Novelli e eh, D'Orazio che fra l'altro proprio in quegli anni partecipava alle mostre internazionali dedicate alla pittura monocroma. Um, sorprendenti per l'epoca alcune scelte espositive. Alberto Burri, che fece dipingere una parete della galleria di nero, mostrò tre soli quadri di grandi dimensioni, tutti 150x250. Questo è Sordini. Ecco, questi sono de, de, diciamo, dei provini sulla mostra di Burri, dove si vedono tutti e tre i quadri con tre materie diverse. Um, uh, formula ripresa da Toti Scialoia. Carla Cardi appese le sue tele sulle pareti ad altezze diverse e un dittico, uh, questo, nella mostra, questo nella prima mostra e questo invece nella mostra del 1961, è un dittico di grandi dimensioni poggiato a terra. Uh, le mostre, qui veniva dato uh, maggiore rilievo, erano accompagnate da cataloghi, sarà magnifico perché ora... Si sono tutti, diciamo, su Maconda. Eh no, eh, no. Per, io... la, per la salita ci sono un po' di problemi. Io, io mi sono offerta, diciamo, ecco, quelli della io è, molto volentieri ecco, vi mando le spese, come dire, è un aiuto fondamentale a disposizione perché il buco più clamoroso delle delle gallerie che noi abbiamo individuato è ancora la salita esatto. per ragioni organizzative, poi è venuto il covid, poi eh, insomma c'è stato qualche problema proprio. Non ho, non ho la collezione completa però come diceva insomma, Barbara ecco, Cinelli qualunque aiuto su andare. salita Penso. è ultra benvenuto. A disposizione. Dunque Spero io fra l'altro non ho messo nessuna foto dei cataloghi perché appunto pensavo Pensavi che in questo che caso fosse ridondante. Comunque, questi, diciamo, queste mostre a cui veniva dato maggiore risalto avevano di questi cataloghini con poche facciate, quasi sempre un'illustrazione o anche più di una, e quasi sempre l'elenco delle opere esposte, che ovviamente non è garanzia che siano state quelle effettivamente esposte. Nel caso della Salita, per quanto ho potuto constatare, gli elenchi delle opere esposte corrispondono con gli elenchi stilati diciamo, ad uso interno nella galleria. E dunque, c'era sempre anche un testo critico tradotto parzialmente in inglese. E nella maggior parte dei casi i cataloghi venivano stampati dall'editore romano De Luca. Per gli artisti più giovani, invece, veniva stampato un cartoncino, il taglio consueto 24x17, che consente di non sprecare carta. La Galleria avviò anche la pubblicazione di un bollettino. Ecco, questo viene distribuito con, la mostra di Gastone Novelli, con il catalogo della mostra di Gastone Novelli. Dunque, numerosi furono i critici che accompagnarono i primi anni della Galleria con ripetute collaborazioni. Eh, Lionello Venturi e Franco Lussoli, che, che, che l'Iverani omaggiava con l'abbonamento della rivista Faenza, ma soprattutto l'assidua partecipazione di Enrico Crispolti e Nello Ponente, cui si è accennato, alla quale si aggiunsero in seguito eh, quelle dei critici militanti, Pierre Stanini, Michel Tapier portato da Carla Accardi, Cesare Vivaldi. Eh, litigato oppure con Plinio De Martis della Tartaruga, Emilio Villa, idem, Vittorio Rubio, nuovo giovane Marisa Volpi e Mario Diacono, che poi rimarrà anche nel decennio successivo. Eh, da subito Liverani progettò una serie di edizioni d'arte: eh, sono cartelle con testi e stampe e un disegno originale. Chiamò le opere Collana di opere grafiche. Vedranno la luce tra il 1957 e il 1960, ciascuna dedicata a un artista, in ordine apparizione: Gastone Novelli, Carla Accardi, Gino Marotta, Enrico Della Torre e Toti Scialoia. Le immagini di queste cartelle, nella quasi totalità, vennero stampate nella storica litografia di Roberto Bulla di Via del Vantaggio a Roma e a coronamento di questa esperienza, Liberani. Pubblicò la famosa cartella intitolata Litografia con un testo uh, di Giulio Carlo Argan. Uh, scusate, questa è una brutta immagine, uh, è, il, è il De Plian con cui faceva pubblicità all'iniziativa. Um, solo in parte diversificato all'inizio il trattamento economico riservato agli artisti. Anche sui più celebri, come testimonia, questa, ora mi se, potete vedere molto bene, come testimonia questa lettera a Ennio Morlotti, um, gravavano le spese di imballaggio e di spedizione delle opere. Le condizioni a proposte a Francesco Somaini per eh, la mostra 2 con Bruno Pulga comportavano trasporto, assicurazione e catalogo a spese dell'artista. In molti casi l'editore De Luca accettava dagli artisti eh, opere in cambio delle spese di catalogo, come si legge tra le altre in questa lettera a Sergio Romiti, un disegno per il catalogo, un disegno per il cliché. Questo del 20 novembre 1959 è un vero e proprio contratto, eh, ringrazio l'archivio a Cardi San Filippo per avermi dato il permesso di mostrarvelo. È un vero e proprio contratto tra il, tra il gallerista e Carlo Accardi. Le condizioni non sono molto diverse da quelle proposte all'Accardi negli stessi anni da altre gallerie. Interessanti qui sono gli impegni assunti da Liverani, forse diciamo, sì, particolarmente interessanti. Sono quelli di realizzare una mostra l'anno dell'artista, cosa che puntualmente fece, e di curare la divulgazione delle opere, cito dal contratto, con tutte le iniziative che riterrà opportune e più favorevoli all'artista. All'Accardi spettavano le consuete spese di spedizione e quelle del catalogo. Il contratto assegnava a Liverani l'esclusiva su Roma e stabiliva anche la percentuale da riconoscere al gallerista sulle vendite in galleria e su quelle realizzate dall'Accardi a studio. Qualche traccia interessante di collezionismo emerge dai documenti. Si guarda con attenzione in quegli anni come è noto agli architetti, si menziona l'interesse del Sarto Carasceni. Le sorelle Fontana espongono i quadri, pro pro promuoveranno anche un premio di pittura espongono i quadri nei loro atelier e Liberani spera al fine di poterli vendere. qualche inglese o americano di passaggio, la contessa Pecci Blunt, l'avvocato Tancredo Gatti. Un tratto distintivo della galleria fu anche l'interesse di Liberani a far viaggiare le sue mostre, a organizzare rassegne in collaborazione con le pubbliche istituzioni. Una delle prime iniziative in questo senso è la mostra allestita in un albergo di Capri in occasione del sesto congresso nazionale dell'Associazione dei Critici d'arte, che si tenne a Napoli nel 1957. Palma Bucarelli declinò gentilmente l'invito, rivolto da Liberani, a scrivere nel catalogo. Eh sì, ehm. ah, come? Una, signora. una signora, però poi ci <ride> saranno altre partecipazioni <ride> nella corrispondenza. Siamo sui 20 minuti. Guarda, allora sì, finisco questa frase. No, fatta. ma come dire, se vuoi darci poi una campatura, una campatura ok. okay. Allora, minuto. finisco solo questa prima fase, diciamo che eh, nella corrispondenza del 1957 l'unica che recentemente ho avuto nuovamente modo di visionare già trapera la difficoltà di Riverani di a mantenere almeno in alcuni casi i suoi impegni economici, una difficoltà che lo accompagnerà per il resto della sua carriera e in alcuni ricordi ne sbiadirà la figura. Dunque, mh, posso fare se Ma volete Ma i documenti dove sono? A casa mia. A casa. <ride> Hanno una storia molto strana no, 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 che non voglio saperlo, non devo no. farlo no. determinazione gente. affidati da Liverani, eh, eh, non sì, trafugati. Sì, no, no, certo. <ride> <ride> Sono esatto, stato... ma io avevo dimenticato anche di averli, li ho ritrovati in questa occasione perché ho buttato giù tutte le... Comunque... E un paio di minuti, insomma, ci dici dove... Sì, no, ed, ed volevo soltanto dire, ehm, segnare eh, diciamo questa galleria che si è aggiornata nelle sedi, nell'arredamento, nell'illuminazione, nella, diciamo, nel, nel, nello sposare le nuove istanze dell'arte. Eh, sempre diciamo, è stato il luogo delle metamorfosi, proprio perché così aggiornato, così diciamo, presente, che è stato inevitabile, e soprattutto la galleria è stata aperta in maniera continuativa, è stato inevitabile che proprio in questo posto si, si fossero osservate, si possono osservare proprio le metamorfosi. La prima e più clatante, quella a cui accennavo dal monocromo di un Sordini o di un Dorazio alla prova un po' estrema no? dei giovani eh, della, de cinque, della, de, della salita della, della mostra sui monocromi, sono monocromi densi, no? cioè, di pittura, di materia, ma anche con, con tante aperture. Eh, insomma, e, e alla salita si capisce da dove vengono e poi la salita li accompagnerà in un certo senso. Um, soltanto due passaggi mi premeva a raccontare, e cioè quello uh, del vero, diciamo, però voglio, se mi permettete, usare le parole perché ci sono stata, um, diciamo, quando nella metà degli anni 70... Si tengono a ripetizione le mostre di un gruppo di artisti vicino a Mario Diacono, che si può dire si siano impossessati per qualche anno della galleria. Si capisce dalle fotografie. Adesso vi faccio delle foto così proprio veloci, veloci. Si capisce. Ehm... Certo, eh, innocente eh, parlo del 71 che già non c'è più, eh. Innocente c'è, diciamo, nelle mostre che tu hai citato, poi c'è in questo periodo: questa è una storia divertente di Mochetti, c'è cioè in questo periodo quando lui è diventato, non so, so environment, ehm, e, e anche a, a Liberiani ha accompagnato le metamorfosi anche dei singoli artisti. Uh, ecco, volevo raccontare questo, ecco, questa, questo gruppo che si impossessa della galleria. Se voi guardate l'elenco dal 71 al 73, bivaccano in galleria, secondo Jamo, no? una, una cosa di creazione permanente che era proprio di quegli anni. Ed è, eh, diciamo, in questo oh, momento si assiste alla metamorfosi dell'arte che da concettuale e installativa riprese le sembianze della pittura attraverso il disegno. Significativa questa mostra. Siamo nel 1973, diciamo, la prima mostra eh, insomma, di solo pittura di eh, Sandro Chia la fece con Notar Giacomo. Um, insomma, sì. Finisco qui, vi, vi ringrazio. Mi scuso per quelli di cui non ho potuto parlare. Grazie mi a te, Maria. Molto invidiosi dei tuoi documenti. Allora, tocca ad Andrea Lanzafame. Siamo sempre su una galleria di primissimo di primissimo standing, insomma, nella Roma di quegli anni lì, la, le due, i due attici, quello di Bruno Sargentini e quello di Fabio Sargentini. A lui la parola. Buon pomeriggio a tutti. Eh, una piccola premessa, eh, per me è stato un onore appunto avere a che fare con i materiali dell'attico, purtroppo non avevo materiali d'archivio in casa. <ride> eh, ringrazio molto Assunta Porciani e i suoi bibliotecari, i due Alessandri che mi hanno ospitato per moltissimo tempo, eh, con molta gentilezza e cortesia, presso le loro sedi alla Biblioteca Archivio della Quadriennale di Roma. Eh, Questo intervento in qualche modo è il risultato non di eh, delle letture consolidate o già assodate, ma di tutta quella serie di riflessioni, eh, quelle domande che io stesso mi sono posto eh, schedando, eh, leggendo, guardando, avendo a che fare con eh, questi materiali. Cercando di ritracciare la storia della Galleria Romana Lattico, è automatico e quasi inevitabile pensare per prima cosa al gennaio del 1969, quando Fabio Sargentini inaugura la nuova sede in un ampio garage situato in via Beccaria. La prima celeberrima esposizione, I 12 Cavalli Vivi di Janis Cunellis, è emblema perfetto di quel nuovo corso intrapreso dalla galleria che si sincronizza con le ricerche artistiche d'avanguardia di quella stagione. Del fitto susseguirsi di appuntamenti del garage restano oggi testimonianze strepitose e note. Ne sono esempio mostre come quella di Mario Merz del febbraio 69 che espone assieme alle sue opere l'automobile utilizzata per viaggiare da Torino a Roma o quella di Eliseo Mattiacci del mese successivo, marzo 69, che eh, entra in garage col suo rullo compressore che utilizzerà, eh, per pressare della sabbia sui pavimenti della galleria. Il programma espositivo di Fabio, che nel 69 si era anche recato a New York, come aveva fatto Gianenzo Sperone prima di lui, per intercettare i maggiori esponenti dell'ultima tendenza in campo artistico, con aperture sempre maggiori all'ambito performativo, alla danza, al cinema, Vanta artisti eh, internazionali del calibro di Solliuit. Qui vediamo proprio Fabio Sargentini che mostra con fierezza il manifesto della prima personale italiana di Solliuit, che si tiene proprio eh, nella sede di Via Beccaria, nel Garage dell'Attico, nel maggio del 1969. Eh, ma potremmo anche citare Joseph Beuys nel 72, includendo in cartellone, soprattutto nella stagione appunto del garage, che ad oggi è la stagione a mio avviso più indagata della Galleria Lattico, coreografi e performance come Simon Forti, eh, con la sua celebre mostra Danze e Costruzioni dell'ottobre 68, musicisti, festival come ad esempio eh, il Festival Volo Musica Danza Dinamite, sempre del 69, con Deborah Hay, Philip Glass, Steve Paxton, eccetera, eh, sino a spingersi ai concerti orientali sperimentali che univano eh, musica raga indiana eh, e musica rock americana. Il garage sarà attivo dal 69 al 76. A partire dal 72, Sargentini decide inoltre di raddoppiare le sedie espositive gli artisti possono scegliere se avvalersi dell'ampio spazio del garage, eh, dal sapore potremmo dire un po' underground, eh, minimale, eh, o se optare per gli appartamenti affrescati di via del Paradiso, attivi ancora oggi. Stando alle parole del gallerista, è il lavoro di Giulio Polini a far emergere tale esigenza, a partire dalle tele del ciclo La De Blur che saranno poi esposte nel 1973 in questo ambiente di atmosfera settecentesca e decadente. Ospiterà tra i tanti eventi anche performance di Gilbert and George, che vedete eh, nelle immagini, nei panni di Living Sculptures, così come quelle di Vito Acconci, Gianni Scunellis, e una seconda tornata di wall drawings di Sue Lewitt. La stagione dell'Attico, piattaforma più indagata dagli studi, è proprio quella del garage. Nonostante la proliferazione di eh, mostre ricerche ad essa correlate restano ancora alcune piste poco battute e meritevoli di approfondimento. Si potrebbe ad esempio lavorare sullo sdoppiamento della programmazione in due sedi, studiandola in parallelo, una cosa che ancora a mio avviso non è stata eh, pienamente fatta. Sdoppiamento che lascia emergere dall'altezza del 72 un mutamento in atto. Se Bois sceglie gli spazi underground del garage, Gilbert e George si installano contemporaneamente in Via del Paradiso. Eh, come potete vedere, e come dirà anche lo stesso Sargentini in alcune eh, interviste, eh, sono gli artisti stessi a scegliere lo spazio in cui esporre. Eh, questa indicazione eh, vuol dire molto di più di quello che crediamo. Eh, in questo caso, appunto, vediamo i, i due artisti che fanno le sculture viventi su un uh, tavolino, direi. Eh, di, dal sapore minimale, ma attorniati da un ambiente in stile o in finto stile, questo non saprei: eh, che ben si addice, ad esempio, al, alla colorazione dorata assunta eh, dal loro incarnato per appunto eh, la performance. Addirittura c'è un caso. Un, ugualmente interessante, che è quello di Sol Luit, che merita attenzione, perché ai Waldrowins eseguiti su muri del garage nel 69, in cui una fitta trama di linee ortogonali e diagonali formano una griglia di gusto minimal al concettuale, rigorosa ed autoreferenziale, l'intervento del 73 alla seconda personale romana di Sol Luit, che si svolge questa volta in Via del Paradiso, alterna in un ritmo più libero eh, e giocoso, direi evocativo, eh, l'alternarsi di archi di circonferenza di diversa sezione. Ricompare dunque, seppur ancora tra le righe, la possibilità di un dialogo con la storia, un dialogo libero che prende in carico riferimenti ben diversi rispetto a quelli della stagione di fine anni 60. Come sottolinea un critico come Calvesi, siamo nell'esatto punto critico in cui l'arte concettuale abbandona la spinta verso il, il futuro e implode nel recupero del passato, della storia, dell'autobiografia, dell'antropologia. Altre ipotesi di lavoro potranno emergere a partire dalle testimonianze filmiche e fotografiche relative a quel nutrito gruppo di performance, concerti, proiezioni cinematografiche e, e, che hanno caratterizzato gli anni del Garage. Attraverso il riconoscimento degli artisti che presenziavano effettivamente eh, in queste occasioni, sarebbe ad esempio possibile individuare in modo più puntuale e circoscritto eventuali spunti e fonti iconografiche scaturite da tali occasioni di incontro. Gli anni di Fabio Sargentini si suddividono dunque tra Attico in via Beccaria dal, 70, dal 69 al 76, Attico Paradiso dal 72 al 78, poi c'è una pausa perché tra il 78 e l'83 Fabio Sargentini decide di eh, lasciare, mettere in stand-by diciamo, la sua attività di gallerista per dedicarsi in prima persona al teatro. Anche questa indicazione vorrà dire qualcosa. Ehm, nella, alla fine degli anni 70 tanti eventi da lui organizzati, poco prima di eh, appunto mettere in sembra la sua attività di gallerista, eh, ricordano in, in alcuni casi, come ad esempio nel caso dell'attico in viaggio in cui eh, si svolgono alcune giornate con gli artisti su una barca che naviga il Tevere. Ricordano soluzioni adottate ad esempio in ambito teatrale a partire dal '72 quando Carlo Quartucci decide di rendere mobile la sua compagnia teatrale attraverso un camion, e quindi già questo potrebbe essere un, un altro nodo da indagare. Comunque tutte queste considerazioni non costituiscono l'unica storia della Galleria. Una storia cominciata nel 1957 grazie a Bruno Sargentini, padre di Fabio, umbro, classe 1910, appassionatosi all'arte, una volta giunto a Roma, dove intraprenderà una carriera prima da avvocato, sino poi a diventare deputato. Inizialmente aveva cominciato a collezionare pittura di scuola romana, eh, della serie come quella di Mafai, Stradone, Guttuso, e decide di aprire la Galleria Lattico al quarto piano di uno stabile in Piazza di Spagna. Sin dai esordi sarà affiancato dal giovanissimo figlio, la galleria per i battenti sotto il segno dell'informale, come vediamo da questa eh, seconda foto, colmando quella che Calvesi definisce spaccatura Roma-Milano e accogliendo i consigli di Francesco Arcangeli, inizialmente molto vicino a Bruno. La prima stagione dell'Attico abbina artisti come Morlotti, Vacchi, Bendini, Leoncillo in una programmazione piuttosto insolita per Roma. Così, l'informale di stampultimo naturalista Caro d'Arcangeli trovava punti d'appoggio anche negli spoletini, soprattutto il Leoncillo. In questa foto, appunto, che tratta dalla prima collettiva dell'Attico del novembre 57, vediamo insieme Leoncillo e Bendini, a testimonianza di questo insolito diciamo sodalizio. Altro punto interessante che spesso diciamo viene trascurato è la passione di Bruno Sargentini, quindi padre, eh, per Jean Fautrier. Eh, mentre personali saranno riservate a Jean Fautri all'Attico e saranno le prime a Roma, 58, 59 e 63, eh, in un momento in cui soprattutto eh, Giulio Carlo Argan e Palma Bucarelli si stanno dedicando proprio allo studio eh, dell'artista informale, licenziando due importanti pubblicazioni che verranno tra l'altro sia recensite in Francia, questa è una cosa interessante sulle riviste francesi, sia presentate proprio all'attico. Nel frattempo, e qui vediamo Jean Fautrier al personale del 59 e accanto invece una foto del 72, quindi con un po' di anni di distanza, la parete di Bruno Sargentini dedicata a Fautrier nella sua casa romana. Nel frattempo un giovane critico eh, come Enrico Crispolti, che insieme a Calvesi rappresentava i giovani critici di ambito romano eh, più vicini eh, a Bruno Sargentini, insieme ai più affermati arcangeli Organo e Barilli, eh, Enrico Crispolti si appresta a dedicare una mostra che rimarrà importante, Possibilità di Relazione 1960. Ehm, Nellineando un ponte che conduce dal declinante informale ormai accademizzato a riferare della figurazione, elaborando una chiave di lettura dialettica che avvicina informale e figurazione sotto il segno di un'esperienza esistenziale, analizzando la produzione pittorica di artisti come Adamia, Aricò, Bendini, Ceretti, Pozzati, Scanavino, Vacchi, eccetera, eh, molti dei quali saranno esposti a più riprese in galleria, proprio all'attico, nel corso di questa prima stagione. Eh, si tratta di un periodo problematico, quello che va diciamo dal 60-61 sino all'incirca al 65, eh, in cui questa nuova figurazione che emerge eh, può essere variamente interpretata e chiaramente si fa portatrice di... Eh, Tendenze e stimoli ben diverse, che possono andare da um, un nuovo interesse nato nei confronti di Francis Bacon, com come abbiamo già detto appunto negli interventi precedenti, eh, all'interesse all chiaramente in quegli anni per il pop sia di matrice inglese che americana, eh, che piuttosto con certe risorgenze surrealiste, perché per Chris Bolti proprio il surrealismo sarà un punto importante e fondamentale che servirà a, eh, come dire, non mortificare l'informale. Da segnalare in questa stagione un'apertura internazionale costantemente voluta da Bruno, le testimonianze dei critici testimoniano che era proprio Bruno ad attirare critici e artisti e non il contrario, eh, in un dialogo di matrice spiccatamente europea che poteva contrapporsi ad esempio al programma espositivo di una galleria come la Tartaruga eh, che ostentava un'apertura all'America ben più, ben più forte. Eh, molti di questi artisti stranieri, meno noti dei nomi di punta, erano ugualmente sostenuti dai critici più importanti, come Crispolti, che li presentava nelle varie edizioni di Alternativa Attuali tra il 63 e il 68, e Argan, godendo di una discreta circolazione in Italia, ancora da sondare sistematicamente. Un nucleo tedesco rappresentato appunto, ad esempio, dalla scultura eh, di Hiltmann o eh, dalla pittura di Oeme. Questi artisti vengono citati nel saggio introduttivo a possibilità di relazione di Crispolti già del 60, eh, così come eh, un gruppo di eh, geografia spagnola, il gruppo El Paso, sarà soprattutto Canogar ad essere esposto a più ripresa all'attico. Ho scelto queste due immagini perché fanno un po' comprendere come dire, il passaggio da una pittura ancora ancorata al gesso all'informale eh, ad un repentino cambio di marcia più eh, in direzione... Eh, Pop, se così vogliamo dire, quell'incidente in basso eh, mi sa molto di una ripresa dai disasters di Andy World. Eh, Canogara addirittura era un artista che interessava Argan e sono pubblicate alcune lettere tra le corrispondenze di Sargentini in cui Argan si informa per acquistare dei suoi dipinti per la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. Eh, e poi abbiamo la fazione francese con le Cavete Lema, che oggi abbiamo già citato: artista di Haiti che aveva poi esposto anche al punto, la personale per originariamente la prima in Italia era stata all'Attico nel 65, eh, che viene eh, presentato da Alberto Boatto, che sarà la voce che a partire appunto dal 64-65 comincerà eh, ad esprimersi, a, a delineare. Ehm, un determinato modo di presentare questi artisti che si avvicinavano sempre più alla cultura pop. In questo caso vabbè, questo dipinto mi, mi piaceva eh, intanto per le citazioni che potrebbero andare da Rauschenberg eh, a, a Rosenkiss, eh, comunque Boatto nel presentare Telemach usa dei termini che poi ritroveremo nelle presentazioni di, di uno o due anni successive. Di Pascali e Cunellis, quindi a mio avviso sta un po' preparando il terreno per ciò che verrà dopo. Eh, parla di figurazione commerciale, violenza dell'immaginazione, immaginario della città moderna e patrimonio mitico, ma soprattutto dice che questo tipo di pittura di Telemach eh, è utile a liberare la componente fantastica e psicologicamente emotiva racchiusa nelle cose e nelle figure, sino a dimostrare che si può raccontare con i cartelloni così come giocare con gli oggetti. Assieme a te c'erano okay. ehm... anche eh, artisti come Valerio Adami, attivo tra Bologna e Parigi, eh, ed anche Ejo. nel 1966 avviene la rottura tra Bruno e Fabio proprio in occasione della mostra Nuove sculture di Pino Pascali, perché Bruno decide di non appoggiare più le scelte del figlio, Bruno Sargentini non può chiaramente col suo animo romantico appoggiare la pop art e le nuove tendenze. E eh, se Fabio eh, prenderà le redini della Galleria da solo, eh, arrivando già al 67 con una mostra di questo calibro, fuoco e immagine acqua e terra, Bruno invece continuerà la sua programmazione all'Attico Senior. Questa lettera mi faceva molto sorridere perché è una lettera di Guido Renosi dalla Galleria Polymer che prende un po' in giro Bruno per la scelta del nome della Galleria dicendo che è un po' demodé, un po' belle époque. Eh, la Galleria sarà attiva sino all'84, anno di morte di Bruno. A questo punto mi sono chiesto, eh, cercherò di essere breve, per, eh, quali possono essere, diciamo, eh, quale può essere, nonostante questa rottura, una rottura generazionale, una rottura anche. Eh, dettata da gusti diversi di cui si parla sempre, di cui, Bruno, di cui Fabio Sargentini parla sempre nelle interviste, quale può essere il seme gettato dal padre che rimane anche nel figlio. Credo che uno eh, dei casi più importanti e più esplicativi in questo senso sia il revival del surrealismo promosso proprio dall'Attico, già a partire dagli ultimi anni 50, con mostre di Masson, ma soprattutto di Marguerite, Brauner e Matta. Eh, Bruno era in contatto con gli artisti e soprattutto Fabio aveva avuto un ruolo molto importante in tale revival perché era stato mandato dal padre appena ventenne a Parigi con Crispolti ed era andato a visitare la tele di Browner, era entrato in contatto con Jolas e quindi con eh, che era il mercante di Magritte. Eh, tornato a Roma, racconta tutto questo al padre e improvvisamente l'attico comincia a organizzare mostre surrealiste, che se a Torino potevano apparire un po' più comuni e a Roma. non non si erano mai viste, Calvesi racconta che esporre surrealismo figurativo come quello di Brown e Romagrit era considerato quasi reato a Roma. Eh, questo surrealismo viene ripreso ironicamente, ad esempio, nell'invito di ginnastica mentale del 69, quando Fabio trasforma la galleria in palestra per una sera, applicando un fotomontaggio del suo volto sulle, sulle mouvements per di Magritte. Allo stesso modo nel 76 organizza un, un convegno psicanalitico durante la notte di Natale, eh, in una stanza buia, con questo Le dei geometrie di Magritte, una natività invertita, eh, illuminata da un faro, ponendola quasi sotto interrogatorio, quindi è una sorta di reminiscenza che anche negli anni '70 torna. Questa eh, passione per il surrealismo, che oggetto anche di studio qui normale da parte di Giorgio Di Domenico, eh, ovviamente passa e transita anche attraverso gli artisti. Abbiamo qui gli omaggi. Eh, nel titolo, nel caso di Giulio Porini, è un po' più anche dal punto di vista contenutistico di Tanofesta per le Promenade Clit che era stato esposto a Milano nel dicembre 62 alla Galleria Sch eh, Schwarz e nel gennaio 63 all'Attico. Abbiamo poi una coincidenza che merita maggiore attenzione perché tre artisti di punta dell'avanguardia dell'Attico che possiamo identificare in Pascali, Mattiacci e Cunellis espongono anche da Iolas nelle varie sedi che si dividono tra New York. York, Parigi, Milano ed anche Atene. E proprio Mattiacci, in questa sostituzione rituale che compie a New York nel 74 alla galleria Jackson di Jackson, parlerà di un omaggio diretto nei confronti del surrealismo di Arte Magritte, cui aveva avuto accesso proprio tramite il gallerista, che era mercante a livello mondiale di Browner e Magritte. Eh, anche nel caso di Cunellis, adesso vi faccio una carrellata un po' alla David Lynch. Eh, potremmo individuare eh, i motivi, motivi iconografici tipicamente magrittiani poi ripresi dall'artista. Chiaramente tutti meritano eh, indagini più approfondite. Eh, sino ad arrivare alla spiottica di Giudetta Fioroni, questo è l'Espion che era stato esposto alla Medusa ed era di collezione della Galleria La Medusa, era stato esposto nel 65. Un altro punto che cercherò di esporre davvero in due secondi, eh, che merita a mio avviso interesse, è l'importanza di, di una corrente artistica eh, non proprio sponsorizzata dall'Attico, ma che tra 66 e 67 riceve attenzione. Eh, si tratta di tutta quella. Fazione che eh, si snoda attraverso l'optical art, l'arte cinetica e programmata, che spesso viene interpretata come eh, un periodo da cui gli artisti del decennio successivo si allontanano, ma a mio avviso costituisce una premessa eh, irrinunciabile. Eh, in questa prefazione della mostra personale Vasarely del dicembre 66, che è scritta ovviamente da Giulio Carlo Argan, che sosteneva eh, quest'arte, eh, che probabilmente viene organizzata... Sull'onda del successo di The Responsive Eye al MoMA nel 65 e eh, sull'onda anche del premio dato alla Biennale di Venezia del 66 a Giulio Le Parc, qui vi metto in confronto, ad esempio, ping pong di Boetti con le opere alla Biennale di Venezia in cui Le Parc utilizzava effettivamente delle palline da ping pong. Eh, Argan parla in questa prefazione di eh, accendere, spegnere mutamenti di stato, caldo, freddo, tutti i termini che sarebbero poi transitati attraverso l'arte del decennio successivo. Addirittura si potrebbe pensare che l'idea di eh, far invadere lo spazio da queste eh, setole di nylon che riprendono modularmente, si ripetono modularmente e eh, si snodano attraverso contrasti cromatici eh, sgargianti, una ripresa dall'optical eh, art di Vasarelli, chissà, i colori sono gli stessi. Infine eh, abbiamo qui questo confronto tra il pappagallo di Cunellis e i rilievi luminosi di Mach esposti all'obelisco nel 65 per ribadire appunto eh, lo stesso concetto. Eh, e per concludere vi proporrei, lascio stare il concetto di Luca Patella perché magari ci vuole troppo tempo, ma vi proporrei questo contributo incluso nel catalogo della personale di Josef Albers di un anno successiva rispetto a quella di Vasari lì, in cui l'artista che aveva cominciato dal Bauhaus, era poi arrivato in America, era stato il professore della generazione dei maggiori artisti dell'espressionismo astratto e del New Dada al Black Mountain College, all'altezza appunto della fine del 67, ci dice l'arte non, non è da guardare ma l'arte ci guarda. Eh, l'arte non è un oggetto, ma un'esperienza. Essere capaci di percepirla abbiamo bisogno di essere recettivi, dunque, l'arte è lì dove riesce ad acchiapparci. Credo che eh, bisogni sia necessario prestare maggiore attenzione ai contributi di artista presenti in catalogo, perché gli artisti giovani li leggevano e un messaggio del genere dato da Josef Albers doveva avere un certo effetto. Ho qui fatto un confronto con un fotomontaggio di mia invenzione, con un particolare dei concetti di Patella, che data sono proprio 64-66, in cui Patella isola delle parole e ci dice uomo capire, sentire, fare, soggetti, non oggetti. Grazie. Grazie. Ricchissima, devo dire, comunicazione, piena di riferimenti, di relazioni. E, e poi niente, poi c'è questa grafica, questo lettering straordinario del, del, dei cataloghi dell'Attico di, di Fabio, che sono veramente una, una grande novità, un grande esercizio dell'occhio. Elisa, Elisa Francesconi che ha fatto dell'interrogazione su quella Roma lì e su quei materiali, su quei cataloghi, il fulcro da cui partire per una quantità di cose che stanno un po' cambiando, è eh, lo statuto del, del modo in cui noi guardiamo la storia dell'arte italiana degli anni 60. Sono molto contenta che possa parlare oggi sull'attività editoriale di Plinio De Martis, mostre, testi. E immagini dell'archivio, che sapete è pubblico fortunatamente da, da qualche anno, della Galleria della Tartaruga. Um, con molto piacere ad Elisa, lascio la parola. Sì. Io per l'appunto non vi parlerò di strategie espositive, ma di strategie editoriali eh. a Roma in quegli anni, insomma a partire dalla fine degli anni 50, cercando di portarla un po' fino agli anni Ottanta. Parto dalla tartaruga ma integro con qualche documento che ho trovato nel tempo. Se si escludono gli inviti prodotti per la mostra inaugurale Cosacchi da Ridere del febbraio 1954 e quella in maggio del 1954, il primo biennio dell'attività espositiva della tartaruga è documentato dal bollettino della galleria, un piccolo formato di quattro facciate con testi e immagini stampati in bianco e nero su una carta molto leggera che consente di ragionare sulle motivazioni e sull'intenzione di De Martis, sul costante e attento dialogo che si protrarrà negli anni tra testi e immagini, ma anche di confrontare la sua produzione editoriale con quella di altre gallerie romane, di cui richiamerò per ampliare il programma di queste giornate solo quelle di cui mi sto occupando in questo periodo, La Nuova Pesa, Ugo Ferranti e La Ciac. Il primo di 22 bollettini pubblicati tra il novembre del 54 e il maggio del 56 e che documentano una, una scansione di mostre abbastanza regolare, almeno due al mese, vide le stampe per la mostra di incisione e disegni di Maccari del novembre 1954. Ad un'attenta lettura questo documento conferma il ruolo di protagonista di Maccari, non solo in qualità di consigliere di De Martis nella gestione degli inizi della galleria, ma anche nel suggerirgli, a mio avviso, l'impostazione del bollettino. Si riconosce infatti la verve del vignettista del mondo nell'ironia sottesa a questo primo numero e nei rimandi che lo contraddistinguono, a cominciare dal dialogo che si snoda tra le righe dei due principali testi, il primo una testimonianza di Nicola Ciarletta, il secondo un'intervista a Mino Maccari. Ciarletta parla di un artista proficuo e stancabile, lo definisce un genio industria e fertilissimo, ma anche leggero e scansonato, a conferma del suo spirito che voglio mettere in evidenza. Venendo all'intervista a Maccari, bisogna prima di tutto rilevare che si tratta di una dichiarazione non di repertorio, ma concessa in occasione della mostra, un dato inusuale da rotocalco piuttosto che da prodotto editoriale di galleria in quegli anni. La premessa dell'intervistatore, anonimo per esigenze di copione, ma con ogni probabilità lo stesso De Martis, specifica che sono riportate le sole dichiarazioni che Maccari ha autorizzato a rendere pubbliche. L'argomento della conversazione sono gli attuali problemi dell'arte, così sono definiti. Maccari insiste sulla serietà che deve contraddistinguere la professione del pittore, a cominciare dalla scelta dei materiali che devono risultare duraturi nel tempo a garanzia degli acquirenti, ma lamenta come il mercato sia condizionato da altri criteri e che in parte la colpa debba addossarsi, e cito: alla prepotenza e all'invadenza dei filosofi, non escluso l'amico Ciarletta. Costoro si sono installati nei galli vitali e vitalizi del mercato, seducendo mediante sillogismi e sofismi i poveri tecnici delle mostre e dei concorsi. Nonostante l'attacco, ironico o polemico, all'amico charletta la questione introdotta non è marginale e va tenuta presente anche nel riflettere sui materiali editoriali di galleria, perché riguarda lo scorlamento tra quelli che notoriamente sono i protagonisti del sistema, artisti, critici e galleristi. La questione di cui il bollettino si fa spesso interprete e portavoce è particolarmente importante per lo scenario romano, dove gli artisti, a cominciare da questi anni, ma soprattutto nel delicato momento di passaggio al posto informale, lamentano incomprensioni e fraintendimenti della critica. Una conferma viene anche da un ricordo di Castellani che proprio a proposito del sistema delle gallerie degli anni Sessanta ha dichiarato Roma era la critica, Melano il mercato. Il tono satirico di Maccari sfocia nel gioco e nell'ironia diffusamente nel bollettino, già nella soluzione di presentare diviso a metà un ritratto a figura intera dell'artista, che si ricompone solo quando, chiuso il bollettino, diventa inaccessibile allo sguardo. Ricomposto, il ritratto di Maccari ha un'apparenza non molto dissimile dal ritratto di Mario Mafai, pubblicato nel bollettino della sua personale del febbraio del 1955. Il confronto non è arbitrario, poiché nella docu documentazione fotografica della Galleria di quei primi anni i due artisti sono spesso associati. Ricomporre il corpo del, di Maccari, dunque, implica per il lettore un'azione. L'idea potrebbe essere stata suggerita dall'occasione in cui la fotografia era stata scattata, ovvero durante il movimentato allestimento di una mostra alla Galleria La Vetrina nel 1953, quando Maccari, proprio insieme a Mafai aveva scenato una recita, un'azione, una danza davanti all'obiettivo di De Martis. La tipologia del ritratto d'artista, frontale a figura intera inoltre, non trova altra ricorrenza nei successivi bollettini, dove il ritratto trova eventualmente una maggior valorizzazione nel formato che include il mezzo busto o poco più. Insisto nel sottolineare il valore del ritratto fotografico dell'artista perché sarà una costante nella produzione del fotografo gallerista De Martis e assumerà una sempre maggior centralità. A convincere ancora del tono ironico, polemico, satirico, che oltre al primo appare a informare anche i successivi numeri del bollettino, è inoltre la rubrica del notiziario, nella quale a informazioni di cronaca artistica sono intramezzate notizie dal tono decisamente più leggero. Giuseppe Marchiori è raffreddato, inviamo all'illustre critico auguri di pronta guarigione. Oppure l'Accademia di San Luca in Subuglio per la successione di Carlo Siviero, i candidati superano la ventina e in alcuni casi la sessantina. O ancora alcuni tra i migliori depisis di eccezionale interesse sono esposti alla galleria la vetrina di Chiorazzi, fra i quali si nota un bellissimo tamburi. Il bollettino, con il suo notiziario, è uno strumento di informazione periodica per la tartaruga. Ma bollettino e notiziario sono anche due generi distinti in uso presso le gallerie. Dal 1964 per la galleria La Nuova Pesa, diretta da Alvaro Marchini, il notiziario è una rubrica sempre affidata a Antonello Trombadori e pubblicata a conclusione del catalogo di mostra. Ma anche per la Nuova Pesa, come del resto la tartaruga o la medusa, il notiziario era nato come alternativa al catalogo di mostra o come il catalogo stesso. Possiamo citare il notiziario di Guerreschi del febbraio 1963 che presenta alla fine anche una rubrica dal titolo Notizie dal mondo dell'arte. Oppure il quattordicesimo notiziario stampato per la mostra di Renzo Vespignani che si apriva con il testo Vespignani oltre il caos a cura della galleria, seguiva un testo a firma di Giancarlo Vigorelli, una pagina dal diario di Vespignani, le riproduzioni di sette delle 33 opere citate in elenco. Questo numero si concludeva con le ultime battute di un'animata polemica che contrapponeva le ragioni della critica a quelle del mercato e alle necessità della figura professionale del direttore di galleria. La polemica era, inizi era iniziata sulle pagine del tredicesimo notiziario ed aveva coinvolto Alvaro Marchini e Maurizio Calvesi. Quest'ultimo, incaricato di curare presso la nuova Pesa, la mostra alla scuola romana Ieri e Oggi, esposizione che probabilmente proprio. A seguito di incomprensioni e divergenze di opinione, non fu realizzata. Un incidente non inconsueto: se il dodicesimo bollettino si era aperto con una rettifica per la dottoressa Palma Bucarelli firmata da Antonello Trombadori. Dati che identificano nel bollettino o nel notiziario anche degli strumenti di dibattito attivo e nelle gallerie luoghi vigili e aggiornati sull'attualità. Dal dibattito non fu esente la tartaruga, con la nota apparsa tra le altre sul bo bollettino della mostra di Attardi del maggio 56, in cui si lamentava non sufficiente spazio nei quotidiani di pezzi di critica o recensioni di mostre. Ma al contrario, e sembrerebbe una contraddizione, per la salita il bollettino pubblicato nel primo periodo di attività è proprio un foglio di rassegna stampa sulla mostra. In questo caso, pubblicato in febbraio-marzo 57, a seguire la mostra inaugurale 20 nomi per la quale era stato stampato anche il catalogo. L'ultimo bollettino di De Martis è del maggio 56, il primo di Liverani del febbraio 57, con uno scarto dovuto semplicemente al fatto che la salita inaugurava in quell'anno. Ma nel 1960 i due sembrano allinearsi e in qualche modo guardarsi. Per la salita il bollettino diventa bollettino 1959-60 una pubblicazione annuale sugli artisti che hanno esposto in galleria. A ciascuno sono dedicate due pagine con il ritratto, una nota biografica e la riproduzione di un'opera. Il bollettino 5960 si apriva con una, con una pagina che mostrava due fotografie della sala d'esposizione. In quello stesso anno anche la tartaruga ri ricorrerà ad una formula ehm, in parte analoga, ma solo in parte con un album che interessava la stessa stagione 59-60. La pagina in cui sono riprodotte le fotografie di De Martis della mostra Klein, Rothko, Scarpitta, Tombly dell'aprile del 57 è preceduta però da una, una nota esplicativa, una dichiarazione di intenti che chiarisce le motivazioni che muovevano De Martis rispetto a Liverani e fa emergere la sensibilità con cui considerava e di conseguenza pensava e realizzava le edizioni della galleria. Una sensibilità che caratterizza tutte le sue azioni, compresa la tendenza ad una costante sistemazione del proprio archivio e la conseguente e immediata valorizzazione. La nota informa: questa è una raccolta di cataloghi delle mostre che la Galleria ha allestito nella stagione 59-60. Ci sono inoltre delle riproduzioni di opere e cataloghi di alcune mostre degli anni precedenti e quattro pagine con quadri degli artisti di cui ha, e poi è cancellato con il bianchetto, ma credo che. Sotto ci fosse scritto la rappresentanza e l'esclusiva. Perilli, Tombli, Novelli, Cunellis. Si di un non si tratta quindi di un panorama completo dell'attività di questi ultimi anni, ma una, una specie di rapido riassunto che il nostro lavoro. Seguono dunque le pagine dedicate a cataloghi e manifesti dal 57 al 59 e un'intera sezione per il 59 60. In verità quelli riproposti nell'album non sono tutti cataloghi come indicato e soprattutto per la stagione 59-60 si tratta di manifesti o locandine che sono riprodotte nell'album fronte retro a tutta pagina. Sul retro è presente talvolta un testo di presentazione, in alcuni casi la riproduzione di un'opera esposta in mostra o frequentemente uno schizzo realizzato appositamente per la locandina come nel caso di questo schizzo di Tomli del 58. Questa è la tipologia di documento genericamente in uso alla tartaruga tra il 58 e il 62, un periodo dunque in cui la produzione è omogenea ma limitata nel genere. L'album si ferma alla mostra di Cunellis del giugno 60, restano escluse dunque le ultime mostre dell'anno, ma le cancellazioni della premessa e la, pre e la presenza nell'archivio di questa sola copia potrebbero lasciar supporre che si tratti di una bozza. Certamente l'album non era ancora pubblicato nel febbraio 1961, quando sul primo quaderno della tartaruga era annunciato la galleria sta preparando un album formato 30x30, una raccolta completa dei cataloghi delle esposizioni allestite nel 57, 58, 59. Qualsiasi sia stato il destino dell'album, questo costituisce una testimonianza significativa del fatto che De Martis considerasse i cataloghi e i manifesti documenti, documenti da tramandare e raccogliere in una pubblicazione. Nonostante nella nota parli di cataloghi, chiamarli manifesti o locandini a stampa, nel gergo in uso per le gallerie, è nel caso della tartaruga una precisazione fondamentale per distinguerli da un altro prodotto che in quei primi anni ha accompagnato le esposizioni, i cosiddetti cartelli della tartaruga, fogli o cartoncini di formato 50x60, prodotti in esemplare unici dagli artisti in occasione della loro mostra. Alcuni cartelli sembrerebbero essere la bozza della versione a stampa del manifesto per la mostra di Castellani e Manzoni del 61. Oltre al cartello, una superficie per castellani e una crom di carta per manzoni, fu proposta una sorta di installazione in cui la locandina stampa era affissa al telaio della tela. Il progetto dei cartelli, che vedrà la luce tra il 54... Quattro... Sì, eh, esatto. Una roba <ride> esatto. Lo prendi, lo metti sì. là e diventa poi ma in realtà nell'archivio ha conservato una fotografia di un'opera molto simile di Polini che io non conoscevo con un piccolo obelisco dietro. Il progetto dei cartelli che vedrà la luce tra il 54 e il 62 verrà ripreso con il Teatro delle Mostre quando il cartello assunse una dimensione direi ambientale installato su una parete della galleria che andava progressivamente riempendosi nei giorni della messa in scena dell'evento. Idealmente la performance continuava mentre alcune copie del manifesto a stampa erano firmate dagli artisti. Nel periodo 54-62 sporadicamente la tartaruga stampa anche dei cataloghi, il primo per la mostra di Fausto Pirandello del novembre 56 allestita ancora negli spazi di Via De ba del Babuino. In questo periodo le scelte sono tutt'altro che omogenee. Come il bollettino, i cataloghi sono ancora stampati dall'Istituto Grafico Tiberino, ma i prodotti sono di varia tipologia. Si va dal catalogo, come in questo caso, di sei facciate con una, con una copertina rigida e un'immagine a colori in copertina, al pieghevole, sempre con riproduzioni, come nel caso di Afro, Burri, Scialoia del 57, oppure questa successiva eh, collettiva del 57. È solo nel 1963, con 13 pittori a Roma, la mostra inaugurale della nuova sede di Piazza del Popolo inizia una nuova fase di scelte certamente più uniformi. I cataloghi sono ora stampati presso lo studio tipografico BS, con sede anch'esso in Piazza del Popolo 3 e sono caratterizzati da un elegante bianco e nero talvolta variato da caratteri rossi. Vi compariranno tanto presentazioni scritte per l'occasione quanto stralci di brani già editi come nel caso di 13 pittori che si proponeva di fare il punto della situazione romana e individuava testi di recente pubblicazione poi dimostratesi letteratura imprescindibile per lo studio degli anni Sessanta. Di ogni artista è riprodotta un'opera corredata da una didascalia. Ho avuto già occasione di sottolineare come De Martis, fotografo prima di diventare gallerista e dunque principale documentatore delle sue mostre, non avesse una particolare eh, familiarità nel foto fotografare le opere d'arte, risultava più motivato nel ritrarre gli artisti o nel narrare momenti di vita della galleria. Quale tardo retaggio della sua attività di fotoreporter, esponente della scuola romana di fotogiornalismo, insieme a Vittorugo Contino, Ermanno Rea, Calogero Cascio, i cosiddetti fotografi di strada. Ed effettivamente, l'archivio fotografico della Tartaruga documenta che Pino De Martis era solito affidare ad altri fotografi la documentazione delle opere esposte e poi pubblicate. Ricorrono i nomi di Oscar Savio, Ugo Mulas, Alfio Di Bella, Mimmo Iodice, Antonio Guerra e anche Renato Mambor. Nel caso dei tredici pittori, sono in grado di ricondurre le riproduzioni delle opere a Claudio Abate, poiché nell'archivio Abate. Sono conservati i soli provini e negativi della documentazione delle opere e non dell'inaugurazione o dell'allestimento. La grafica di 13 pittori caratterizzerà anche i cataloghi prodotti per tutto il 64, mentre progressivamente le scelte della tartaruga si orientano verso una nuova tipologia di manifesto locandino, che si limita al ritratto dell'artista riprodotto a tutta pagina sul retro, una tipologia utilizzata per tutto il decennio 60 e 70. Se a questi generi aggiungiamo la pubblicazione in maggio 58 del numero unico di Arte Cronaca, tra 64 e 66 dei tre numeri di una, di, di una rivista che De Martis per confondere le carte intitolava catalogo, i vari progetti dei guater, quaderni sviluppati in fasi alterne tra il 58 e l'89 e stampati dall'editore De Luca, ma anche il libro sul teatro delle mostre e alcuni libri di artista in edizioni limitate, possiamo dedurre un forse maggiore interesse di De Martis nel realizzare progetti di più ampio respiro, volumi o collane, iniziative che trovarono la risposta entusiasta degli artisti, tanto che Franco Angeli nel 68 gli dedica un'opera fotografica dal titolo Plinio quando inizi la tua collana di grafica. Nel 69 la tartaruga si trasferisce in via Principessa Clotilde. In quello stesso anno, in via Angelo Brunetti, sarà aperta da Elisa Magri, artista esponente della Mac Art di Restani e moglie del fotografo e regista Mario Carbone, la Galleria Chac. La Chac produrrà cataloghi che erano anche degli oggetti molto curati e immediatamente riconoscibili e associabili alla Galleria. Un agile formato quadrato nei primi anni e un raffinato formato rettangolare introdotto nel 1975 quando la CHAC si trasferirà proprio nei locali di Piazza del Popolo 3. I cataloghi della CHAC sono così ben individuabili e di impatto visivo che la copertina del catalogo della storica mostra della Mercart del 1969 comparirà in un'opera proposta da Renzo Paris. Meglio noto come il redattore di Carte Segrete, alla mostra Coincidenze di Massafra nel settembre del 1969. Ma tornando alle pubblicazioni prodotte da De Martis in alternativa al catalogo, il già citato pro progetto Quaderni d'Arte ehm, attuale aveva incluso la prima monografia su scarpitta di Cesare Vivaldi nel 1958. Quella su Tomley d'Emilio Villa nel 61, entrambe stampate in 500 copie, e la monografia di Dorfles su Scialoia del 59 in 300 copie, ognuna firmata dall'artista. Di fronte ai numeri delle edizioni limitate, credo che ci si debba porre anche per i cataloghi e manifesti la domanda su quante copie ne erano stampate. Riesco ad approssimare una risposta per via indiretta ragionando su quel che è rimasto. L'asta di Finarte del maggio 2018 ha battuto lotti di cataloghi molto numerosi, fondi di magazzino proveniente dagli eredi di Martis. Si va da numeri relativamente contenuti, come le 30 copie del lotto del bollettino di Maccari del 1954, alle 60 copie del cartoncino catalogo di Scarpitta del 57, 150 copie per il catalogo di Cunellis del 64. Un termine ulteriore di quantificazione potrebbero essere le due copie battute all'asta, oltre alle due conservate in archivio, delle 300 copie della monografia su Scialoia. I numeri dei lotti dei manifesti in crescendo sono 50 copie Roschenberg del 59, 40 copie l'incriminato Warhol del 68, 73 novelli del 60, 150 castellani e manzoni del 61. 180 copie per la prima personale di Schifano del 61, 342 copie Tacchi del 68, 350 Schifano del 67 e addirittura 600 copie del Manifesto di Burri del 1967. Qual è il valore di questi numeri? Numeri tanto importanti dichiarano che questi prodotti fossero materiali per i quali si prevedeva la più ampia e capillare diffusione, anche a scopo meramente pubblicitario e commerciale. La tartaruga li distribuiva gratuitamente e lo dichiarava anche nella copertina dei cataloghi. Diversamente, la nuova pesa introdurrà nel 1963 un prezzo di copertina. Ma le fotografie delle inaugurazioni confermano che il vernissage rimaneva il momento della distribuzione gratuita, affidata di consueto a Fernando Terenzi, collaboratore di Marchini. Tra le fotografie dell'archivio ho scelto di mostrarvi quella in cui Terenzi offre o ha appena consegnato il catalogo della mostra di Leger del 1963 a Caen Valer, che lo mette nella tasca della giacca. Ora il catalogo come tascabile è una ricorrenza, direi quasi di costume nelle fotografie dell'inaugurazione ma quelle della vendita e della distribuzione gratuita erano prassi, entrambe valide o comunque in corso in via di consolidamento nel 1964, se nel corso dell'inaugurazione della prima personale di Paolini alla salita erano messe in vendita delle buste al costo di mille lire, all'interno delle quali l'acquirente trovava l'invito alla mostra e mille lire. La documentazione fotografica svela inoltre momenti d'uso del catalogo in galleria che aggiungono informazioni a questa riflessione sulle gallerie private. Un gesto e un momento, credo da sottolineare nella vita di galleria, è quello del firma copia. In questo caso, Renzo Vespignani autografa il catalogo della mostra del 63 come fosse un attore del neorealismo. Ma le inaugurazioni erano anche momenti in cui c'era spazio per la lettura e lascio scorrere qualche immagine. Per soffermarmi sono Moravia che presso la Galleria Ferranti legge il testo di Bonito Oliva, La pittura come macchina del desiderio, scritto per la mostra di Schifano del 75. Un documento raro per Ferranti, poiché il gallerista dal 74 nel corso dell'intera carriera ha prodotto soltanto quattro cataloghi, prediligendo invece la formula del manifesto e dell'invito. Ma oltre al momento dell'inaugurazione, l'attenzione sui testi critici era molto alta. Gli epistolari dei critici documentano un nutrito e talvolta acceso dibattito e numerose lettere negli archivi delle gallerie documentano un'ampia circolazione di cataloghi, anche estera, con la costante richiesta di spedizioni di copie. Alla tartaruga arrivano richieste di cataloghi, per citarne alcune, dalla Galleria Muller di Stoccarda nel 60, 60 dall'Isclaveland Museum nel 64. Udo Kulterman, nel 65, gli scrive dicendogli di possedere i primi due numeri di catalogo e gli chiede di inviargli il terzo. E nel 63 arriva, a mio avviso, una richiesta importante di spedizione di cataloghi da parte dell'AICA. Ed è in questa linea di precoce riconoscimento del catalogo quale documento, va sottolineato che la rivista AL2 pubblichi nel corso del decennio 60 un'ampia rubrica ben diversa dalle segnalazioni di mostre prese eh, presenti nelle riviste o nei bollettini e notiziari richiamati all'inizio di questa comunicazione. Il titolo è Documentazione Mostre d'arte. Non posso dilungarmi a lungo, ma credo che le modalità con cui vengano fotografati e presentati i cataloghi, nonché la presenza presso la rivista di un servizio documentazione a cui rivolgersi per informazioni, rivelino il valore documentale che gli venne subito riconosciuto. Grazie, grazie a tutti, e grazie per essersi coniugato negli ultimi minuti per questa Laura D'Angelo. Uh, Medusa, una proposta di riscoperta, una galleria che ci sfugge sempre un po' di mano, eh? vogliamo un po' capire come capirci qualcosa di più, intanto. Speriamo con questa mascherina di essere performante. Allora 20 minuti ha scena Sì Io penso penso di sì, spero di un pochino. Di sì. Spero oh. sì, sì, va bene. Eh. Allora, nell'estate del 1964, Claudio Alberico Bruni pubblica su Marca 3 l'articolo Europa: un mercato improponibile per l'arte americana di oggi. Lo spunto nasce ovviamente dal trionfo di Robert Waschenberg alla Biennale di quell'anno, di cui Bruni nel suo testo abbaglia gli effetti possibili sul mercato artistico del vecchio continente. Un'analisi scevra da qualsiasi giudizio di merito, ma esclusivamente condotta con gli occhi del mercante esperto, capace di spiegare con semplicità e metodo il complesso dei fattori che condizionano la logica della domanda e dell'offerta di un'opera d'arte anche in relazione alla componente culturale ed emotiva di un particolare pubblico. Come vedete, a un certo punto lui proprio lo dice, eh, dice io eh, non sto a me in questa rubrica che si occupa esclusivamente di mercato dell'arte, contemporanea a trarre dei giudizi estetici. Esaminerò però quella che può essere la situazione del mercato d'arte, quindi ehm, si fissa molto su quella che è la sua appunto espertise. Risale eh, a, ad un anno prima, a, 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 scusate, con questo articolo prendeva via su Marca 3 la rubrica fissa Il mercato delle arti, curata da Bruni è indicativo, il dato che il periodico, forse piatorevole del decennio, riconoscesse con tutta evidenza il proprietario di una galleria romana, non precisamente classificabile come di punta, un ruolo indubitabilmente centrale nel sistema dell'arte contemporanea. Risale ad um, un anno prima, quindi al 1963, il famoso numero unico della settimana Incom sul mercato d'arte, dove eh, Claudio Bruni ehm, eh, è incluso nella rosa dei galleristi interpellati con Sargentini e Russo, al dolore conferma della sua consolidata reputazione di cui godeva. Adesso provo a mandare questo video che ho editato. Quindi non dura gli originali il motivo del boom del mercato d'arte è questo dovuto è soprattutto Penello. al fatto che vi è oggi maggiore conoscenza dell'attività dell'arte dell figurativa eh, la pittura, la scultura sono entrate nelle case di tutti attraverso la televisione, attraverso i grandi mezzi di diffusione quali i rotocalchi, il cinema e a questo occorre anche aggiungere il cosiddetto miracolo economico che consenta a un pubblico più vasto di acquistare delle opere d'arte Onestamente si stenta a credere che la sola rivalità tra gli acquirenti possa far salire le opere a prezzi così alti. Ci deve essere qualcos'altro. Interroghiamo tre galleristi romani, Bruni della Medusa, Sargentini dell'Attico e Russo della Barcaccia. Se le arte vengono fatte seriamente, Penso che le aste siano la borsa valore di quadri. Le opere che si aggiudicano sono di proprietà dei mercanti d'arte e dei collezionisti di piccolo taglio, non sono come le grandi aste di Sotheby's a Londra, per esempio, dove si vendono le grandi collezioni. Per cui sono, se, se le opere non raggiungono un certo prezzo alto, sono gli stessi mercanti che ricomprano, o i piccoli collezionisti che ricomprano le opere di loro proprietà. Qualunque gallerista può portare un dipinto all'asta e farlo arrivare al prezzo che riterrà più conveniente per lui. Questo però non sta a significare che quel dipinto veramente valga quel prezzo. Trovavo divertente insomma, che dopo averli tanto nominati si potesse vederli insomma, parlare in un video. Intervistati in occasione della mostra Romani 60 al di là della pittura, Lorenzo Trucchi ed Enrico Crispolti ricordano la Medusa accanto alla triade di eccellenza romana del settore, Tartaruga, Attico e Salita e, se, eh, e si colloca tra il 60 e il 63 il fruttuoso apprendistato che Maracoccia aveva svolto presso la Galleria di Bruni prima di aprire il suo spazio espositivo in via d'Arco d'Aliber, trovando particolarmente istruttivo che Claudio Alberico lavorasse sui quadri piuttosto che sugli artisti. In questa prospettiva si devono leggere le due mostre, Paragone Inghilterra-Stati Uniti del 1961 e Indicazioni per una collezione d'oggi, 1964, ehm, dove Bruni non ha l'ambizione di scrivere una storia dell'arte, ma quanto piuttosto offrire una proposta di mercato. Questo non inteso in senso di una mera mercificazione dell'opera, ma al contrario della sua valutazione alla luce della critica, della fortuna e anche da un grado di apprezzamento del valore estetico secondo la propria visione. I prodotti editoriali hanno la veste, come vedete, di cataloghi di vendita, eh, non hanno, hanno immagini molto grandi, ora non le ho portate, ma insomma eh, sono a piena pagina, eh, senza introduzione critica, dove il titolo però fornisce e denota l'esatta collocazione nel panorama critico. Era trascorso eh, del tempo da quando nel 1954 la Medusa aveva aperto i battenti al civico 124 di Via del Babuino per iniziativa di un giovane Bruni, allora privo di una rete di contatti importanti e di esperienza, che aveva mosso i primi passi nell'ambiente delle gallerie romane tra i consigli di Tanino Chiurazzi, i commenti sarcastici di Rene Brin e le conversazioni con Leonello Venturi. E da questo momento inizia il mio tentativo di ricostruzione del reale peso e ruolo di una galleria erroneamente creduta meno partecipe del clima delle sperimentazioni artistiche e del dibattito critico degli anni 50-70, di quanto invece i dati emersi sembrano dimostrare. Gli esordi furono orientati su autori riconosciuti nei canali ufficiali pur riflettendo nelle scelte espositive quella frattura tra linguaggi figurativi e ricerche astratte che ancora segnava il panorama artistico italiano anche a livello istituzionale. La prima fase di attività della Medusa si colloca infatti nel quadriennio 55-59, ovvero tra la settima e l'ottava eh, quadriennale, scusate, dove si registrano crescenti tensioni tra le due scuole critiche e artistiche. Il primo catalogo invito schedato risale al marzo 1955 ed è dedicato ad una piccola selezione di opere di Domenico Cantatore eh, con la presentazione di Alfredo Mezio, autore di brevi testi anche per Pino De Martis, la cui tartaruga aveva iniziato la sua attività nello stesso anno della Medusa, seppure avvantaggiata. Da una provenienza più socialmente radicata nel contesto romano, del suo proprietario e della moglie Nini, nipote prediletta di Luigi Pirandello. La firma di Mezzo, giornalista votato alla critica letteraria e artistica, amico di Eloi Vittorini, collaboratore del Mondo di Mario Pannunzio e russo esponente della Roma intellettuale anni '50, indica che è servito poco tempo a Bruni per orientarsi nella nuova professione. Un mese dopo a curare la prefazione ehm, di Agata Pistone sarà Franco Miele, pittore figurativo convinto e eh, come critico, accanito oppositore dell'astrattismo, come lo avrebbe definito Lorenza Trucchi. Qua ho riportato, diciamo, la sua. Ehm, cronaca su Momento Sera nel 1957, ed erano ambedue miele e pistone accomunati dalla presenza come artisti espositore alla settima biennale, dove il cantatore è, tra l'altro membro della commissione Inviti e anche eh, erano accomunati da una sintonia stilistica. Questa è Agata Pistone, eh, tra l'altro, questo è un catalogo particolarmente eh, diverso rispetto a quelli del, del, degli esordi, perché ha una foliazione mh, molto consistente. Ma nel maggio successivo espone quindi alla Medusa Lorenzo Gigotti, dato che non è stato eh, diciamo riscontrato da un catalogo, ma da un video conservato nell'archivio dell'Istituto Luce, ehm, che ci dà anche l'opportunità di eh, avere uno sguardo all'interno della Galleria. che vado a. Oh. Conosciutissimo in Italia e all'estero per certe sue belle vetrate e per talune coloratissime ceramiche, Lorenzo Gigotti, pittore, ha esposto alla Romana Medusa alcune sue tele. Alcune tele dalla pennellata abile e precisa in cui vengono contemperate l'esigenza realistica con alcune sollecitazioni della geometria. E tale incontro si nota in ogni opera di Gigotti, ma particolarmente nello squisito Campo di Corse, dal tratto sintetico e allusivo. Ed il pittore, durante la nostra visita alla raccolta e esposizione, ha voluto spiegarci i motivi intimi di ogni opera. No, no, fermo. E nella foto che eh, l'archivio del pittore, data al 55, dove appunto si vede Fortunato Bellonzi con la signora Gigotti e un'amica. Io ho riconosciuto quella che mi sembra essere la stessa occasione espositiva. Rafforza quest'idea che Bruni stesse inizialmente muovendosi all'interno di un determinato circuito che, da Gigotti e dal suo assistente Maurizio Fagiolo, lo avesse condotto in rapporto con Giorgio De Chirico. Un nome che, per la sua portata, ha poi condizionato e appiattito l'interpretazione della sua attività di gallerista, anche per la nota curatela. Anche per la nota curatela, ehm, da una, di, mh, insomma, di una parte dell'opera grafica e del catalogo generale delle opere, eh, quest'ultima curata con Giuliano Briganti. Due anni dopo, eh, nel giugno del 1957, Enrico Crispolti, ehm, sì, questa è parte di, eh, Enrico Crispolti eh, cura per la Medusa l'introduzione per una selezione di opere tra il 48 e il 54 di eh, Billy Baumsteyer. Parte con questo scritto una ricerca sulle radici dell'informale europeo che si articolerà in tre mosse presso la stessa Galleria. La seconda è quella del gennaio '58 su Fritz Winter, nel cui catalogo, oltre allo scritto del curatore, è ripubblicato un testo sull'artista di Will Gorman, apparso l'anno precedente sul numero uno dei Quattro Soli, rivista torinese, a cui è legato anche il nome di Chris Poltio, e la cui pubblicità spesso compare proprio sui bollettini della Medusa. Winter, che era stato esposto alla Biennale del 1956, diventa nel testo di Polt una chiave mh, critica di lettura per la nozione di generazione di mezzo, riallacciandosi a quanto scrive Cesare Vivaldi nel numero 34 del 57 dell'Esperienza Moderna con l'articolo Nuova figurazione nella giovane arte italiana. Quindi arriviamo al febbraio 58 con eh, la doppia rassegna Colore, immagine, segno e materia che è realizzata con, con l'attico e il 57 in generale è un anno eh, e tutte queste manifestazioni devono essere messe in relazione al 57 che è un anno significativo per tutto l'ambiente romano per via dell'intensificarsi dei rapporti con gli USA, cito per tutti ovviamente l'inizio dell'attività della Rome New York eh, New York Art Foundation di Francis McCann che sollevano l'urgenza di occuparsi delle nuove frontiere espressive fuori dalla semplicistica antinomia astratto figurativo. Le gallerie private accolgono prima delle istituzioni questa sollecitazione, se pensiamo alle polemiche che, animano, che animarono la già citata quadrenale del 59-60 e la tardiva antologica su Polo Calagnam del 58. E Bruni risponde quindi con la trilogia a Cura di Crispolti a cavallo tra il 57 e il 58 e prima ancora con la mostra Pittori di Parigi di eh, curata da Nello Ponente nel dicembre del 57 quindi la svolta curatoriale è accompagnata anche da quella editoriale e proprio con questo numero si assiste all'introduzione del notiziario il numero è questo eh, io l'ho acquistato diciamo su ebay perché mi occorreva e colgo anche questa occasione per, per donarlo all'archivio della quadriennale perché gli manca e quindi è un modo per l'unità romana insomma, di ringraziare della gentile ospitalità mi è sembrato anche un modo carino di fare questo, questo regalo insomma. No, volevo dire che non, non mi è rimasto in borsa, dalle ricerche, nello scan, <ride> l'ho comprato, quindi insomma, non ci sono non ci sono eh, voglio dire ehm, ma eh, Esattamente. La svolta curatoriale, quindi accom eh, viene accompagnata, e arriva questo numero del notiziario, all'interno del quale si inseriva il catalogo della mostra vera e propria, insieme a rubriche fisse, proporzioni, notizie e mercato d'arte. La prima avrà vita breve scomparendo già eh, quindi eh, eh, proporzioni, scompare molto presto, mentre le altre due eh, rimarranno eh, fino al 1970 quando poi la veste editoriale cambia di nuovo per avere un formato più grande, eh, senza rubriche, eh, non sempre con testi introduttivi ma con immagini a colore e carta patinata. Questo qui è un esempio, ad esempio. Quindi adesso eh, dopo che Elisa Francesconi ha fatto questa interessantissima disamina sul discorso del bollettino del notiziario io ovviamente rimando a questo argomento generale per dire che ovviamente Bruni deve aver cominciato a vedere questo ambiente in cui si pubblicavano questi strumenti, questi prodotti editoriali e deve essersi allineato ma d'altra parte eh, anche Irene Brin aveva un po' sarcasticamente notato la sua tendenza diciamo, a guardare quello che era eh, il panorama che appunto lo circondava, e quando per esempio sulla rubrica che lei eh, teneva sulla settimana Income Illustrata, per voce della Contessa Clara, eh, fece rispondere a un presunto lettore che chiedeva come poter occupare il suo tempo e aprire un'attività, disse, riferendosi sicuramente a Bruni, faccia come un nostro amico, affitti una camera, la chiami galleria d'arte e abbia la sfacciataggine di stampare un catalogo copiando quelli dell'obelisco. Ora, io questa copia, cioè così, non l'ho notata nella breve disanima sull'obelisco, è una possibilità di ricerca, comunque mi sembra chiaro che ci fossero diciamo, delle reti di... Non vogliamo dire di imitazione, ma sicuramente è di imitazione. È chiaro di Laura, dialogo, che no? la lettera eh. è una pura invenzione. Eh, sì, 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 lei sì, e sì eh, sono una... delle, cioè, delle, no. degli assist sarcastici no. fatti e risposti da sola, diciamo. Allora, descriviamo le tre rubriche. Allora, Proporzioni nasce con la vocazione di una pagina aperta, una rubrica dedicata al confronto, spesso anche molto polemico mm. su temi attuali del dibattito critico riservata in primis alla voce del gallerista, ma anche ad altri, e rimane una testimonianza cruciale per la ricostruzione dell'attività di missione della Medusa. È un vero peccato che, per motivi che sarebbe interessante scoprire, a un certo punto non c'è più. E, veramente ha una rete, insomma, anche di quelli che oggi chiameremmo gossip, che è piuttosto interessante, insomma. Notizie, invece, ha un respiro internazionale, si presenta come un elenco di eventi senza alcun commento, che comunque costituisce un'interessante fonte da affrontare in maniera analitica. E poi abbiamo eh, mercato d'arte, che è probabilmente lo spazio editoriale eh, che, che susciterà eh, nella redazione di marca 3 l'idea di importarne ampliata la formula, che però dall'elenco quotazione diventa mh, diciamo, una rubrica di consulenza ehm, più articolata, eh, da quello che ho potuto vedere da, un, da uno spoglio, diciamo, Abastanza eh, superficiale, eh, ma ehm, io penso che questa apertura mentale deve aver costituito il segreto per la veloce ascesa di Bruni. Tanto che, appunto, eh, Mercato d'Arte, per esempio, nel 1958, menziona: cioè, Bruni è molto mh, non credo che si tratti di copiare, si tratti veramente di, di essere inserito in un contesto senza molti pregiudizi. E, infatti, nella, nella rubrica Mercato d'Arte lui segnala. Eh, una cartella di opere grafiche della salita, eh, quindi fa in qualche modo una pubblicità a un concorrente. E, e, mh, e mh, si fa anche portatore: diciamo, eh, di, di agevolare il circuito di artisti che non siano essenzialmente romani. E sembra rispondere eh, esclusivamente romani, sembra rispondere a questo. Testo introduttivo di Mezio, che era quello del catalogo di Cantatore che ho citato eh, quasi in apertura, dove, cantatore, dove Mezio, prima di entrare in merito appunto a Cantatore, fa tutta una sorta di invito sul fatto di superare i municipalismi e, mh, e sul fatto che in Italia ci fosse ancora tanto eh, no? questa dis distinzione fra capitali, eh, dove ognuno aveva la sua critica in qualche modo, ma soprattutto le, eh, i propri artisti. Io penso che. E, mh, questo, questo progetto e anche questa giornata stanno dimostrando che noi in qualche modo rispondiamo a questa sollecitazione in una maniera positiva mettendo in relazione invece persone che in relazione forse in quel momento non, non sapevano di averne ma ne avevano in, in, inevitabilmente nel primo numero del notiziario la rubrica proporzioni viene lasciata a Enrico Crispolti per rispondere a una recensione anonima pubblicata tra le cronache di arti visive, conto un suo testo introduttivo alla mostra di Baumeister, nel quale si invitava il giovanissimo studioso a studiare ancora un poco. Gli veniva contestato un passaggio sulla cultura artistica tedesca contemporanea, che mh, vado a citare, che cita anche Crispolti, difendendolo insomma eh, anche mh, per, per, eh, per voce, per autorialità di Leonello eh, Venturi, eh, che era il seguente. Tuttavia occorre convenire. Come questa condizione ideologica e psicologica si implicita nelle condizioni stesse di quella cultura, ovviamente nell'ambito del non figurativo, in candischi ed in clè soprattutto, soltanto poi in anni assai recenti, dal 40 circa, si è diventata di sempre maggiore e più esteso il dominio fra gli artisti tedeschi al punto da determinarvi una problematica talmente specifica da essere oggi configurabile quale antitesi ad una tradizione europea occidentale fondata invece sul problema di un rapporto di natura. E si sia distinta comunque, pure nella recente tradizione pittorica nordamericana, dalla quale infatti, malgrado le numerose affinità, appunto per il caratteristico operare al di fuori di qualsiasi scrupolo di visione, si differenzia per l'impiego del segno e quindi anche della materia pittorica, simbolo psicologico, anziché quale entità autonoma, proponendo cioè una lettura della psicologia umana, anziché il brusco avvertismo esistenziale di un contatto di materia. Il, il catalogo, che è sempre questo, è quello della mostra Pittori di Parigi con opere tra gli altri di Erben e Magnelli, presentata eh, da Nello Ponente, eh, il quale ehm, diciamo, eh, utilizza in questo suo scritto eh, per individuare nel, nell'astratismo francese dal 45 al 50 il punto di partenza di una parte della, della giovane generazione di artisti italiani che stava cercando una dimensione pittorica fuori dalla retorica, e così conclude nella sua presentazione. Potrei ricordare tra questi giovani quelli romani del gruppo Forma 1, tra i quali erano Tuccato e Gonzagra, se non altro per dire ai critici disattenti, fra virgolette e provinciali, che Roma non deve essere proprio in fatto d'arte la capitale del cinismo e dell'ozio, e che comunque non ha aspettato per scoprire certi valori la Biennale del 1956. Nel notiziario successivo, Proporzioni contiene ancora una volta una risposta alle polemiche suscitate da una mossa della Medusa che in realtà, nell'Oponente, sta cercando apertamente, no? scrivendo una cosa del genere. E quindi, eh, su Proporzioni, viene pubblicata, la lettera, ehm, viene pubblicata una lettera indirizzata a Franco Miele da Ponente. Ehm, il quale Franco Miele, in un numero della giustizia del dicembre precedente, si era sentito il destinatario delle parole del critico di Nello Ponente, e quindi mh, Ponente voleva smentire di rivolgersi a lui, dichiarando che non lo riteneva un critico, ma solo un cattivo pittore. Quindi non ce l'aveva con lui in questo caso. Ma con la mossa del febbraio 58, colore immagine e segno in materia si assiste al tentativo di codificare il passaggio cruciale che in quegli anni l'espressione artistica, pittoria e scultoria, al di là delle etichette, stava attraversando, superando la visione disciplinare tradizionale per diventare esplicitamente oltre. Si è voluto proporre, questo lo dice eh, Crispolti, Uh, secondo i due probabili fondamentali figure di ricerca, un panorama attuale della nostra pittura e scultura implicitamente promuovere tutta quella gamma di utili indicazioni critiche che permette proprio una così ampia comparison. Nella rubrica Proporzioni, questa era la lettera di Ponente, nella rubrica Proporzioni dell'aprile 58, Claudio Alberico rivendica la paternità congiunta della mossa di Fritz Winter e del taglio critico che la Galleria aveva voluto proporre. Nell'allestire la mostra di Fitzwinter ritenevamo di, di portare un contributo alla conoscenza di quanto di meglio oggi si stia facendo in campo della pittura in Germania. Forse non sono stati dello stesso avviso i signori critici dei vari giornali romani che non hanno ritenuto, almeno fino ad ora, recensire detta esposizione. Il gallerista cita il caso di Giovanni Galtieri, che è un'eccezione che prende a pretesto l'occasione per attaccare in blocco tutti i pittori di qualsiasi tendenza e paese, siano della generazione di mezzo. Quindi è una recensione che di fatto non entra in merito alla sua eh, proposta, mentre eh, ringrazia e riconosce a Lorenzo Trucchi la sua puntuale attenzione, ma questa attenzione di fatto è testimoniata dal fatto che noi abbiamo potuto... Di costruire tanto di questa galleria perché Lorenza Trucchi ha donato in blocco il suo archivio, insomma, diciamo questo, questo materiale alla Biblioteca Archivio della Guadernale dove noi li abbiamo potuti consultare. Quindi doveva essere una frequentatrice piuttosto assidua. E, quindi questo disinteresse e superficialità è registrato in proporzioni anche per la mostra colore, immagine, segna e materia, dove Bruni le eh, scrive. A nome suo le nostre proposte, come era ben prevedibile dato il clima e il costume della critica romana, non sono state minimamente raccolte. Tutti i signori critici si sono occupati delle due mostre e si sono limitati con brevi cenni introduttivi a riportare i nomi degli artisti presenti e delle due rassegne. Lodevole comunque l'iniziativa di ricopiare dal nostro notiziario i, 60, i 68 nomi degli artisti presenti. Io penso che lo scarso riscontro da parte della stampa specializzata che denuncia De De Bruni possa essere considerato uno dei motivi della sottovalutazione di questa galleria eh, rispetto alle altre del circuito romano. Questo appunto è la parte che ho appena citato. E adesso io farò, eh, come ha detto la professoressa Cinelli, un brutale salto in avanti e arriviamo, per stare nei tempi. Eh, un, eh, alla mostra nel eh, 1979 The Fabulous Five, che secondo me è veramente un elemento significativo della persona, personalità mercantile di Bruni, eh, perché viene annunciata nel catalogo come una prima presentazione mondiale del calligraffitismo, che è un fenomeno mh, distinto e più underground rispetto al writing. E eh, anche questo fenomeno, fatta eccezione di alcune gallerie new come Fashion Moda, Fan Gallery e Tony Chafasi Gallery, ehm, nessuno si era effettivamente occupato eh, no, di presentare questa, questo tipo di lessico che era emergente all'epoca. Ricordo che so, siamo nel 79, i, i primi studi eh, sull'argomento sono quelli di Francesca Linovi dei primi anni 80 ed è dell'84 la mostra che ne raccoglie l'eredità Arte di Frontiera New York Graffiti, che è stata prima presentata alla GAM e poi a, di Bologna e poi al Palazzo delle Esposizioni a Roma. Come è noto, perché lo dice Bruni, ma comunque è un dato abbastanza noto nella letteratura, Bruni risponde a un annuncio eh, degli artisti che pubblicano su questo magazine di strada, diciamo di questi che si danno gratuitamente, Penso nel quartiere, The Village Voice, del 12 febbraio 1979, nel quale i due artisti, Fred e Lee, eh, si propongono per dipingere pareti dietro compenso. Quindi Bruni gli offre uno spazio nella galleria, avendo l'idea, quindi proprio con la volontà, di portare un'espressione estemporanea e clandestina nel mercato artistico. I due artisti ricorderanno: Italian, uh, Italian art dealer Claudio Bruni had read uh, about Lee and I in The Village Voice. Had been che in graffiti sui on New York uh, City trains, and he was curious. So from the article he looked us up, he loved the work, bought a couple of paintings, commissioned us to do more, and then offered offerto a show in his gallery. Oltre uno di sua firma, Bruni affida un contributo di presentazione a Adriano Bruzzati Taverso, che è fratello di Dino Bruzzati. Che da collezionista di questo tipo di lessico parla a supporto di questa manifestazione artistica, apprezzandone il carattere irriverente, ma trovando, mh, diciamo a livello abbastanza personale, un legame eh, con la decorazione urbana rinascimentale, addirittura cita Polidoro da Caravaggio. Bruni fa una presentazione in cui in realtà forza dei passaggi critici importanti, secondo me non capisce molto insomma, della street culture che è alla base del graffitismo. E questo è, forse è uno degli aspetti che mi ha fatto più ridere perché mi sono immaginata quando questi due artisti dal Bronx vanno insomma, via del Babbuino e, e um, loro avevano avuto come gallerista questo Tony fasi, Che per la cronaca è quello che ha eh, vandalizzato Ghernica di Picasso ehm, nel momento della contestazione del Vietnam, cioè nel senso, un personaggio che poi eh, conosceva la morte sociale dopo questa cosa. Quindi si immaginavano. In Bruno, un signore, cioè, così, una sorta di, cioè, di ribelle, eccetera. Dice quando eh, Lì and I had told that the crowd that would come out to see our work in Rome would be underground mm -hmm. arty and radico. But we were surprised to learn his friends and clients were all the elites of Italian society and business. Cioè loro sono andati lì pensando di trovare una situazione così un po' estrema. In realtà hanno trovato appunto la Roma bene, come si vuol dire. Devo dire che appunto eh, Bruni fa queste eh, quest iperbole e eh, lega il graffitismo al come una forma di futurismo di oltreceano, poi traccia una ricognizione dell'arte americana alla ricerca delle radici del graffito, della cultura pop, passa per Trombly, arriva a Polo, Carraschenberg, ci mette anche dentro le pitture rupestri messicane, ma quello che è veramente molto interessante è che propone per questo nuovo... Ehm, diciamo lessico e eh, per questo nuovo mercato statunitense Roma come centro eh, di eh, distribuzione in qualche modo e paradossalmente quindi io qua chiudo il cerchio eh, con eh, il suo articolo del 64 dove invece pensava che Raschenberg non avrebbe cambiato insomma le sorti del mercato romano io fatto... allora io Do un amaro dolore a tutti perché la uh, parola pausa che segue l'intervento di Laura D'Angelo dovete dimenticarvela. Siamo in, uh, in ritardo sui tempi e guadagniamo questi dieci minuti con l'intervento di Sonia Chianchiano. Eh, con un approfondimento su anche lì una galleria un po' più difficile da mettere a fuoco rispetto alle prime di cui abbiamo parlato questo pomeriggio qui arte contemporanea da centro d'arte a galleria ed italia la parola a sonia grazie allora io oggi parlo della galleria d'Italia italia perché Ritengo sia una galleria che eh, rispetto anche alle altre abbia una documentazione veramente molto ricca, che non eh, faccia riferimento soltanto al prodotto editoriale del catalogo, ma anche a una rivista molto importante e anche eh, alle fotografie, perché nel tempo sono state conservate una quantità di fotografie. Uh, estremamente utili per inquadrare proprio l'attività uh, ricoperta da questa galleria, inizialmente sede de della rivista, adesso vedremo, e mh, che ha coinvolto tantissime personalità, uh, sia a livello ovviamente romano, ma anche internazionali, uh, in qualche modo coinvolte nella ricerca di una definizione della storia del contemporaneo, quindi della volontà di storicizzare il contemporaneo. Um, ho voluto intitolare la presentazione La sede di Qui Arte Contemporanea e non Galleria d'Italia perché l'elemento interessante è proprio il fatto che uh, la, la, la storia della Galleria d'Italia sia strettamente legata alla fondazione della rivista Qui Arte Contemporanea acquisirà l'appellativo di Galleria soltanto cinque anni dopo la fondazione della sede di Qui Arte Contemporanea e questo caratterizza molto poi la, il suo ruolo se si parla di gallerie d'Italia eh, bisogna ovviamente fare riferimento innanzitutto alla Casa Editrice d'Italia che viene fondata prima, nel, nei primi anni 50, per volontà di Didio Bozzini ed è una casa editrice interessante e significativa per il fatto che nel, nel, insomma, nel 56 vince un bando della Galleria Nazionale d'arte moderna di Roma. Per la, ehm, per la pubblicazione appunto di tutti i cataloghi presentati sotto la direzione di Palma Bucarelli, delle mostre presentate sotto la direzione di Palma Bucarelli. Una tra tutte, quella appunto di, di Jackson Pollock, che erano delle mostre che per l'aggiornamento anche del pubblico italiano erano eh, essenziali, cruciali. Eh, oltre all'aspetto appunto del, dei cataloghi della Galleria Nazionale. Nonostante poi finisca una collaborazione con l'istituzione pubblica, continua una collaborazione invece privata con la stessa Bucarelli, Cesare Brandi, poi in futuro con Argan per la presentazione della collana Maestri del XX secolo. Eh, una collana interessante che appunto inizia con uh, una monografia dedicata a Giacometti, successivamente una monografia dedicata a Burri estremamente interessante ancora oggi come eh, prodotto, come oggetto quasi, perché vide la partecipazione attiva dello stesso Burri nella lavorazione, nella presentazione poi del volume, proprio con un'attenzione meticolosa nella ricerca di una riproduzione delle opere che fosse il più possibile fedele poi all'opera all stessa. La figura però di Lidio Bozzini è interessante perché non è eh, esclusivamente legata al mondo dell'editoria è legata al mondo dell'arte, è anche una figura legata al mondo del cinema. Eh, infatti, eh, sempre agli inizi degli anni 50, lui è eh, presidente dell'Unitalia Film, quell'ente che si occupava della diffusione del cinema italiano all'estero, oltre a cofondatore del Davide Donatello insieme a Italo Gemini. Quindi, un'idea un anche di cinema dopo la guerra che quindi si voleva relazionare anche con un uh, cinema internazionale, quindi, quest'idea di rapporto anche non soltanto nel contesto italiano, ma anche internazionale. Um, nel 1966 la rivista viene fondata, e uh, con la fondazione della rivista viene parallelamente inaugurato uno spazio. La sede di cui arte contemporanea e viene inaugurato con la presenza di figure legate anche al mondo del cinema. Ho voluto infatti mostrarvi, vediamo se è possibile, un piccolo video eh, è di un cinegiornale dell'epoca che mostra proprio il momento dell'inaugurazione. Il cinegiornale in questo caso si intitola Panorama Cinematografico, quindi si vede proprio un'attenzione che è più legata al mondo del cinema, delle personalità presenti. All'interno nel momento dell'inaugurazione, quindi un'attenzione più al momento mondano piuttosto che poi al all'aspetto dell'arte. Una nuova rivista, qui arte contemporanea e un nuovo centro d'arte sono stati inaugurati a Roma. A questa manifestazione che si propone un'originale formula di collaborazione fra artisti e pubblico erano presenti l'onorevole Pella, l'avvocato Bozzini dell'Unitalia, esponenti del mondo della cultura, del cinema e ammiratissima come al solito anche Gina Lollobrigida che si è aggirata nelle sale dove erano esposte le opere sia degli artisti della rivista che di quegli artisti cui lavori sono stati presentati nelle pagine di Qui Arte Contemporanea. Ecco, quest'opera è stata realizzata in nylon bruciato e anche Gina Lollobrigida non può reprimere un moto di meraviglia per l'arditezza della composizione. Meno meravigliata, Valeria Ciangottini, in estatica contemplazione di due isolanti vecchio tipo acquistati a Porta Portese a lire 20, ma riportati agli onori dell'arte al prezzo di lire 600.000. Dalla pittura alla scultura. Chi vuole vedere il sole a scacchi, standosene tranquillamente a casa anziché a Regina Celi, può acquistare per esempio questo capolavoro in ferro semi sbattuto. Chi preferisce un bel materasso verticale non faccia complimenti. Come potete notare, le opere non mancano e il pubblico degli invitati passa di sorpresa in sorpresa. E questo coso alto-alto che cos'è? Forse è un nuovo tipo di termosifone che suscita l'estatica ammirazione di una signora. Ma che estatica ammirazione? La signora si è addormentata. Allora, questo video è anche molto ironico mostra però di fatto il rapporto che c'era nel confronto di questi artisti tanto che appunto si toccano le opere senza nessun problema ehm, in realtà però sotto la, la, la fondazione di questa rivista ci sono un gruppo di artisti molto solido infatti capeggiati da Piero Sadun eh, che era amico di Lido Bozzini poiché entrambi senesi e Uh, avevano fatto la resistenza insieme. E anche di Cesare Brandi, no? E era anche del, sì del sì sì sì. Senese di Brandi. Esatto, perché era appunto il gruppo senese di cui fa parte anche Mario Verdone che entra infatti nella, nella rivista. E, oltre a Piero Sadun c'è Leoncillo, Ettore Colla che qua si possono vedere infatti nel giorno dell'inaugurazione, anche Giuseppe Capogrossi, eh, Lucio Fontana. E due artisti eh, stranieri, Victor Pasmor e Seymour Lipton. Sono un gruppo di artisti che fanno parte di una generazione matura e che in questo momento hanno, sentono anche l'esigenza di rivendicare il proprio ruolo in relazione agli artisti più giovani che stavano prendendo piede, diciamo, e, e dall'altra parte anche in relazione a questo spostamento dopo la biennale del 64 dell'attenzione dal, dal contesto europeo a quello americano e quindi l'esigenza anche di relazionarsi ad armi pari in qualche modo con eh, gli artisti americani. e L'interesse di di, del progetto che avevano di creare una rivista fatta dagli artisti per gli artisti in realtà mostra un confronto con la critica d'arte molto evidente sin dagli inizi e sin dal, dall'editoriale. È chiaro le, il, il rapporto in particolar modo con una critica d'arte di ispirazione americana e si fa chiaramente eh, riferimento nell'editoriale ad Harold Rosenberg e nello specifico alla, alla tradizione del nuovo e quindi a quella raccolta di, di saggi eh, che eh, teorizzavano il principio secondo cui eh, la rottura con la tradizione era durata talmente tanto da aver generato una tradizione sua propria. Una caratteristica infatti proprio della rivista e poi anche dello spazio espositivo è quello di ricercare in qualche modo una linea di continuità tra le avanguardie storiche e le ricerche più attuali, ecco in quest'ottica di storicizzare appunto. Eh, oltre appunto al riferimento con Rosenberg, da subito nel coordinamento redazionale della rivista entrano a far parte due critici. Una è Marisa Volpi. Che in quel momento nel 66 è negli Stati Uniti, perché sta raccogliendo materiale necessario per la pubblicazione del volume Arte dopo il 1945 USA. E, e l'altro è Giovanni Carandente, che rappresenta proprio quel legame con l'istituzione Galleria Nazionale d'Arte Moderna, perché era funzionario storico ed era colui che era presente proprio nel momento in cui vengono presentate quelle mostre come quella di Pollock, appunto di Mondrian, di Kandinsky, quindi rappresentava il collante tra i due mondi. La collocazione, allora eh, Lili Bozzini decide di eh, eh, dar vita appunto a uno spazio eh, della rivista e lo colloca in una posizione strategica, questo è interessante perché invece di farlo coincidere con la casa editrice, lo colloca in quella direttrice, insomma, che collegava tutte quelle gallerie che poi sono quelle che sono state prese in esame dal progetto Maconda. Quindi ecco, è interessante il fatto che non venga intitolata galleria ma venga collocata chiaramente in dialogo con le gallerie. Eh, nella brochure di presentazione che si vedeva sulle, sul, sul tavolo all'inaugurazione era espressamente eh, eh, dichiarato appunto in riferimento alla tradizione del nuovo, eh, l'esigenza di voler segnalare le eh, ricerche più significative a livello anche internazionale, e senza eh, evidenziare delle etichette pubblicitarie, in questo senso faceva un chiaro riferimento alla pop art, e d'altro canto, però questo che è un elemento peculiare secondo me, di questo spazio era l'esigenza di ricreare un luogo di incontro, di dialogo tra artista, critico e eh, pubblico. Tanto che eh, nel comunicato stampa che veniva presentato appunto nel poco prima dell'inaugurazione si diceva la sede di cui arte contemporanea funziona come centro d'arte, disposto su un insieme di locali funzionalmente attrezzati. Il centro è fornito di un apposito servizio per informazioni artistiche. Inoltre, una biblioteca specializzata e una sala di lettura mettono a disposizione dei lettori un amplissimo e aggiornato assortimento di libri e di periodici d'arte. Questo è un altro elemento significativo perché caratterizza ancora una volta questo spazio e lo lega anche al mondo dell'editoria da cui eh, nasceva in qualche modo. E quindi l'idea di, di essere un centro d'arte, uno centro anche di aggiornamento del pubblico italiano. Un centro d'arte, una biblioteca che era aggiornata, era chiaramente la maggior parte adesso qua degli scatti si vedono i la rivista e i volumi dell'Editalia, però in realtà è molto probabile che fosse aggiornata anche dal punto di vista internazionale. Infatti, eh, nel 66 Marisa Volpi scrive una lettera a Lidio Bozzini in cui dice: Quanto a libri, riviste e cataloghi, posso dire di avere setacciato l'America in lungo e in largo. Ho da spedire letteralmente un baule di roba. Quindi, probabilmente il materiale che c'era all'interno era un materiale di aggiornamento proprio di carattere internazionale e soprattutto americano. Uh, la rivista viene pubblicata quindi dal 1966 al al 77 e vengono pubblicati 17 numeri e, uh, ed era bilingue, questo è anche un altro elemento interessante che caratterizza questo approccio di voler dialogare anche con il contesto internazionale. Quindi non italo-francese, ma italo-inglese. Inglese, sì, bilingue inglese, sì. E nel coordinamento redazionale presto entreranno a far parte non soltanto appunto Marisa Volpi e Carandente ma anche Lorenza Trucchi, Mario Verdone che avrà un ruolo sul, di approfondimento sul cinema sul cinema d'avanguardia. Eh, anche Alberto Boatto per un periodo e poi le collaborazioni sono tantissime. Per citarne alcune, Cesare Vivaldi, Nello Ponente, Filiberto Menna. Maurizio Calvesi, Giorgio De Marchis, che sono anche figure alcune legate al mondo della Galleria Nazionale, eh, Maurizio Fagiolo, eh, Tommaso Trini, eh, Renato Barilli, Enrico Crispolti, Germano Celantor, eh, Achille Bonito liva insomma molte e anche diversificate, eh, che tra l'altro saranno le stesse figure, non tutte ovviamente, alcune più forti, che poi andranno a presentare le esposizioni che vengono invece presentate all'interno dello spazio, perché dal 1967 inizia ufficialmente l'attività espositiva della galleria, della, della sede di cui arte contemporanea anzi. Eh, nel 1967 infatti si può capire come il ruolo della rivista sia fondamentale di approfondimento e eh, sia appunto Guardando al contesto appunto oltreoceano eh, per un confronto con invece la realtà del contesto nazionale, e in particolar modo romana. Quindi nel marzo del 67 viene eh, pubblicata nella rivista un intervento di Marisa Volpi che si intitola Visione e Colore a New York, e nel mese di aprile viene intitolata la mostra, la prima mostra della. Della galleria, della sede di cui arte contemporanea, immagini del colore. Quindi un chiaro e evidente richiamo, anche appunto semplicemente nel titolo, ma l'esigenza di voler collocare quindi la, le, le ricerche degli artisti, in questo caso gravitanti a Roma, in un contesto, in un confronto con le ricerche oltreoceano, quindi le ricerche americane. Però con l'interesse in questo caso, ad esempio, di mettere in luce l'aspetto peculiare ancora una volta delle ricerche italiane quindi soprattutto l'attenzione sulla ricerca sui materiali e quindi accardi, afif e turcato posti insieme in un lavoro appunto sia cromatico che nella ricerca dei materiali in questo caso è interessante appunto l'elemento delle fotografie la documentazione che io ringrazio colgo l'occasione per ringraziare Raffaella Bozzini che mi ha permesso di lavorare con un estrema disponibilità veramente su tutto questo materiale. Eh, L'elemento della fotografia permette di sostenere anche la, i cataloghi. Tornando un attimo ai cataloghi, in questo caso sono dei pieghevoli di poche pagine, quattro pagine, e avevano un ruolo di essere cataloghi inviti, quindi questa funzione, e, e questo standard rimarrà costante quasi sempre anche in futuro. E in questo caso eh, per, permettono appunto di, di leggere le opere presenti in mostra e le fotografie sostengono proprio questo eh, confronto tra l'elemento del catalogo e la fotografia. Quindi eh, qui Sadun, Bozzini, eh, Lorenza Trucchi che abbiamo detto che sarà collaboratrice e Turcato nel, con le opere della AFIF dello sfondo, eh, le superfici lunari di Turcato. E poi qui è impossibile intravedere la famosa tenda eh, di Carla Accardi, che in una foto qui si può vedere anche con i vis visitatori all'interno, la quale era stata presentata per la prima volta nel 1966, quindi un anno prima alla Galleria Notizie, e permette ovviamente questa è un'immagine che tra l'altro ho preso da Maconda che permette appunto di evidenziare questo confronto tra gallerie e passaggi ovviamente anche delle opere d'arte, in questo caso un confronto che stava anche dietro a un rapporto tra critici, perché tra storici e critici insomma la, la, la mostra della Cardi era stata presentata da Carla Lonzi e questa da Marisa Volpi, quindi un confronto chiaramente non soltanto tra gallerie ma anche ovviamente tra critici. Um, L'altro elemento interessante nei prodotti editoriali che sono stati conservati, come vi dicevo, l'invito, eh, il catalogo fungeva da invito. Ma è interessante che esistano gli inviti ai dibattiti, perché una caratteristica di questo spazio era il fatto che, a distanza di una settimana dall'inaugurazione della mostra, vi era la presentazione di un dibattito che vedeva posti in relazione gli artisti con eh, i critici, in questo caso. Il dibattito che segue alla mostra Immagini del colore vede coinvolti Maurizio Calvesi, Giuseppe Gatte e Marisa Volpi a dialogare con Accardi, Afif e Turcato. Ancora una volta le fotografie permettono di vedere questo confronto tra eh, artista e critico e un confronto che eh, si relazionava con il pubblico. Quindi proprio quel principio che stava alla base dell'editoriale di ricreare quel dialogo anche in qualche modo formativo, no? di, di aggiornare il pubblico e renderlo partecipe del, delle ricerche più attuali. La seconda mostra che viene presentata è di carattere completamente diverso, è intitolata Cinque Pittori di Roma, in questo caso la presenta Cesare Vivaldi. Gli artisti sono Vincenzo Cecchini, Carlo Ciego, Carmen Gloria Morales, Emiliano Tolve e Claudio Verna. E qui il prodotto editoriale, il catalogo, permette di anche di eh, far parlare, appunto di datare anche le fotografie. La terza fotografia sulla destra della riproduzione dell'opera di Carmen Gloria Morales eh, permette di eh, individuare e collocare questa fotografia che invece vede... La presenza di Alexander Colder nella sale di eh, arte Contemporanea. Quindi una fotografia interessante che colloca ancora una volta l'interesse di, ehm, di questo spazio di dialogare con il contesto americano. E Colder era lì presente perché, molto probabilmente, era alla sua personale, all'arco all d'alibert che stava a pochi metri di distanza. Eh, in questo caso, il dibattito che viene presentato a distanza di una settimana vede coinvolto Vivaldi che presentava appunto la mostra, ma anche Piero Dorazio. E ancora una volta ci interessa proprio in quel legame con il contesto americano, perché Piero Dorazio in quel momento è, insegna all'University of Pennsylvania e in qualche modo incarna quel ponte che si voleva istituire tra Italia e Stati Uniti. L'ultima mostra di cui volevo parlare, che è la terza brevemente, eh, è interessante perché perché viene fatta nel giugno del 67, mentre all'Attico cioè, eh, viene inaugurata la mostra Fuoco Immagine Acqua Terra. In questo caso Iannis cunellis e Pino Pascali vengono coinvolti in una mostra intitolata La terza dimensione, dialogando ad esempio con le, i supercomponibili di Sergio Lombardo. Ma anche gli artisti Livi, Lorenzetti e Uncini. Ed è interessante, quindi, l'idea, l'approccio che aveva la, qui: Arte Contemporanea, cioè un luogo di riflessione, di dibattito completamente diverso da quello che poteva essere l'Attico nello stesso momento. E quindi, a seguire appunto della presentazione della mostra, eh, c'è il, il dibattito che vede coinvolti in questo caso. Filiberto Menna e Maurizio Cavesi, oltre a Argan, che è sempre una figura comunque molto legata al mondo dell'Editalia. Filiberto Menna che in quel momento aveva da poco presentato la mostra L'impatto percettivo ad Amalfi, al quale era seguito un convegno proprio dedicato al tema dello spazio. E Calvesi che aveva sia presentato Pascali poco prima all'Attico con la mostra Nuove sculture. Ma anche era uno di coloro che scriveva nel catalogo Fuoco, immagini, acquaterra, quindi chiaramente era un luogo per ragionare su come, stava andando le, come stavano andando le ricerche, appunto, nel contesto romano, ovviamente. Altro elemento molto interessante nella lettura di, questi, eh, di queste mostre è ancora una volta la rivista, perché la rivista aveva eh, questa rubrica, qui incontri, che quindi per tutto il periodo eh, della, della pubblicazione della rivista viene mantenuta ed è la traccia di quello che veniva fatto all'interno della galleria. Quindi immagini del colore, cinque pittori di Roma, la terza dimensione, e poi la presentazione di un volume che era dedicato alla grafica del costume. Dal 1967 in poi... L'attività di Quiarte Arte Contemporanea è veramente molto intensa oggi. Tra l'altro, eh, esiste tuttora perché ha cambiato semplicemente nome. Le, I cataloghi permettono proprio di vedere questo passaggio da sede di Quiarte Arte Contemporanea a Galleria, eh, anzi, prima a Centro d'Arte d'Italia e poi a Galleria d'Italia per oggi essere diventata Gallerie di Europa. E se inizialmente, appunto. C'era anche un interesse nei confronti, magari, di artisti più giovani. Abbiamo visto Cunellis, Pascali, ma anche eh, Fabro e Paolini, e questo è dato anche dal rapporto col contesto torinese e dai rapporti che appunto c'erano anche tra i critici. A Paolini viene presentata la mostra Vedo che avevamo visto anche prima. Eh, poi si va sempre più a consolidare invece quell'interesse nei confronti di quegli artisti in particolar modo di, di forma 1 e quindi per Accardi saranno moltissime le mostre a lei dedicate, a Turcato, San Filippo, eh, Consagra, per gli artisti fondatori, quindi per Piero Sadun, Campurgossi e, e gli artisti che poi erano stati seguiti e scelti sin dall'inizio dalla, dalla casa editrice, quindi anche in relazione, in collaborazione con la Galleria Nazionale d'arte moderna di Roma. E in particolar modo segnalo alcune delle mostre interessanti che sono state fatte anche al di fuori dello spazio, eh, della sede appunto di Via del Corso. Questa mostra del 75 è dedicata a Burri, fatta al convento di Assisi, che però permette appunto di evidenziare quell'attenzione e quel legame che si era instaurato ancora a partire dalla monografia del 63 curata da Brandi, una mostra dedicata agli artisti fondatori, appunto in questo caso dedicata una retrospettiva per Sadum a Palazzo Barberini che vede coinvolto Carandente, Lorenza Trucchi, Cesare Brandi, appunto, e, e poi appunto eh, ricordo ancora una volta gli artisti fo eh, di Forma 1 alla quale vengono mh, riproposti proprio come gruppo. E in un contesto eh, riattualizzati, cioè Forma 1 30 anni dopo era, evidenzia proprio questa impostazione di voler storicizzare quelle ricerche che si erano sviluppate alla fine degli anni 40 e riattualizzarle in un contesto eh, presente. Concludo eh, mostrando una caratteristica che, di ragionamento che fa la stessa eh, galleria, cioè il fatto che a partire dal 76. Mentre, per esempio, all'Attico veniva allagato il garage di via Beccaria, qui Arte Contemporanea ragiona sul suo percorso e quindi fa una mostra intitolata Qui Arte Contemporanea 10 anni. E il catalogo in questo caso è un utilissimo strumento perché riporta il regesto di tutte le attività che sono state presentate all'interno dello spazio. Ed è interessante il fatto che non venga intitolato soltanto mostre, ma mostre di battiti incontri che caratterizza appunto questo spazio, non soltanto un luogo di attività espositiva, ma anche un luogo di, di scambio e di dialogo. Quindi ecco, eh, questo rispetto alle altre gallerie si può ragionare su, su più livelli e quindi eh, sia il catalogo, sia la rivista, sia gli inviti, ma anche le, le fotografie fondamentali che necessitano di digitalizzazione e di riordino, perché credo che siano un materiale estremamente interessante, ma anche sono state conservate le recensioni di tutte le mostre, quindi veramente è um, un importantissimo documento che bisognerebbe valorizzare. Grazie. Grazie Sonia, davvero. Eh, sono molto contento che chiuda questa densissima, devo dire, giornata. Siamo tutti un po', come dire, presi in mezzo da tanti dati, da tante riflessioni. E' eh, Ilaria Schiaffini, della Sapienza, perché il, il libro che ha e il lavoro che ha fatto sulla Galleria dell'Obelisco, mi pare esemplare per il modo in cui si possano intrecciare i documenti, le considerazioni più generali viste da oggi sulla politica della Galleria, eh, la biografia delle persone e la identità di una Galleria in un tessuto molto preciso, che è quello sociale della città in cui eh, la Galleria ha operato. Eh, le do la parola. Grazie, Flavio, grazie moltissimo per questa introduzione. Per il tuo apprezzamento di un lavoro, che è un lavoro corale, questo monografia certo, sul Molto. Sì, sì, no, no, ma che comprende tante persone per tanti anni, ormai dal... sono 8-9 anni che ci occupiamo di questa galleria. E, mh, ringrazio molto Barbara Cinelli e Giorgio Zanchetti, anche naturalmente, per l'invito. Mh... Zanchetti. Zanchetti, sì, sì. E, eh, Claudia Palma eh, della Galleria Nazionale d'Arte Moderna che detiene una parte dell'archivio che è mirabilmente inventariata e accessibile. e Iaia Andrimi, che ne detiene l'altra parte non accessibile, però nel tempo ce l'ha fatta consultare. Speriamo che sia presto eh, disponibile eh, per tutti. Dunque, eh, Parlare di questi due, la Galleria L'Obelisco è, è nata nel 1946, quindi ha 36 anni di attività, eh, molto densi, fitti di mostre, perché negli anni 50 raggiunge 33 mostre l'anno, quindi insomma studiarle è abbastanza un'impresa eh, improba. E, mh, non mi ero mai affacciata su questi due decenni, quindi insomma è stata una prima occasione e io quindi da una prima, una prima visione eh, di quanto succede. Eh, Confrontando con un primo confronto, prego Flavio di, di interrompermi perché non ho sì, cronometrato del tempo. E con un primo. partire da adesso. Per... <ride> grazie eh. 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 Dunque, con un confronto con le origini, <ride> con l'imprinting originario dato oh, all'obelisco, che era galleria d'arte. Libri antichi e moderni si legge in questo pieghevole che è di una, un momento iniziale della galleria che risente un po' della prima esperienza eh, di galleristi di Irene Brine Gaspero del Corso, quella della Margherita. E si offrivano delle opere d'arte, galleria, e ci sono gli artisti, gli artisti italiani da un lato e stranieri dall'altro, perché la galleria lavorò su questi due piani anche con un grandissimo contributo nell'aggiornamento internazionale, soprattutto dagli Stati Uniti inizialmente, ma anche fotografia antica e moderna, trompe trompe-l'œil Riviste d'arte, poi c'è la parte libreria con manoscritti incunaboli, Aldine, Bodoni e così via. La discoteca, oggetti d'arte e stampe. Quindi è una specie veramente una, una, eh, una libreria antiquaria, insomma, molto eclettica. Questo carattere eh, di eclettismo manterrà fino alla fine. Qui è una locandina, ci sono diverse tipologie, ci sono i segnalibri, insomma ci sono molti materiali diversi di questi. Che interessano in queste giornate. E, mh, in questa locandina, eh, quello che mi interessava notare è queste eh, mostre di arte primitiva che vengono segnalate a parte: arte copta, arte negra, arte tantra, naif di Haiti, e, che è uno dei filoni che, che andrà affrontato nel ricostruire l'attività dell'obelisco e tanto più dell'obelisco dagli anni 60 in poi, perché si intensifica questa attività di, di esposizione, ma anche di commercio di opere d'arte primitiva, già negli anni 50 una mostra sull'arte maya e, e anche con dei confronti con l'arte contemporanea, Primitivi e No, eh, mostra famosa di lorenza Trucchi del 70, ma già c'era stato e Modigliani e Utamaro negli anni 50. E, è difficilmente ricostruibile allo stato attuale ci sono alcune foto nell'archivio della galleria d'arte moderna con queste sculture in terracotta post in caica ma anche altre altre sculture e qui vi ho segnalato nel 63 solo nel 63 due mostre erano delle mostre natalizie insomma che servivano naturalmente anche per i regali di natale come spesso l'obelisco e la margherita facevano questa eh, questa modalità, questo interesse per l'arte primitiva risale probabilmente all'incontro con Elena Rubinstein. Questa è una foto mh, della principessa eh, della bellezza eh, nel 1934 a Parigi, eh, che era molto, molto legata del corso, in particolare a René Brin, eh, la quale appunto, come è noto, poi diventa anche pro per Harpes Bazar. E con la quale l'Obelisco aveva avviato una campagna, una produzione, una committenza insomma, finanziata proprio dalla Rubinstein di eh, 20 giovani artisti italiani. In realtà forse erano, erano eh, qualcuno di più. Quindi, grande sensibilità, grande prensilità dell'Obelisco nella sua prima fase, proprio per cogliere anche quel che di nuovo si muoveva nel mondo dell'arte, nel mondo internazionale, nel mondo. Nella moda, naturalmente. Il ruolo di René Brin eh, non è, diciamo, oltre ad essere una testimonial d'eccezione, una grande, eh, diciamo, pubblicista e eh, addetta alle pubbliche relazioni, quindi insomma faceva un'attività anche di fiancheggiamento molto, oh, molto importante, ha dato sicuramente dei contributi eh, in questa direzione. Tra le mostre, diciamo, io mh, ho scelto di parlare di qualche, di una linea, soprattutto nelle diverse mostre che si tennero, nelle numerose mostre che si tennero nei decenni. E segnalo qualche cosa di, eh, di eccentrico, come questa mostra, la prima mostra in Italia dei Cobra, e curata da, Achille, da, da Maurizio Bonicatti. Eh, il 27 maggio del 63, con posi, pochi mesi di anticipo rispetto alla mostra di Palazzo Grassi. L'Obelisco pregiava di avere dei primati i suoi elenchi, sono costellati. Prima mostra in Italia, prima mostra in Europa. No? che È una modalità giornalistica anche molto, molto efficace, qualche volta non corrispondente a vero. Ma questo è: dunque, l'hanno fatta davvero nel sì, 1953 sì, sì 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 è un motivo era... per essere per no, dire no. Che siamo stati primi insomma <ride> no, no, ne hanno <ride> avuti molti soprattutto all'inizio sì sì. No. sì sì anche da lì tutti i surrealisti, eh. Magritte insomma no no ce, ce le hanno <ride> ehm, dunque ehm, un confronto per capire cosa cambia negli anni 60 ehm, questo è una mostra del 54 che si chiama Fatti del giorno, eh, Bartoli, Foren, eh, Longanesi, Stellento, Topolski con una dietro, c'è cioè, qualche riga di testo non firmata, ma la penna sembra quella di René Brini, in tempi di astrattismo e realismo ugualmente accademici potrà incuriosire l'esistenza di artisti che rifacendosi alla realtà più brutale, quasi alla cronaca dei giornali, hanno saputo esprimere non solo i tics della propria epoca, ma il colore poetico nel tempo che passa. Quindi ci si pone in un mondo a parte, no? con un tono um, di distacco, di oh, vagamente, snob, in un mondo oh, prezioso e fuori dal tempo. Tutt'altro tono questa mostra, opposizione al nazismo, 1961, dove si vedono opere di Grossklesch, Schlemmer, Baumeister, Schwitters, Kollwitz e così via, e i testi, anche i testi eh, chiamano in causa Argan, che è un personaggio fondamentale in questa fase dell'obelisco, incredibilmente diciamo in contrasto anche con il voluto eclettismo e lo, lo snobismo, un po' disincantato, no? eccentrico della prima fase dell'obelisco e anche per come continua a caratterizzarsi tutto sommato, per le sue aperture verso gli aspetti commerciali e così via. E will Groman, Libero de libero Thomas Mann velzo Mucci e Giancarlo Vigorelli. Ti resta legge... che la copertina è un puro Franco Angeli, eh? due anni <ride> prima, voglio dire. Non... Ora, io ho fatto un saltino sulla sedia a vedere una rosa. È roba vero. Del è non... sì, Beh, ehm... oh. eh sì, è vero. Ehm, si legge che questa mostra. È, è voluta, è stata organizzata da Bruno Caruso come spunto per un'esposizione più vasta che i limiti propri di una galleria privata non permettono di realizzare. L'Obelisco Puntalto è molto ambizioso e vedremo anche le prossime mostre collettive mm. hanno questo carattere proprio di, di porsi su un piano che va oltre quello di una sem semplice galleria privata e nasce da cosa nasce questa mostra nasce dal processo a Otto Adolf Eichmann nel maggio 61 primo nazista processato in Israele sfuggito al processo di Norimberga poi condannato a morte e impiccato e ci sono artisti censurati dal regime o repressi durante il regime, i libri proscritti e così via. Sempre all'insegna dell'impegno del combattimento anche involontario con la censura è la mostra di Georg Gross nel dicembre del 62, Acquarelli e Disegni, che eh, subisce un, una denuncia per oscenità delle riproduzioni pubblicate in catalogo, eh, abbastanza immotivato per quelle riproduzioni e non per gli originali. Eh, però vengono condannati i due galleristi a due mesi di reclusione, poi difesi da Mario Berlinguer, il padre di Enrico. Vanno a testimoniare al processo Organo Ungaretti, Palla della Pergola, Carlo Levi e vengono poi assolti in appello, ma insomma, la rassegna stampa di questa mostra è la più lunga di tutte le altre, perché è un fatto di, di costume che va di cronaca, insomma, che è abbastanza scandaloso, che va avanti per diversi mesi. Questa frase di Leonardo Sinisgalli dà l'idea della svolta dell'obelisco alla metà degli anni Sessanta. L'obelisco ha abbracciato convinto la fede nell'antipittura, ha sostituito lo schermo alla tela, le luci ai colori, gli elettricisti e i poeti, la scheda bucata al cervello. L'oggetto torna a prendere il sopravvento sull'idea e gli oggetti fanno teatro e le idee fanno solo soffrire. Questo spiega forse il via vai ininterrotto di tanta gente che non aveva mai varcato la soglia di una galleria di arte. E viene all'obelisco come a Luna Park o a uno spettacolo coscionte. Questa svolta appunto abbastanza sorprendente trova eh, Argan come eh, nome tutelare, come insomma, critico di riferimento in qualche modo, sebbene venga chiamato, contribuisce in catalogo o, oltre che a una mostra collettiva di sculture e a due personali per eh, il testo ehm, per contro il nazismo con un testo le Kunst e poi su e perpetuum mobile su questa mostra con un testo sempre sulla didattica di Mocolinoci e di Albert ehm E tuttavia, appunto, la, la scelta dell'obelisco è una scelta molto precisa per l'arte cinetica e programmata, e questa svolta avviene ehm, grazie alla, ehm, al contributo di. Eh, più attivo e più operativo di eh, Filiberto Menna da un lato e di Maurizio Fagiolo dell'Arco che organizzano delle mostre collettive importanti come questa perpetuum mobile eh, curata da Menna. E, ah. mh, le opere vedete sono oh, hanno una compagine di artisti eh, internazionale molto ampia, gli spazi della galleria erano piccoli ma riescono appunto a a introdurre anche queste opere che richiedono dimensioni e partecipazione attiva, questo è il prezioso cataloghino che si conserva e che è difficilmente consultabile, ma insomma, hanno una digitalizzazione che ci permette appunto di vedere un po' eh, una carrellata sulle opere eh, Colder, Carlucci, Colombo, Duchamp, ehm, e Alviani e poi insieme a. Uh, questa e altre. opere abbiamo due anamorfosi eh, de, del 17 e del Cinquecento che corrispondono un po' a un gusto sempre presente nell'obelisco di contaminare, di fare degli affondi verso il passato. Sarà, in, questo, in questo catalogo scrivono anche Rosario Assunto, Genio Battisti, Renato Lazzari, Paolo Portoghesi e di Liberto Menna che, ci, che cita la mostra di The Responsive Eye già citata in precedenza. Sarà sempre Menna a curare questa mostra che è col, corredata di un ricco catalogo di matematica nel 74, eh, rassegna internazionale coordinata da un critico e un logico matematico sul rapporto fra arte e matematica che è collegabile agli sviluppi degli interessi di Menna verso l'arte concettuale la riflessione metalinguistica. Nel 1975 avrebbe curato tutti gli scritti di Mondrian e la linea analitica dell'arte moderna, le figure, le icone. Quindi insomma eh, risponde proprio un progetto oh, creativo d'autore questa mostra al quale l'obelisco da spazio. Ma torniamo indietro: dopo Perpetuum mobile nel 1966 è l'anno cinetico, l'anno cinetico dell'obelisco perché su sei mostre cinque sono di arte cinetica e programmata, ehm, sono Pierelli nel 66, poi c'è eh, Bianco più Bianco, un'altra collettiva, Frank Malina, ehm, Bruno Munari, sempre curata da, con un libro illegibile e trasparente, curata da Menna, Suono Movimento e Colori, che è un'altra collettiva importante, e a Natale l'arte copta. Co dal terzo al nono secolo Attilio Pirelli eh, queste sono delle belle foto di Paolo di Paolo che ci mostrano la soprana Annamofo che si specchia tra le opere di Pirelli e, mh, abbiamo anche un filmato eh, di cui vi mostro uno screenshot con la sala delle sculture di Pirelli queste sculture appunto dove ci si poteva riflettere e nell'altra sala, si vede nel filmato, c'era esposta questa fotografia, fotografia di Benedetta Barzini con un cappotto di Roberto Capucci, che appunto dava l'idea, dava subito un confronto, questa contaminazione tra arte e moda che è tipica eh, della galleria e naturalmente ci, ci riconduce allo stretto eh, contributo di, di Rene Brin. Questa è la mostra bianco più bianco eh, del febbraio del 66, dove vedete una compagine più articolata di, eh, di artisti e dove sempre questi cinegiornali radar ci fanno vedere anche delle, eh, delle sfilate di modelle ricreate dopo l'inaugurazione, ma anche all'inaugurazione spesso tornavano qui vestite appunto in bianco. Bianco. Sempre nella, nel 66 eh, nel, nell'aprile Suono, Movimento e Colore, Ricerche sonore nell'arte cinetica è programmata, una mostra sperimentale si legge e per avere un'idea delle sculture si può saccheggiare sempre cinegiornali radar eh, dove si vedono per esempio le sculture sonore di François e Bernard Bachet interesse per la musica un piccolo affondo in avanti mi colpiva questa mostra del 73 prima mostra a Roma in questo caso ridimensionato il primato ma insomma dei plexigrammi <ride> di John Cage qualche eh, volta va male eh, sì. <ride> no, esatto vera. si passa dall'Europa di Rochelle <ride> <and Barry, ride> al, al Roma di Cage ma insomma è già, è già qualcosa questa mostra vede ehm, il contributo invece di Maurizio Fagiolo Dell'Arco, eh, che scrive il catalogo insieme a Marcello, eh, La Luce, la Città del Sole, eh, ed è una mostra importante, una mostra importante eh, da tanti punti di vista. Fabio Belloni ci potrà raccontare qualcosa, non ho, non, non ho potuto leggere il suo libro ma. Ehm, Maurizio Fagiolo eh, e Marcello appunto, danno questa impostazione per, per delle tappe attorno, tematiche attorno alla luce, luce come cosmogonia, come illuminismo, come illusionismo, metafisica, velocità, insomma una serie di, di parole chiave eh, in cui partono, oh, partono dal futurismo, passano per il barocco Bernini Borromini, poi Dellonet Duchamp, Le Corbusier, eh, fino al grave Munari, Mari e l'arte l'arte cinetica ehm, quindi una lunga carrellata che parte dal futurismo e questo è importante ehm, e l'anno successivo nel 68 allo studio gavina di roma viene organizzata questa mostra 2001 opere d'arte nello, nello spirito del film della metro goldwyn mayer odissea nello spazio di stanley kubrick ehm, che appunto porta gli artisti dell'Obelisco, una parte degli artisti, eh, degli artisti già eh, esposti nel febbraio nella mostra sulla luce, più diversi altri che si devono anche appunto all'apporto di Gavina, al quale Gavina nel 67 aveva, oh Dio, aveva organizzato eh, una mostra itinerante, la luce, nelle sedi dei suoi negozi di Milano, Torino, Bologna, Firenze e Foligno, gli artisti sono gli stessi della mostra di fagiolo, probabilmente la stessa mostra, non sono in grado di appurarlo. Quindi questo sodalizio è, è però abbastanza decisivo per gli sviluppi immediatamente successivi delle proposte dell'Obelisco. Qui vi mostro solo sempre a questa inaugurazione da Gavina, l'auto del futuro, Carabo di Bertone e Linea alluminio di Germana Marucelli. E ehm, questa, eh, diciamo, questa esplosione cinetica soprattutto tra il 65 e il 67 porta, eh, porta un successo: un successo di vendite della Galleria, l'obelisco. Perché eh, Parma Bucarelli, per la Galleria Nazionale d'Arte Moderna, acquista eh, 12 serigrafie di Albers, omaggio al quadrato, eh, il labirinto diagonale di Marta Boto e la superficie magnetica e la camera stroboscopica di Davide Boriani. Quindi, insomma, naturalmente il fiancheggiamento eh, di Argan, l'adeguamento in qualche modo alla politica di Argan, Gaspero è molto netto, in, stranamente anche molto netto nel, nei suoi attacchi alla pop art, cosa che mi stupisce, visto anche i loro rapporti con gli Stati Uniti molto, molto frequenti, colloquiali e di grande familiarità. Insomma, veramente la posizione è molto... È molto netta. Quindi, questa mh, qui abbiamo. Vi mostro nel nell'archivio della Galleria eh, l'obelisco. Oh, ci sono le istruzioni per il labirinto diagonale di Marta voto su come, come montarlo, insomma, no? quando si deve riallestire. E poi vi faccio una piccola uh, presentazione di, di foto che sono nell'archivio dell'obelisco di opere d'arte cinetica che io non so identificare, non ho avuto tempo di identificare, ma forse in questa platea può essere ci può essere qualche contributo e questa è una foto di Colombo Manuelli fotografato da Mulas della Biennale del 66, Manuelli è un artista che viene introdotto in questi anni in queste mostre di arte cinetica e, e poi eh, e poi esporrà, eh, verrà premiato all'esposizione internazionale di Morreal prendendo il premio. Dietro a Gaspero del Corso c'è cioè solo Gaspero e Irene è distante, Irene si dichiara eh, lontana e molto occupata con il suo lavoro nella moda, c'è cioè Cesare Bellici, Cesare Bellici che, eh, che tiene le fila di queste e altre e, e altre mostre che hanno un taglio di ricerca, anche di sperimentazione con le tecnologie, mi sembra che questo possa essere il dato più, più innovativo. Ecco, ci sono delle mostre di artisti che non, non sembrano avere esposto all'obelisco, ma naturalmente ci sono progetti di mostre possibili, progetti di mostre non realizzate, ma ci sono anche organizzazioni di mostre all'estero o vendite, quindi ci sono una serie di possibilità. Franco Grignani è la prima... Mostra monografica al Chicago Container Corporation of America. e eh, Ci sono altre 11 foto di suoi, suoi lavori. e Ci sono, per esempio, tre, tre foto di Dada Maino che non, non esporrà mai all'obelisco, ma eh, nella sua fase cinetica. Eh, eh, ci sono queste foto di questo oggetto cinetico con le istruzioni, ancora una volta, e con il prezzo e la percentuale per la galleria come anche questo, questo oggetto cinetico programmato, 64-65 è la data. Ci sono Gianni Colombo e Gabriele De Vecchi e ci sono vari, vari altri autori, Ve ne ripropongo solo alcuni, il gruppo MID, Giorgio Tornquist, François Morellet e Frank Malina. E poi ci sono molte foto di questo effect Grand Procès d'Espas, che, eh, che forse è famoso. Io non mi sono mai occupata di questo periodo e, e sono delle foto molto, molto belle. <totipo> Nell'archivio sì, nell della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, quindi sono consultabili. <tipo> no, aspetta, yeah. Sì, sì, sì. Sì, secondo me sì, io penso che la... Ora è un, un progetto espositivo. È una proposta. Che... Paolo. Paolo, puoi venire. Eh? Puoi venire Paolo, forse ha senso che lo sentano sì, tutti sta cosa, è una novità. C'è il microfono per... sì. Le foto di, no, di Dadamaino Dada Dada no. allora, Dada si spiegano con un carteggio che è intercorso tra Gasparo del Corso e Dadamaino, in cui eh, il gallerista ha chiesto semplicemente all'artista quali erano le sue opere, cioè di mostrargli le ultime opere cinetiche che lei aveva fatto. E lei gli ha mandato le foto con la descrizione però degli oggetti. Come faceva di consueto e eh, allegato anche il prezzo, fondamentalmente molto semplice. Perfetto, Poi esiste. probabilmente non hanno fatto più niente, c'era in provvisione una mostra. Una mostra, infatti, l'artista era stata contattata per quello. Poi non so, comunque, all'archivio da Damai non c'è la sono c'è il carteggio. Perfetto, grazie, grazie, grazie mille. mille siamo eh sì Come allora pensi. corro ehm, dunque sì ehm, Maurizio Fagiolo dell'Arco oh, cura anche la personale di Elio Marcheggiani elio Marchegiani che era già stato inserito nella luce dove aveva presentato un teatrino la ricostruzione del teatrino di una maquette dei fuochi d'artificio di balla e Che poi riuserà immediatamente dopo nel 68, alla Galleria Lobelisco. E, mh, qui ci sono eh, questo rapporto 60 è il libro di Maurizio Fagiolo dell'Arco che dedica dove ripubblica un saggio su Marcheggiani. Marchegiani, che è molto importante, lui e Maurizio Fagiolo sono i protagonisti dell'anno dell di Balla del 68, l'anno dedicato a Balla, un anno di mostre molto. Molto importante, questo è il progetto Minerva dove il manichino era fermo ma si muovevano le luci dando la sensazione di questo movimento. Si trova adesso alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Ecco qua, l'anno di Balla. Maurizio Fagiolo oh, cura queste sei mostre, dedicate ognuno a un, un aspetto della, della produzione di Balla. Eh, lo, fa, uh, lo fa con uh, Bellici, naturalmente che è il regista di tutto, e con Dino Gavina. Dino Gavina che viene chiamato a realizzare, a realizzare i, 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 fiori, i fiori di balla. Ehm, sul disegno, sul progetto originale dell'artista, con quella che è stata chiamata una acrobazia eh, filologica storico-artistica. Una scaltra acrobazia da Mario Finazzi. E naturalmente era, una, eh, era un tiro così molto strategicamente anche molto ben pensato: perché perché c'era la biennale, e Balla eh, avrebbe esposto eh, nel 68 alla biennale eh, di Venezia, e questo è il catalogo della biennale dove si vedono la pubblicità dell'obelisco, eh, che è rappresentante esclusiva di tutta l'opera plastica dell'artista, e. E, e poi c'è la pubblicità della mostra che si teneva parallelamente alle date di apertura della Biennale al Naviglio di Venezia e alla Galleria dell'Obelisco di Roma. Quindi realizzano dei multipli dalle opere di balla e questo è il teatrino di balla di cui Marchegianni è molto fiero, realizzato con l'aiuto di Cesare Bellici e che venne esposto anche alla Biennale di Venezia. Ricostruitelo con i materiali della vostra epoca, è la frase che Marchegiani cita sempre: dice di averla trovata da Balla, nell'archivio di Balla, a giustificare questa trasposizione. Sì, sì. C'erano anche dei eh. modellini in plexiglass eh. Eh, che non piacquero e furono preferiti, comunque, le riproduzioni industriali in legno. E questo è il vestito indossato da Irene Brini, naturalmente inevitabile alla inaugurazione. E a questo punto niente, vi dico solo che questo interesse per la tecnologia andrà avanti, andrà avanti con uh, l'episodio di Videopellischio, che è un episodio noto, e quindi non, non ne parlo, anche perché non ho tempo, ma non ce n'è tanto bisogno. E segnalo che questo Francesco Carlo Crispolti, che è, è fotografo, uh, regista RAI e animatore, culturale sarà responsabile anche di alcune mostre di fotografia, perché la galleria fin dall'inizio si caratterizza per un'apertura la fotografia d'autore, viene ancora una volta dal mestiere di giornalista di moda di Irene Brin e, e le mostre di eh, di, eh, di di, Folti, di Francesco Crispolti sono emesso la fotografo la prima volta eh, la prima mostra di Isola Fotografo, che è legata a delle trasmissioni televisive sulla fotografia di, eh, di Chris Polti, realizzate per la Rai Letteratura e Fotografia, eh, e poi la mostra di Tina Modotti con eh, 38 vintage prints, che in qualche modo è che sarà la seconda mostra in assoluto in Italia dopo quella di, di Udine del 73. Vi ringrazio per la pazienza. E Grazie, Maria. Grazie davvero, siamo tutti un po' finiti, però c'è una buona notizia che ci dà la Monia, perché non c'è scritto qui sotto, come c'era sempre, nei miei bellissimi ricordi del Friuli Venezia Giulia, segue aperitivo, ma c'è qual qualcosa di molto simile.